Amici di Inter, fan TV, cuori forti, fortissimi, nerazzurri, bentornati. Bentornati da Michele Borrelli a un nuovo appuntamento con Intermercato che sta ormai riprendendo le sembianze della realtà piena di obiettivo Inter, perché il mercato è finito, forse, perché alle 20 si chiudeva in Italia, alle 23 in Inghilterra, ma c'è la possibilità ancora fino alle 24 di vedere un'operazione proprio in Inghilterra dell'Inter con Sensi. Andrà o non andrà? Rimanete con noi, tra 116 minuti avremo la risposta definitiva, perché lì, come in Spagna, sono molto ligi alle regole del fair play finanziario interno e già l'Everton ha avuto 10 punti di penalizzazione e quindi Leicester non vuole rischiare, visto che è primo nettamente in classifica in Championship e quindi lotta per tornare nella massima serie inglese con Maresca allenatore. Non Maresca, sei sempre tu, che invece è l'arbitro che arbitrerà la madre di tutte le partite, il derby d'Italia, come lo definì Gianni Brera nel lontano 67, Inter-Juventus, e di tanto Inter-Juventus parleremo stasera insieme al mercato, la questione stadio, il futuro su tutti i fronti, anche la programmazione, perché è stato più un mercato di programmazione per l'Inter, con l'amica e collega che con tanto piacere ti vedo qui su Inter Fan TV, Giulia Bassi. Ciao Giulia. Ciao Michele, il piacere è sempre tutto mio. Ciao, poi buonasera. Una lunga vigilia molto importante e particolare, quindi non potevo mancare con questa vigilia. Sì, non potevi mancare. E poi la nostra memoria storica, che quando ci sono questi big match chiamo, e fortunatamente lui ci dice quasi sempre, sempre sì, sempre con gli impegni che hanno ormai tutti, lo vedete sulla panchina dell'Inter, non lo so se adesso vuole togliere il posto a Inzaghi, Mario Piuri. Ciao Mario, bentornato. Grazie Michele dell'invito, ciao a tutti, è un piacere rivedervi. Ma è vero che è una poltroncina nell'azzurra? Che sì, vedo, no? lo è. Una poltrona da gamer. Allora io lo so che tu vuoi andare sulla panchina di Inzaghi, ma l'unico qua ad aver allenato professionista e anche a vincere un trofeo da giocatore con la maglia dell'Inter, e quindi ringrazio particolarmente per la sua partecipazione e anche per la sua amicizia, Alessandro Scanziani. Ciao Alessandro, bentornato, grazie sempre. Ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito, sempre un piacere parlare di calcio dei miei tempi, invece noi parliamo di quello di adesso. Anche di quello che ma tu ci devi aprire le menti per far capire dove noi non possiamo arrivare. Però il calcio che ho vissuto io è completamente diverso da quello di adesso, al di là anche del numero degli stranieri, che prima erano al massimo due, invece adesso sono due gli italiani. E quindi anche l'amore per la tua squadra, io spero che ce l'abbiano un po' tutti, anche se sono stranieri, però qualche dubbio ogni tanto mi viene. Lo so che tu sei marottiano, che vuole lo zoccolo duro italiano. Ci sono sei nazionali azzurri oggi nell'Inter e quindi siamo sulla buona strada secondo la tua, diciamo, di filosofia. So che ti fa piacere. Tra l'altro, proprio in questi giorni si scriveva di Buchanan che sta imparando la lingua con Darmian, Dumfries che traducono, eccetera. Quindi dinamiche che magari noi diciamo siamo meno abituati a pensare a queste cose, mentre tu ci ricordi sempre che poi in campo bisogna comunicare e quindi l'inserimento prevede anche questo. Ne parleremo anche con Alessandro Iove da Miami. Caro Alessandro, che è l'unico di noi qua che non ha visto ancora oggi, che ore saranno da te? Le 16? C'è ancora il sole? Sì, sono le 4 e 8 minuti. E quindi tra l'altro a Miami forse la temperatura è anche, no? Migliore. Fa fresco adesso, però è migliore. Fresco. 22 gradi adesso. Va bene, carico per Inter Juventus? Meno 3? Sì, io sì abbastanza, sono fiducioso, dico la verità, sono molto positivo. Allora, io ho preparato tantissime grafiche, ovviamente ci sono i giochini, quelli più, diciamo, nostri, diciamo, per me, Giulia, giornalisticamente, anche confrontare i ruoli è divertente. Poi so che l'allenatore, invece il mister, ci riporterà a dire tatticamente non facciamo i giochini, perché la squadra è la somma, insomma, non solo la somma dei valori dei singoli giocatori, ma poi è un gruppo, un'amalgama che con l'armonia di squadra deve sfidare l'altra. Però prima, altrimenti la regia mi rimprovera, salutiamo Silvana che mi scrive, ecco subito, foto, e allora foto significa che per un secondo
io dico sempre, pensate al gol di Thuram all'incrocio dei pali nel derby, guardate il vostro dispositivo e fate un bel sorriso per la foto che immortalerà questa serata su Interfan TV. Cheese! Oh, yeah. Grazie, grazie, grazie a voi anche per la pazienza che ci seguite, grazie a tutti quelli che si stanno collegando, quelli che si iscrivono al canale, quelli che sostengono il canale. Partiamo subito con, allora no, vabbè, intanto vi faccio vedere l'aggiornamento minuto per minuto. Mancano in Inghilterra, in Italia è chiuso, 1 ora e 51 minuti, Sensi è rosso, ma c'è, Sensi è in Inghilterra, ma si deve sbloccare questa questione burocratica per play finanziario. Si parla di circa 2 milioni e mezzo nel totale, diciamo la valutazione. Anzi, prima di tuffarci su Inter-Juventus, poi di mercato parleremo nella seconda parte, voglio chiedere però Alessandro Scanziani, al caro mister, se è un rammarico, no, dopo aver visto il Sensi proprio in un Inter-Juventus del suo primo anno, 19-20, era il primo anno di Conte, si infortunò al 34esimo, cambiò la partita, l'Inter aveva vinto tutte le partite nelle prime giornate, perse, la Juventus la scavalcò, poi vinse per un punto il campionato la Juventus, l'ultimo campionato vinto dalla Juventus era la Juventus di Sarri. Sensi aveva fatto, ci aveva fatto illudere, aveva fatto vedere, cioè, si specavano i paragoni, se ti ricordi, no? Iniesta, Xavi, e poi invece tanti infortuni e quest'anno la fine del contratto, perché se non sarà stasera entro mezzanotte, il 30 giugno gli scade il contratto, comunque va via. C'è un po' di rimpianto, Alessandro? C'è questa cosa degli infortuni, alcuni sono più soggetti di altri, come l'hai vista tutta questa storia? Ma c'è un rimpianto da parte mia, perché era un giocatore con grande qualità tecnica, tattica, e quindi gioca pochissimo e ogni tanto è infortunato e ha di questi problemi, perché mi dispiace soprattutto per lui, perché lo apprezzo moltissimo come uomo e come calciatore. E quindi il fatto anche di essere in panchina tutto l'anno, cioè io non ce l'avrei fatta, insomma, perché sono, cioè, tu sei nato per giocare a calcio, perché c'hai le qualità per poterlo fare anche a buoni livelli, e quindi al limite non stare nel Milan, nell'Inter, nella Juve o nelle società che devono sempre giocare al 100% per vincere tutte le partite. Vai in una squadra di metà classifica dove ti diverti, dove sai di poter giocare perché tu sei uno dei più bravi di quella di quel gruppo, e quindi ti rispettano, ti stimano e ti diverti. Guarda caso Maresca, che ha lavorato con Guardiola, lo vuole nel suo Leicester, adesso è andato via Casadei, che è tornato al Chelsea, e quindi potrebbe essere questo il suo futuro, anzi credo che se non sarà oggi sarà davvero alla fine di giugno per la prossima stagione, con Leicester che è lanciatissimo, abbiamo detto, per tornare. La cosa importante è che quando comincia a giocare con continuità, che non si faccia male ancora, perché altrimenti diventa dura per tutti. Diventa dura, sì. Credo che, diciamo, lui adesso gestisca un po' diversamente, già col Monza l'anno scorso 25 presenze, quest'anno non ha avuto stop, è vero che dice non ha giocato, ma anche in allenamento prima capitava di fermarsi, e quindi gli auguriamo ovviamente il meglio. Allora, da dove ripartiamo? Ripartiamo da qui, perché ci sono gli asterischi, proprio come in Premier League, perché dalla Supercoppa italiana 8 squadre hanno una partita in meno. L'Inter recupererà il 28 febbraio, meno male, oggi è il 1 febbraio, quindi alla fine di questo mese, con Inter, Atalanta e Sassuolo-Napoli, ci togliamo il pensiero degli asterischi e avremo marzo, aprile e maggio con tutti con le stesse partite, almeno questo. Però nell'ultimo turno abbiamo avuto questo bel regalo da Baldanzi, che è stato premiato con un bel contratto dalla Roma. Baldanzi è andato alla Roma e ha segnato contro la Juventus, 1-1, Juventus che quindi pareggia in casa con l'Empoli, si ferma quando nessuno se l'aspettava, e l'Inter che con una partita di grande orgoglio, anche sofferenza nell'ultimo quarto d'ora, e spugna Firenze, 9 vittorie e 2 pareggi fuori casa, meglio di tutti nei top 5 campionati europei, Inter prima, con una partita in meno, e straprima per gol fatti, gol subiti e differenza reti. Cara Giulia, noi non ci sentiamo da un po', questi numeri impressionano, anche i 18 clean sheet su 30, su 28, addirittura se parliamo solo di Sommer, l'attacco, la cifra di gioco, l'identità, ma c'è un ma,
tutti questi grandi numeri, addirittura quasi il doppio differenza reti della Juventus, per avere un punticino in più. E allora questo Inter-Juventus, secondo te, è uno spartiacque, è decisiva, questo aggettivo abusato tante volte? Sì, è un aggettivo abusato e io poi ho sempre un po' di difficoltà a definire decisiva una partita a febbraio, perché poi c'è tutto il mese di febbraio in cui l'Inter ha tante partite importanti, dopo la Juve c'è la Roma, poi c'è l'Atalanta, c'è tutto marzo, c'è tutto aprile, non finisce con lo scontro diretto. Vero è però che nonostante questa differenza di numeri, soprattutto nella differenza reti, la Juve è un punto che non è tutto questo vantaggio, quindi l'occasione dello scontro diretto per creare un po' di distanza in previsione di un mese di febbraio tosto è importante, perché è vero che è una partita in meno, ma è vero anche che come forse stiamo vedendo, no, questo è il testa a testa, il calendario è complicato e quindi... Sì, sì, qui si vede fino alla fine di febbraio, comunque Roma, Atletico Madrid e Atalanta, dall'altra parte Udinese, Verona e Frosinone. Esatto, quindi più partite, la Juve ha un calendario più semplice adesso e fino ad aprile, che ha la Coppa Italia, non ha l'impegno infrasettimanale, l'Inter di sicuro ha quello di Champions con l'Atletico andata e ritorno. E quindi insomma secondo me è significativa questa partita e l'Inter deve entrare in campo per vincerla, per essere dominante anche nel gioco, come ha fatto un po' col Milan l'anno scorso. Deve essere quell'Inter lì, l'Inter dei derby del 2023, perché lasciare in vita questa Juventus secondo me è un po' pericoloso, perché il campionato è ancora lungo. Ma secondo te nel chiuso della stanza non lo sente nessuno? Allegri firmerebbe per il pareggio? Oh, per rimanere... Assolutamente sì, 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 sì. E credo anche, Mario... credo anche che giocherà un po' per il pareggio, detto che la Juve ha uno stile di gioco. Io mi sono dovuta guardare per lavoro Empoli-Juventus sabato e è stata veramente una partita brutta da vedere, ma anche... prima dell'espulsione, anche prima che la Juve rimanesse in inferiorità numerica, ha detto che quando giochi in casa contro la penultima in classifica dalla Juve, che è la squadra, ricordiamo, prima per Montengaggi, che è l'allenatore più pagato, che è il giocatore più pagato, perché secondo molte narrazioni sembra sempre che sia un piccolo miracolo sportivo quello della Juve, sta facendo quello che ci si aspetta. L'ultimo oggi l'abbiamo letto sulla Gazzetta dello Sport, un articolo del genere. Sì. Esatto. Miracolo Allegri, no? E nonostante, insomma, nonostante l'inferiorità numerica, mi aspetto che una squadra che ha la possibilità di rimanere in testa, che sta lottando per lo scudetto, mi aspetto che faccia ben altro in casa contro l'Empoli. Invece è stata una Juventus totalmente remissiva, che ha lasciato palla all'Empoli, che ha lasciato le occasioni migliori all'Empoli, e io penso verrà San Siro principalmente per difendersi, per cercare di imbrigliare l'Inter, e poi se in contropiede ci scappa qualcosa ci proveranno. Allenativa, contropiede, le ripartenze, sì. Insomma un po' quello più che altro cercherà secondo me di far giocare male l'Inter. Che diciamo a volte quando uno si chiude con le linee compatte diventa più difficile. Ecco Mario, vedevo che annuivi, qui prima si parlava di calendario che lascia a volte il tempo che trova, perché sai, la Juve vince 3-0 col Sassuolo, 3-0 con Lecce, si dice adesso è una Juve migliorata, anche in Coppa Italia aveva fatto tanti gol, non è più una Juve che vince di corto muso. La partita con l'Empoli in 10 però ti fa pensare che non è detto che con l'Udinese, col Verona e col Frosinone faccia 9 punti, o no? Cioè questo calendario fino alla fine di febbraio è ancora tutto da una parte? E quanto sposta Inter-Juventus? 2 anni fa il 5 febbraio si giocava Inter-Milan e potrebbe essere la chiusura di un cerchio, cioè quello scudetto che era quasi dell'Inter è iniziato ad andare verso il Milan, stavolta che invece è molto in bilico, lì era un più 4 con una partita in meno che divenne più 1, qui è un più 1 che se diventasse più 4 forse darebbe veramente un segnale fortissimo al campionato. Che dici Mario? Ma allora, intanto è vero quando si dice che a febbraio non si vincono gli scudetti, però è altrettanto vero, anche in funzione degli impegni che avevamo in Europa, del calendario apparentemente più facile della Juve, è altrettanto vero che questa partita, la partita di domenica, non vale 3 punti come tutte, vale 6. Perché vincere o perdere significa, nei confronti della rivale, creare una distanza, direi, molto più significativa.
E quindi è importante portare a casa questa partita. Però ha ragione Giulia quando dice attenzione, perché la Juventus è un avversario scomodo per l'Inter. L'Inter esprime il meglio di sé quando riesce con tre passaggi ad andare in porta su degli spazi che si aprono. E la Juventus questo non lo farà, perché la Juventus è allegra e consapevole di avere un però Mario, se dovessi sbloccarla poi che succede? C'è la Juve che fa? Ah beh certo, allora lì la partita è vinta. Perché sai allora che l'Inter quest'anno, anche col Bologna e col Sassuolo, o col Genoa, è sempre andata in vantaggio. È sempre andata in vantaggio, 20 volte su 21, solo una volta no, con la Juve, e si è accontentata dopo aver pareggiato del pareggio nel secondo tempo. Forse anche perché aveva preso un po' paura, dice qua se andiamo troppo in avanti magari ci infilzano poi in contro, che poi era una fase del campionato diversa. Ma poi era una partita che arrivava dopo la sosta per le nazionali, sì. L'Inter aveva avuto tantissimi giocatori in giro per il mondo, erano rientrati alcuni al giovedì, era stata una partita un po' strana, era cos'era, ottobre mi sembra. 26 novembre dopo la pausa, sì. Ah, più avanti, pensavo prima. Comunque insomma era ancora un momento... della stagione in cui si poteva ragionare, era quella Juve che vinceva sempre di corto muso tra virgolette, quindi secondo me ci stava lì il ragionamento di dire giochiamo un secondo tempo più tranquillo per non perdere, cosa che invece ovviamente non può succedere domenica, perché devi proprio accelerare dal primo secondo. Però non bisogna avere fretta di vincere, nel senso che la fretta potrebbe farci scoprire. Invece ma l'Inter Inzaghi non mi sembra quasi mai una squadra che ha fretta, no, tante volte vediamo anche tantissimi passaggi, abbiamo visto tantissimi gol arrivare dopo 10, 15, 20 passaggi, certo. Cioè è un Inter che anche nella manovra spesso riesce a essere paziente. E soprattutto deve stare corta, deve stare molto corta. È il record tra le big d'Europa per gol fatti dopo più di 10 passaggi. E spesso Inzaghi lo vediamo anche quando l'Inter è 0-0, no? Non lo so, per esempio con Napoli la finale di Supercoppa in 11 contro 10, predicare a un quarto d'ora dalla fine di non essere frenetici, ordine diceva, cioè nel senso la squadra deve non sbilanciarsi, non essere frenetica ma seguire insomma un determinato impianto di gioco. Alessandro, da ex giocatore di grande squadra e anche da diciamo da allenatore, quando noi facciamo i discorsi, uno gioca per il pareggio, parte non si scopre, cioè quanto sono vere, cioè, queste cose? Cioè, nel preparare una partita, un allenatore che magari gli può pure andare bene il pareggio, può trasmettere davvero il fatto di dire non scopriamoci, per dire una Juventus che potrebbe rimanere scia a un punto, anche se con una partita in meno, andare però a Milano col pubblico dell'Inter, con un Inter che sta bene... O quanto invece puoi preparare il blitz e dire cerchiamoli di sorprendere, non se l'aspettano. A Torino secondo me hanno fatto così, i primi 20 minuti forte per sorprendere un po' l'Inter. Ecco, tu ti aspetti una Juventus solita, quella che ha un baricentro un po' più basso e prova a ripartire, oppure potrebbe anche voler sorprendere l'Inter? E l'Inter invece dall'altro lato ti aspetti un Inter... che faccia non quello che ha fatto nel secondo tempo dell'andata, cioè vedere come si mette la partita, essere molto razionale, ma invece spinta dal pubblico provare ad andare aggressiva, come ha iniziato con la Lazio in Supercoppa, come ha iniziato col Monza, certo sono avversarie diverse, però io me l'aspetto, non so tu. Ma, cioè, è sempre difficile dare un giudizio o un preventivo, perché ci siamo noi 11 e ci sono gli avversari. È vero che gli avversari hanno la capacità di giocare in difesa, di chiudere bene ogni spazio e poi quando appena possono recuperare la palla e ripartire in contropiede ti fanno del male. Ma è possibile sapere se faranno così nei primi 20 minuti o se faranno così e basta, perché tra l'altro ci sono loro che hanno un'idea di come giocare e poi c'è l'Inter che ne ha magari un'altra, perché vediamo chi riesce ad avere più qualità, più possesso palla, più capacità di fare una partita come siamo capaci di fare, e allora vediamo un po' come va. Però tante volte tu hai possesso palla, crei
3-4 occasioni per poter far gol e non riesci, magari perché sbagli tu, magari perché il portiere avversario fa 2 o 3 grandissime parate, loro ti fanno un contropiede, ti fanno gol e vincono. Ma questo Alessandro da capo è una questo il Alessandro... calcio è così da sempre. Ma questo nella partita secca è all'ennesima potenza, cioè uno può fare pure 10 tiri, l'altro ne fa uno e vince. Però ti chiedo, allora, nella corsa a tappe, qui stiamo parlando di una corsa di un campionato di 38 giornate dove l'Inter ha giocato 21 partite e la Juventus 22, quindi siamo oltre la metà. Com'è possibile, secondo te, che uno che fa, l'Inter fa una media di possesso palla molto più alta della Juventus, fa più tiri della Juventus, fa 14 gol in più della Juventus, tutto più, però poi alla fine tutto si riduce a un pareggio della Juve con l'Atalanta, l'Inter ha vinto, adesso un pareggio con l'Empoli, poi con Sassuolo, Bologna e Genoa hanno perso tutti e 2 punti. Cioè alla lunga l'Inter, per quello che sta facendo, se dovesse essere questo il trend, cioè l'Inter è questa e la Juve è questa, ha più possibilità di vincere chi ha i numeri migliori o anche in 16 giornate che restano, 17 per l'Inter, non è per niente detto, perché magari la Juve si carica di quella vittoria per 1-0, la vittoria al 90esimo, l'Inter poi avrà la Champions che toglie energie. Tu ad oggi, se dovessi dire chi ha più possibilità, c'è una delle due? Ma che la squadra che abbia più possibilità di vincere penso che sia l'Inter, l'ha dimostrato finora, anche i numeri che dicevi, i gol presi, i gol fatti, non c'è paragone. Però questo non vuol dire che riuscirà a mantenere queste condizioni fino a fine stagione, perché magari fai la Champion e vinci e vai avanti, vai in finale come lo scorso anno, e cosa faccio? Cerco di fare in modo di vincere più il campionato o la Champion. E poi il problema più grosso in assoluto è quello di non vedere i miei giocatori che si fanno del male, perché se si fanno male in 2 o 3 di quelli bravi che fanno la differenza, e allora però dici l'imponderabile c'è sempre, perché non puoi... se dovesse farsi male Lautaro come ai miei tempi, crociato, 6 mesi di fermo, e cosa fai? Con tutto il rispetto, per l'amor di Dio, è un modo di dire, non spero proprio non di sia no mai, non sia mai. Incrociamo le dita. ci sono anche 1 o 2 centrocampisti. Ma tu dici nel calcio l'infortunio, anzi nel calcio di oggi ancora di più. Quindi bisogna pensare esclusivamente a partita per partita. Questa è la prima partita da fare, vediamo un po' cosa riusciamo a fare e cerchiamo di giocare come abbiamo sempre fatto finora. E io sono convinto che la qualità, se riescono a metterla in partita, hanno più possibilità di vincere rispetto agli avversari. Però il cambio, te l'ho detto prima, no? Magari tu hai il possesso palla maggiore, hai 5-6 occasioni da gol, ma o perché non lo fai tu o perché il portiere fa i miracoli, fanno un contropiede, fanno gol e vinci la partita, e perdi la partita, la vincono gli altri. Però la maggiore possibilità. Michele, posso fare una considerazione su questo argomento veloce? Sì, dopo è bello perché ci propongono un discorso che approfondiremo sui difensori, perché sono tutte e 2 difese a 3 centrali, ma attenzione, adesso la riprenderemo, quindi questo è un aspetto tattico con Alessandro che ci aiuterà magari a capire meglio. Adesso la considerazione di Mario e poi vado da Alessandro da Miami, perché volevo fargli rispondere a questa domanda di Giovo84, che è divertente, anche perché qua preoccupati del testa a testa, punto a punto, qualcuno non si sta godendo, non so, 5-1 col Milan, la Supercoppa vinta con 0 gol subiti in 3 giorni, le trasferte vinte ovunque, cioè questo è un Inter che sta vincendo ovunque, a Bergamo, a Roma, a Napoli, a Firenze, veramente una marcia trionfale fino a questo momento. Mario, la tua considerazione? Sì, scusa, è chiaro che qualche volta per l'Inter è più facile vincere in trasferta che non in casa, perché in trasferta, quando giocano in casa le varie squadre, giocano un pochettino più in fase offensiva. Se vengono a San Siro, la prima cosa è mettiamoci lì di dietro, non prendiamo gol, e quindi c'è meno spazio, però vai. Volevo dire che apparentemente il gioco dell'Inter, il gioco della Juve fa pensare, anche se in classifica sono molto vicini, a lungo andare vince il migliore. Io faccio un'altra considerazione che in parte mi preoccupa.
noi per vincere dobbiamo giocare bene. E noi abbiamo fatto Vero. Tutti questi punti consumando molte energie. La Juve invece vince male. Però Mario, quest'anno l'Inter ha anche la modalità difesa e contropiede, come ha fatto a Firenze, senza nessuna vergogna. Ci sono state partite in cui l'Inter ha gestito. Secondo me non è più l'Inter che deve per forza giocare bene del primo anno di Inzaghi, che andava con Dzeko nella metà campo avversaria. Adesso l'Inter sceglie diversi spartiti e li sa suonare tutti. Sì, questo è vero, però la mia sensazione è che noi comunque consumiamo più energie della Juventus. E in primavera, con gli impegni internazionali e con i primi caldi, non sappiamo ancora come andrà a finire. Poi ha ragione Alessandro quando dice e poi giocano gli infortuni. Lì, se sei Benedetto, che ti va bene, è tutto riguadagnato. Se però l'Inter ha una rosa più profonda a livello, diciamo, di qualità, soprattutto a centrocampo. Adesso, al di là dell'acquisto di Alcaraz, della Juve, Thiago Giallo, l'Inter ha preso Buchanan. Però noi non possiamo permetterci di farci male in attacco. Questo è il problema. Sì, soprattutto Lautaro, che è, diciamo, che è di un altro pianeta rispetto però a tutti. C'è il secondo Vlahovic in Serie A, ha fatto 7 gol in meno, e questo la dice lunga. Cioè, questa è la rosa dell'Inter, con titolari alternative. L'Inter, credo, io da quando mi ricordo... Cioè, è vero, sì, ha avuto degli attacchi all'epoca di Moratti, in cui c'erano i Crespi, Cruz, Adriano, Ibrahimovic, chi più ne ha più ne metta. Però, al di là dell'attacco, dove l'Inter è stata sempre spesso ricca di attaccanti di qualità, negli altri reparti io non ricordo mai, nemmeno all'epoca di Moratti, avere in ogni ruolo in difesa, sugli esterni a centrocampo, esce uno, entra un altro, non sono proprio uguali, ovviamente è impossibile, però i Frattesi, Carlos Augusto, i De Vrij, anche Bissek, ci sono veramente tanti giocatori, lo stesso Dumfries o Darmian a destra, qui addirittura Darmian non sappiamo dove metterlo, lo mettiamo in due ruoli, ma non esterno destro, dove c'è anche adesso Buchanan. Non so, Julian, non la sento da tanto, poi devo andare da Alessandro, anzi sento prima Alessandro su questo. Cioè, quello che diceva Mario, la profondità di rosa, il discorso di poter avere il calo, che tra l'altro c'è pure già stato un po' dal 20 di dicembre al 13 di gennaio, l'Inter ha avuto delle partite vinte con difficoltà o pareggiata, quella di Genoa. Quindi forse il peggio è anche passato, adesso ha avuto diverse settimane per allenarsi bene e ne avrà ancora un paio. E... non lo so, cioè io questo discorso che l'Inter spreca più energie ci sta e non ci sta, nel senso che però la Juventus che vince 2-1 al 90esimo, che fa? Vince senza stancarsi al 90esimo, senza sprecare. Ma per me chi ha la qualità si stanca meno, si diverte di più, non lo so. Però ve la giro, Alessandro, per esempio, che non ho ancora sentito. Alessandro, io? Tu, sì. No, io dico che appunto la rosa dell'Inter, la profondità è importantissima quest'anno, come hai detto prima. Anche la partita di Firenze è stato un esempio. Cioè, tu ti mancavano due pilastri in mezzo al campo, hai dovuto fare una partita un po' più contenuta, perché comunque hai cambiato un po' l'assetto di gioco, hai messo... A Firenze. Hai messo due un po' più... sulle fasce hai messo Darmian e dall'altra parte hai messo Augusto. Cioè hai fatto la partita perfetta, cioè perché non potevi mettere sia... Nel primo tempo poteva finire 3-0 per l'Inter, sono mangiati 2-3 gol. Quindi la profondità della squadra... secondo me ti permette di andare oltre quest'anno, cioè non vedo grosse difficoltà. E poi sulla storia di Lautaro invece volevo girare a Giulia questa considerazione, perché spesso noi diciamo però se non c'è Lautaro cambia. Allora, noi ci siamo così appiattiti verso il basso come calcio italiano, secondo me, che quando c'è un fuoriclasse, perché poi fuoriclasse chi sono? Non so, Osimhen, che però sta per andarsene, forse lo può diventare Vlahovic, non lo so, Leao se ne è parlato tanto, quest'anno non segna da settembre in campionato, Lautaro sicuro. Allora, quando c'è uno di questi, poi chiedo anche Alessandro Scanziani, non è che Vialli e Mancini avevano i sostituti che potevano essere simili, o Matteus, Platini, Van Basten, Maradona. Se manca Matteus, Van Basten, Platini o Maradona, chi hai non può essere omogeneo. E l'Inter oggi ha un fuoriclasse di quelli là, che è Lautaro, quindi chi metti è imparagonabile. Poi adesso arriverà Taremi, l'Inter l'ha già bloccato, adesso da oggi può, adesso in Coppa d'Asia è andata avanti, è stato espulso ai quarti col Giappone, non giocherà, ma l'Iran c'è.
Taremi magari sarà meglio di Arnautovic, che non sta rendendo granché, ma sarà impossibile avere uno a quell'altezza, da qui anche la proposta di un ingaggio che va oltre i limiti. Giulia, questa crescita esponenziale di Lautaro anche dal punto di vista della leadership, dell'essere capitano, di incoraggiare i compagni, come lo stai Lautaro sta vivendo assolutamente la sua stagione migliore e penso che le sue qualità straordinarie non siano solo nei gol, che pure sono tanti perché sono solo in campionato 19 in 19 partite, però è primo credo anche nella classifica di chi ha recuperato più palloni tra gli attaccanti. Anche a Firenze è uscito stremato, ero a Firenze, ho visto la partita dal vivo, è stata una sofferenza enorme. Però è stato visto che ha fatto anche il difensore in alcuni casi. Sì, cioè è un giocatore che è sempre il primo che va a pressare, il primo che recupera palla. Non so quanti assist abbia fatto già quest'anno, ma anche da questo punto di vista, cioè è un giocatore proprio completo e ha una leadership che manifesta proprio nel suo modo di giocare: difende palla, arretra, va a recuperare, cioè fa 200.000 cose. Il gol è quasi l'ultima tra virgolette cosa che fa, nel senso che è talmente importante il suo modo di giocare con e per la squadra che i gol non sono la cosa principale, eppure sono ovviamente bel gol, bel gol, vero? Ha fatto gol, dallo stadio, sì. Bello, sì, proprio una torata ha fatto, pum, bello. Sì, ha i suoi colpi, cioè ne ha fatti tanti di gol belli quest'anno e tutti importanti. Poi secondo me sente tantissimo la responsabilità di essere capitano e secondo me dai tempi di Zanetti è il capitano migliore che l'Inter abbia avuto, perché proprio sente questa responsabilità e sente la fascia non come una cosa solamente simbolica, ma davvero come un qualcosa che ha un peso. E quindi è un giocatore totale e ha un'età per cui può crescere ancora tantissimo e può migliorare ancora. Ovvio che è un giocatore così, è difficile da sostituire. Detto questo, Arnautovic e Sanchez sono riserve che, insomma, un conto è se entrano gli ultimi 10-15 minuti in una partita, se devono partire titolari perché Lautaro o Thuram non ci sono, sono squalificati o sono infortunati. Su Taremi secondo te è un attaccante a Firenze hanno giocato insieme a Firenze 10 minuti mi sì. Anche di più. Arnautovic ha fatto credo una ventina di minuti abbondanti battato era Sanchez Arnautovic a un certo punto sì credo abbiano fatto più di 20 minuti sì ma dopo ma quando è entrato Sanchez Arnautovic è entrato al 60esimo. Sì, lo so. Quando è entrato Sanchez? Dico, avranno giocato 10 minuti insieme, dico. Ma anche di più di 10, sì. Di sì. Più perché è entrato al 78esimo, più il recupero che è stato di 5 minuti. Quindi, bene, cioè, in senso bene, abbiamo vinto la partita difficile 1-0 con loro due 20 minuti insieme. Secondo me comunque, è più la prima. Scusa Mario, ti do la parola, volevo solo dire su questo. Cioè, secondo me il problema è la prima punta alternativa, perché Thuram lo può fare ma non lo fa mai. Sanchez non lo è assolutamente e Arnautovic sarebbe quindi l'unico che lo può fare. Siccome Arnautovic si è fermato un mese e mezzo, quando è tornato non è mai arrivato al top e non a caso Inzaghi lo impiega tutte le partite il più possibile, secondo me, proprio perché vuole... Per farlo carburare. Esatto, recuperare. Anche perché quando ha giocato titolare due partite consecutive, Genoa e non mi ricordo l'altra, perché ha fatto un gol e un assist comunque. Cioè esatto, è un giocatore Lecce, che... Sì, con Lecce. È un giocatore che... ha bisogno forse di sentire il campo, sì. di ingranare, di trovare minuti e ovviamente... Ma Taremi ti convince, poi vado da Mario, su questo diciamo ormai è per il futuro e per la prossima stagione, ma in campionato sono rimaste 17 partite, poi Taremi farebbe un contratto comunque triennale e quindi una scelta importante che fa l'Inter e che fa anche il giocatore perché a 32 anni farà quest'estate, si sente ancora di dover fare un ultimo gradino, lui è arrivato tardi in Portogallo 5 anni fa. Pensi che Taremi possa essere quello che finora non è stato Arnautovic, cioè uno che può giocare con Lautaro al posto di Lautaro senza farti stare con un po' di timore? Che... Va visto nel campionato italiano. Thuram, ad esempio, è uno che ci ha sorpreso enormemente in positivo, sì, per come si è inserito. Nessuno pensava fosse un centravanti di questo tipo.
L'Inter ha di bello che è una squadra talmente che gioca talmente a memoria, talmente organizzata, dove, come abbiamo visto in questi 2-3 anni, quando sono sempre andati via dei giocatori fortissimi, tutti quelli che sono arrivati si sono sempre inseriti bene, perché l'Inter è un meccanismo consolidato, e quindi diciamo che c'è la speranza che anche un Taremi si possa inserire bene. Lautaro poi ha fatto giocare bene, gioca bene con tutti, da Icardi in poi, con tutti gli attaccanti che l'Inter ha cambiato in questi anni, e quindi insomma la speranza è che anche Taremi faccia la stessa cosa, detto che, ripeto, va visto nel campionato italiano. Così come Valentin Carboni, che abbiamo detto quest'anno l'Inter ha rifiutato adesso 20 milioni dalla Fiorentina, crede molto nel giocatore. Mario, tu stavi intervenendo, scusa di interrompere, per concludere questo discorso con Giulia della prima punta. Volevi dire però fare una considerazione sull'ingresso dei due attaccanti di riserva con la Fiorentina, sì, che ha coinciso con il maggior momento di maggiore pressione della Fiorentina. Sì, Mi sono reso conto di come Turan e Lautaro siano molto importanti proprio nella prima fase di pressione sui difensori avversari che escono. Beh, sai, poi lì iniziavano a far fatica anche i centrocampisti, Frattesi e Aslani, che non sono abituati a giocare 90 fase. Minuti. Nonostante fossero freschi, perché erano appena entrati, ma la pressione che sono capaci di fare Turan e Lautaro, loro non sono stati in grado di farlo. Però, come diceva Giulia, Frattesi e Aslani non hanno mai giocato quest'anno, Aslani mai, era la prima volta, e Frattesi comunque ha provato tante volte a ribaltare il fronte, però lì c'è una Fiorentina che è già tutta sbilanciata in avanti, è perso per perso proprio, tutta in avanti a prescindere, e Sanchez io lo vedo sempre sprintare, Arnautovic non ha ancora questa brillantezza del pressing, e va con le sue armi cercando di tenere il pallone e smistarlo, però in effetti insomma ci aspettiamo un miglioramento anche da parte sua. Allora adesso però non andiamo ancora al mercato, perché volevo parlare, sfruttare questa prima parte in cui abbiamo Giulia e Alessandro, ma adesso vado da Alessandro Scanziani, perché, caro Alessandro, dobbiamo iniziare a giocare. Abbiamo prima detto, è difficile capire se la Juventus, come all'andata, può programmare una partenza sparata, un bluff per cercare di sorprendere l'Inter, oppure se è lì tutta dietro con le linee compatte per non far trovare quelle solite linee di passaggio che l'Inter ama negli spazi. Allora, qui abbiamo ipotizzato dei duelli molto importanti, ci chiedevano da casa i difensori. Ecco, oggi l'Inter ha finora impiegato 7 giocatori più degli altri e 4 giocatori che sono i 2 esterni e i 2 difensori, i terzi, quindi non acerbi, meno degli altri per diversi motivi: Pavard perché doveva inserirsi e poi ha avuto l'infortunio, Bastoni perché spesso è stato sostituito, perché a volte non è stato al meglio, Di Marco e Darmian perché con Dumfries e Carlos Augusto si alternano molto, con Inzaghi che fa sempre i 5 campi. Quindi là ci può essere freschezza, ma Bastoni e Pavard sono due che puoi pure definire difensori, ma sono dei giocatori, Pavard da una parte e Bastoni dall'altra, che vanno nell'area avversaria o vanno sul fondo a fare i cross. Dall'altra parte abbiamo più dei marcatori, tipo Gatti, Danilo che soffre col piede al contrario, cioè lui è un destro ma gioca a sinistra perché se no deve giocare Alessandro al posto di Gatti, e per far giocare Gatti Danilo si sacrifica dall'altra parte. Così come a centrocampo McKennie è più uno da inserimento, Rabiot è più uno da strappo e verticale, l'Inter ha un centrocampo di fraseggio, di possesso, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, se con Thuram anche che si abbassa, insomma la qualità a centrocampo è un'altra. Questo per dire che, Alessandro, noi diciamo Allegri o il gioco di Inzaghi l'ha costruita, questo è il terzo anno, anche Allegri è il terzo anno, però alla fine credo che Allegri abbia trovato, diciamo, il modo per far rendere questo tipo di rosa. Adesso è arrivato Alcaraz, hanno preso Thiago Giallo dietro, vogliono Kop Meiners per l'anno prossimo, Chiesa è da valutare perché va in scadenza, Vlahovic perché sale troppo l'ingaggio, ma io non credo che la Juventus possa ambire a giocare come l'Inter. Tu che ne pensi? Cioè, le caratteristiche dei giocatori, quanto influiscono le scelte poi di spartito dell'allenatore? Ma è chiaro che gli allenatori, soprattutto quelli bravi,
si rendono conto della rosa, di cosa è meglio farli giocare, come farli giocare meglio, e probabilmente quelli della Juve ha capito che c'erano delle condizioni anche per il centrocampo che ogni tanto non riesce a fare la fase difensiva come si deve, e quindi invece di giocare con i soliti quattro difensori, di cui due che sono molto più offensivi che non difensivi, e fa giocare con tre. Tra l'altro c'è Gatti che spesso si inserisce sulla fascia anche, mentre gli altri due fanno quasi esclusivamente la fase difensiva. Però la fase difensiva di questa squadra in pratica la fanno tutti. Come perdono palla, come gli avversari la riconquistano, soprattutto nella loro metà campo, si mettono in condizione di non prendere dei contropiedi. E quindi non è facile fargli gol a questi. E anche loro riescono a fare pochi gol, però basta che ne fanno uno, poi andare per a fare uno è dura. E quindi il problema soprattutto è la qualità individuale e la condizione atletica di certe partite. Questa è una partita dove la mia squadra deve cercare di giocare al 100%, perché ci sarà da far fatica, soprattutto perché loro staranno tutti in difesa e partiranno in contropiede con due o tre, sei o sette. Quindi che ti aspetti comunque la Juve così. E quindi a meno che 5 minuti gli fai subito gol, allora l'atteggiamento deve cambiare per forza. Allora, dipende un po', tante volte prepari la partita in un certo modo, l'episodio te la cambia, dopo 3 minuti prendi gol, oppure dopo 10 minuti te ne mandano fuori uno perché ha fatto un brutto fallo e quindi cambi ancora tutto, tipo Juventus. Cioè, l'importante è avere una qualità di giocatori che riescono a prendere le condizioni diverse da quelle che eravamo, che avevamo studiato tutta la settimana. Però Alessandro, vedendoli sulla carta, secondo te dove ci possono essere dei duelli o pericolosi o buoni? Per esempio, ti faccio degli esempi. Allora, c'è Barella Rabiot, che in passato ha portato croce e delizia, nel senso che comunque hanno un fisico diverso. Oggi Rabiot è completamente stato riaggregato al gruppo, viene comunque da 2 partite saltate, da 2 settimane con un problema al polpaccio, è un giocatore che strappa molto, Barella ha qualità e corsa, può essere un duello che sposta. Così come, non lo so, per esempio Chiesa, che qua diamo favorito su Ildiz, sono giocatori che non sono seconde punte, soprattutto Chiesa. Chiesa è un esterno che è adattato a fare la seconda punta. Questo che significa? Spesso Allegri gli chiede di andare a cercare lui la posizione, e quindi lui spesso gli piace partire dall'esterno, quindi potrebbe andare dalla parte di Pavard, e Çalhanoğlu però lì potrebbe anche, se Thuram si abbassa, dare una superiorità all'Inter in mezzo. Poi c'è Di Marco, che è un giocatore super qualitativo, oggi bellissima la Gazzetta l'ha ribattezzato Di Marco, Mkhitaryan e Bastoni il triangolo delle Bermuda, perché tutti sanno quello che fanno ma non riescono a fermare quel tipo di, diciamo, di avanzamento, di triangoli che si creano da quella parte. Poi c'è Thuram con la sua velocità, la Juve non ha un vero mediano che gli può stare dietro, che non è Locatelli, non è un Gattuso, non è, cioè Locatelli, abbiamo visto anche il gol di Baldanzi, magari lì era stanco che erano in 10, ma Thuram potrebbe essere un fattore. Per non parlare di Lautaro, oggi Bremer ha detto che Chiellini gli ha insegnato che deve innervosire anche gli avversari durante la partita, poi ha detto che Osimhen e Lukaku sono quelli che lo impensieriscono di più, magari ha iniziato a fare, vuole far innervosire Lautaro, che però insomma secondo me può fare molto male a quella difesa, come abbiamo visto all'andata. Ecco, individui, per esempio prima dicevo di Marco, lì Cambiaso è uno secondo me molto rognoso, difficile da superare, a differenza di Locatelli è uno che non te lo spiccichi di dosso per niente. Ecco, quale può essere la zona di campo dove si può creare, fare male alla Juventus, e dove invece temi di più la Juventus? Non so, anche lo scontro Acerbi-Vlahovic, Acerbi ci ha fatto sempre vedere partitoni contro questi giocatori fisici, però può essere anche lì, lo devi trovare sempre in serata giusta, l'avversario che non deve passare. Dove vedi un più e dove vedi un meno? Ma è difficile dare un giudizio, perché certe partite, anche se non sono bravissimi a fare la fase difensiva, però
riescono ad essere molto più concentrati, molto più attenti ad ogni condizione. E quindi lo stesso Gatti, dalla foto sembra che, non, che sia un libero, perché non ha un avversario diretto. Ah, no, certo, magari gli va Turan. No, per dire, ma se lo va a cercare, perlomeno in zona dell'area. Poi nel momento in cui prendono la palla loro, allora si può mettere un po' dove vuole. Però deve stare anche attento, perché se gli avversari riescono a portarti via la palla e tu sei fuori, come ogni tanto fa, e vuol dire che lì in area arrivano in due contro due. E allora è un'impresa difficile, perché tutte e due le nostre punte sono due che nell'uno contro uno non hanno grossi problemi nel saltare l'avversario. E quindi bisogna che ci insieme un terzo, in modo che superi un avversario, però quell'altro è subito pronto ad andare a chiudere. E ci sono delle condizioni che, scritte così, hanno un senso. Però poi quando sei in campo non è facile. E questa è una squadra che fa fatica a giocargli contro, perché se lo dribbli ti fa fallo, non ti lascia andare via. E quindi non è sempre facile riuscire ad avere più qualità e riuscire a dimostrarla. Però voglio dire, Alessandro, ma da come ha parlato Allegri, Chiesa oggi, i colleghi che seguono la Juventus lo danno in vantaggio, anche se torna pure lui dall'infortunio. Da come ha parlato Allegri di Yıldız, che addirittura l'aveva messo fuori con Milik, che poi si è fatto espellere. Più il giovane che può sparigliare, o il giovane te lo tieni a partite in corso, partendo con Vlahovic, Chiesa? Addirittura c'è chi dice che potrebbe mettere Miretti dietro Vlahovic per intasare ancora di più il centrocampo, le linee di passaggio. Su quel ballottaggio a tre, chi pensi possa essere più pericoloso per l'Inter? Chiesa, Yıldız o addirittura un centrocampista in più? No, io credo che quello che ci può dare più problemi è la punta. Vlahovic è quello che secondo me ha più qualità, perché quando parte c'ha un cambio di velocità che ti può mettere in difficoltà, per cui gli altri un pochettino meno, sono un pochettino più centrocampisti che non punte. Se dovessero partire da metà campo prima di arrivare anche in area e metterti in difficoltà, fai in tempo anche andare a fare un raddoppio di marcatura. E quindi, però, tante volte dipende anche se tu, terzino destro, sei andato in fase offensiva e loro ti fanno un contropiede, e allora magari non ce la fai a riprenderlo. Però io credo che studieranno bene come fare, come comportarsi, non solo in base alla mia qualità, ma anche in base alla qualità dell'avversario che io devo marcare e devo stargli vicino, e soprattutto nel momento in cui perdo la palla. Alessandro, quest'anno Inzaghi al terzo anno, io ho fatto gli esempi, anche tu c'eri però nei primi due anni di Bersellini, ma anche Trapattoni, Mancini, se consideriamo sì, diciamo il 2006-2007, cioè tutti hanno vinto al terzo anno, lo stesso Herrera. Questo è il terzo anno di Inzaghi e stiamo vedendo una crescita, un miglioramento, ma anche secondo me una sua consapevolezza, serenità, gestione delle forze, non dico scientifica, ma quasi. Tu lo vedi cresciuto al terzo anno? Te lo chiedo spesso questo discorso degli allenatori, perché secondo me quest'anno si sta vedendo un Inzaghi che potrebbe veramente essere un allenatore da ciclo all'Inter. Sì, sta facendo sicuramente, non dico meglio degli altri anni, perché no, meglio possiamo dire. Avrei voluto essere a vedere tutte le partite, ma soprattutto gli allenamenti, e magari all'interno dei posti dove si cambiano, sentire un po' cosa dicono, come accettano certe cose del mister o viceversa. E quindi adesso sono partiti bene, stanno facendo un grande campionato, sicuramente grande merito al mister e grande merito anche ai giocatori, perché sono loro alla fin fine che fanno la differenza. Tu gli puoi dire quello che devono fare e tutto, però poi c'è quello che ne dribbla tre, la mette all'incrocio, è bravura del giocatore più che dell'allenatore. E quindi, però tante cose se le ha inventate lui, tipo Çalhanoğlu davanti alla difesa, Darmian terzo di difesa, questi meccanismi, sì, però, Di Marco, Mkhitaryan, mezzala.
perché ha visto che potevano fare, cioè, ai miei tempi era molto più facile, adesso il terzino destro è un terzino destro, ai miei tempi, cioè, per dire, io nell'Inter ho provato a metterli tutti tranne il numero uno. Oggi ci sono più le specializzazioni. Ecco, bravo, allora quello che fa il difensore è difensore, punto e basta. Però l'Inter ha questi giocatori... Orriali ha fatto il difensore, ha fatto il centrocampista. Sì. Però Alessandro, sei d'accordo che l'Inter ha giocatori universali, cioè Bastoni che ruolo fa? Tutti i ruoli, o Thuram va dappertutto, Lautaro abbiamo detto, Marca, cioè, sono veramente giocatori centrocampisti, sì, Mkhitaryan. Nel gruppo ognuno si mette in condizione di fare quello che capisce di dover fare o che gli piace fare, e dimostrano di essere molto positivi, sia che fanno la loro fase difensiva oppure anche offensiva, come i due terzini, che quando partono ti fanno paura. Sì. Allora, attenzione, perché ci chiedevano prima di Sensi, e il tempo stringe, 1 ora e 6 minuti, e al momento la soluzione non c'è. Ripeto, il giocatore è partito pure lui, quindi vediamo fino all'ultimo, perché magari riescono. Tante volte abbiamo visto il mercato regalare delle sorprese all'ultimo, però entriamo anche nella modalità, potrebbe pure, poi non lo so, magari Sensi non parte e fa la giocata decisiva, non lo so, una partita dei prossimi 4 mesi. Vedremo. Comunque la seguiremo questa situazione. Allora chiedo un attimo di pazienza ancora a Mario e Alessandro Iovane, perché io poi saluterò prima Giulia e poi Alessandro, mister Scanziani. Il tempo purtroppo vola. Però devo chiedere prima alcune cose, allora, a partire proprio da Giulia. Allora, perché poi tra l'altro su Interfan TV non l'avete sentita su questo tema da un po' che non ci sentiamo, e quindi è un tema che sta durando un po', Giulia, tutto l'anno. Te li faccio vedere non in campo, ma messi così di fronte. Cioè, allora, per esempio, adesso la Juve ha preso Alcaraz, che ti ricorderai, prima di andare a Southampton, pagato tra l'altro 5 milioni per un prestito, che è una cifra folle. La cifra del riscatto non la prendiamo neanche in considerazione, perché è oltre i 40 milioni. 49,5 riscatto e 3,9 più 1... Sì. E 9 di bonus per il prestito, poi c'è chi dice però c'è dentro lo stipendio, comunque è una cifra alta, hai ragione, è una cifra molto alta e non credo mai riscatterà quella cifra, sempre per toglierci dalla narrazione della Juve che sta compiendo un piccolo miracolo. Mi hai letto nel pensiero perché il tema era questo ti volevo far parlare. Allora, Alcaraz l'Inter lo voleva, siccome il Southampton ha pagato quasi 15, si è dovuto ritirare in quel momento, 15 erano troppi. Vlahovic l'Inter lo voleva per sostituire Lukaku e arrivò a offrire 50, poi partì per 90 a gennaio successivo. L'Inter voleva Chiesa, già ai tempi di Conte gli voleva far fare il tutta fascia, la Juve con 60 ha sbaragliato la concorrenza. Anche Cambiasso. L'Inter voleva Bremer. Bremer non ne parliamo. Aveva anche un accordo. Una vicenda clamorosa con il giocatore che mette il like alla sua caricatura con la maglia dell'Inter, arriva la Juve, gli offre il doppio d'ingaggio e 15 milioni in più con i bonus alla Juventus per arrivare a 50, sbaraglia pure la concorrenza. Cambiasso stesso era stato in ottica Inter, poi la Juventus lo è riuscito a prendere. Voglio dire che se io vedo questi nomi e qua... oggi ho letto qualche notizia secondo cui Marotta vorrebbe fiondarsi su Rabiot a parametro zero, sì, per il prossimo anno. Sì. Ma non una notizia portoghese, mi pare, dalla Portogallo. Sì, ma non ho trovato nessun riscontro, anche perché l'Inter, Mkhitaryan appena rinnovato e Zielinski sarebbe l'alternativa al posto di Klaassen. E Rabiot è quella la casella, tra l'altro l'ingaggio di Rabiot è pazzesco, se andiamo a vedere, come dicevi tu, il primo monte ingaggio è la Juve, che dà soldi a Rabiot, che voglio dire, per l'Inter un centrocampista al massimo gli dà a Lautaro quel tipo di offerte. Quindi voglio dire, qui tutti questi giovanotti, o la meglio gioventù che diceva Mauro, no? Questi ragazzotti che stanno andando con il cuore oltre l'ostacolo, il miracolo della Juve. Io qua sulla destra, ragazzotti, insomma, sì, Vlahovic è giovane, come dice Allegri, parliamo Gatti, di 90 milioni. Gatti credo sia tra questi giovani, Cambiaso, e la vera scoperta interessante è Yıldız, che è veramente, e io
è uno dei giocatori che temo di più per domenica, perché ha il cambio di passo, ha dribbling, è imprevedibile. Secondo me lui è quello che può... Per me parte titolare, infatti. Secondo me parte titolare con Chiesa che subentra nel secondo tempo. E... Guarda, ce l'ho i due ballottaggi. Chiesa Ildiz e metto Darmian Dumfries come ballottaggio d'altra parte. Così ti chiedo anche se secondo te un Dumfries all'80-70% può insidiare Darmian. Io ti direi che ci starebbe bene anche un Bissek in quel ruolo lì, perché Darmian adesso ha giocato tantissimo, tantissime partite consecutive. È secondo me un po' in deficit di energie, di fiato. Sulla fase difensiva è sempre una garanzia. Spinge un pochino meno rispetto a quando è al 100%. Dumfries, anche per le questioni legate al contratto, il futuro incerto, non gioca da diverse partite. Non lo so, a Firenze è entrato mezz'ora adesso. Firenze è entrato, no? Ha fatto il suo, non ha fatto danni, ma insomma... Come l'hai visto fisicamente? Ma fisicamente anche bene, però è un giocatore che è sempre un po' imprevedibile, cioè ti può fare la giocata decisiva, soprattutto davanti, come ti si può distrarre. A me non dispiacerebbe un Bissek che per energia e per fisicità magari anche una situazione... Però lì non lo considerano. Anche non l'ha quasi mai considerato. Hanno preso anche Buchanan adesso. Esatto. Secondo me inizia Darmian, a dire il vero. Anche secondo me. Credo che inizi Darmian. Come credo che inizi Ildiz dall'altra parte per risolvere. Però questa cosa che la Juventus si arriva secondo è miracolo e l'Inter invece se non vince è fallimento, come la stai vivendo? Poi dopo Inter-Verona si è scatenato il putiferio e purtroppo, diciamo, quando si parla di arbitri, la Vulgata vuole che l'Inter è la squadra favorita. Noi continuiamo a dire in ogni puntata tutti gli episodi, perché almeno chi segue Inter Fan TV li sa, e dico agli interisti, ogni volta che tirano fuori dovete essere pignoli, perché Marotta dice che non è nello stile dell'Inter e anche suo di scendere in questi discorsi qua. Però se siete in una discussione con qualcuno e accettate la discussione, ragazzi, gli episodi sono tantissimi, ma anche dalle altre parti. Sono i pugni di gatti con il Napoli e con il Verona, i rigori non dati al Napoli, al Genoa, al Verona contro la Juventus, ci sono rigori non dati all'Inter, non lo so, con la Salernitana uno, con la Lazio un altro, il gol da annullare all'Atalanta contro l'Inter. Poi ci sono anche gli episodi che sono andati a favore, come il primo gol col Napoli, la spinta di Bissek col Genoa, il famoso primo gol col Verona, dove però c'era l'1-1 pure con la spinta di Magnani su Arnautovic. Cioè, gli episodi sono tanti e non sono come vogliono far credere. Sono tanti, poi secondo me il problema vero è che non voglio dire che non ci siano arbitri bravi, è un problema secondo me di carisma anche rispetto all'uso del VAR. Cioè, dobbiamo capirci sul fatto che il VAR è un correttore in caso di errore grave. Molto spesso invece si pensa che il VAR debba arbitrare una partita. Quindi, secondo me, tantissimi arbitri, magari soprattutto i più giovani, nel timore di finire nel calderone delle polemiche, cercano di prendere meno decisioni possibili aspettando eventualmente l'intervento del VAR, e si pensa sempre che sia salvifico l'intervento del VAR, quando semplicemente dovrebbe essere uno strumento che corregge un errore grave. Poi cosa intendiamo per grave? Qui c'è molta soggettività. Chiaro ed evidente errore. È più che altro un problema di personalità degli arbitri che non sono loro i veri detentori delle decisioni importanti durante una partita. Il VAR è un po' un cane che si morde la coda, perché il VAR allo stesso momento, magari se segnala all'arbitro di rivedere un episodio, pensa di prendere una decisione, perché quasi sempre quando un arbitro viene richiamato al VAR cambia la decisione che ha preso sul campo. Non è, quasi mai succede che la va a rivedere la conferma. Quindi... È difficile capire che deve essere comunque sempre l'arbitro in campo a prendere la decisione e a guidare l'indirizzo della partita, anche nel modo di fischiare i falli, nel modo di dare i cartellini. Poi sul singolo episodio grave il VAR corregge, ma purtroppo c'è, secondo me, in questo momento storico molta confusione sui ruoli, e anche chi arbitra in campo, chi è al VAR, non si sovrappongono nella maniera corretta, secondo me, e questo genera tanti errori e un po' una mancanza di personalità che porta anche i giocatori a protestare tanto, a lamentarsi. Visto anche dall'arbitro anonimo, no? che ha raccontato questa situazione di spaccature interne, magari politiche, per le prossime elezioni all'interno dell'AIA, ma soprattutto a loro interessa che l'arbitro sia
quello che conduce il gioco, mentre agli sportivi interessa che venga presa la decisione giusta. Secondo me, se loro non mettono al primo posto l'obiettivo che prende la decisione giusta, non ce ne frega niente se la prende quello in campo, quello dietro esatto. All'issone, quello insieme, la prendono insieme. No, qua siamo a giochi di carriere. Però, ripeto, far passare tutta questa confusione interna al meccanismo arbitro VAR con se l'Inter vince e perché deve vincere, se non vince fallimento e per di più se poi vince. Io rispondo sempre così, è dal 98 che io sento dire che l'arbitro è l'alibi dei perdenti. Esatto, adesso non più. Sì. Ma poi Milan-Bologna l'avete vista quanti errori e nessuno ha detto niente, prime pagine per nessuno, il primo gol di rigore del Milan non c'era, il secondo era fallo ma dicono fuori, non sono sicuro, l'ha preso in faccia, era fuori, il secondo ci può stare, il primo no, la munizione sul rigore del Bologna almeno doveva essere ammonito Cosoli, come si chiama ragazzino, o sbaglio, a porta vuota che tira l'avversario, non doveva essere minimo ammonito, non ha neanche ammonito. Cioè, quindi, succedeva a noi cosa facevano? Perché capito? È quello che c'è la disparità di giudizio, insomma, ecco. Il primo della classe è sempre così, comunque, ragazzi. Giuseppe, siccome devo salutare Giulia, noi poi toccheremo anche altri argomenti. Giulia, prima di salutarti, ti volevo però chiedere: uno sullo stadio, ieri c'è stata questa presentazione che è stata veramente, non so, mi sembra di sognare, nel senso che dopo 4 anni e mezzo il comune trova la soluzione. In questi 4 anni e mezzo non la poteva proporre prima, ma soprattutto la propone senza ancora aver interpellato i club e pensa di chiamare lo stadio Milan, il Milan Stadium per l'Inter, mi fa già ridere un po' così, bianco-rosso, i colori, vabbè, quello sono cose un po' dettagli secondari, però diciamo l'ordine delle cose è veramente singolare. Secondo te c'è ancora una possibilità che finisca con le squadre o con l'Inter a San Siro, oppure ormai San Donato e Rozzano sono inevitabili per tutti questi 4 anni e mezzo? Inevitabili che no, secondo me no. E secondo me l'Inter ci sono... Io ho sempre pensato, allora è una vicenda quella dello stadio che ha smesso di appassionarmi, perché da tanti anni sentiamo tutto il contrario di tutto, da parte dei club, da parte del comune, da parte di Beppe Sala, un giorno litigano, il giorno dopo si vedono, poi c'è l'accordo, no? Io ricomincerò a interessarmene quando ci saranno non dei rendering ma dei progetti veri, dei progetti seri, e si capirà in quale direzione si va. Ho sempre pensato in tutta questa storia che l'obiettivo dell'Inter sia ristrutturare San Siro, e continuo a pensare che sia, anche se loro dicono di no. Ma... io non, cioè, vedo le alternative così a buon punto, anche loro. Quindi il Milan adesso sta dicendo non lo do per scontato, cioè non do per scontato che se se ne va il Milan se ne va per forza anche l'Inter, anzi secondo me il piano principale dell'Inter è ristrutturare San Siro, è l'alternativa più credibile. Ti piacerebbe? A me sì, perché lo stadio dell'Inter lo vorrei a Milano, e perché parliamo di uno stadio che è iconicamente riconosciuto in tutto il mondo, ha una storia, abbiamo visto ristrutturare il Bernabeu, il Camp Nou, e quindi ristrutturare uno stadio e renderlo più fruibile anche ai tifosi, indipendentemente dalla partita, per una questione di ricavi, per questioni di sponsor, va bene tutto. Perché no fare un bel progetto su San Siro, che è la storia del calcio, non solo dell'Inter e del Milan. Chiudendo come abbiamo iniziato, il 5 febbraio l'Inter iniziava a farsi sfilare uno scudetto che per i più sembrava vinto 2 anni fa. Stavolta si gioca proprio il 4 di febbraio, sempre a San Siro, in casa dell'Inter. Ci credi a queste cose, i cerchi che si chiudono, Guardiola come dice, se ti va male una volta, poi prima o poi ti andrà bene. Cioè quanto, diciamo, un campionato vinto quest'anno può cambiare la storia? C'è un Inzaghi che diventa poi prolungamento di contratto, una Juventus che rimane con 3 anni senza vincere con Allegri e quindi magari poi vincere aiuta a vincere. Cioè, questa partita può essere veramente uno spartiacque vero, non solo di una stagione? Sì, lo può essere, anche se poi il campionato è lungo, cioè non è che chi vince domenica ha già vinto lo scudetto e chi perde è tagliato fuori, ma questa cosa non credo, anche se la vittoria dà una bella spinta alla squadra che la ottiene. Non credo tanto alla chiusura dei cerchi, credo ai bei progetti. L'Inter di Inzaghi è un bel progetto che va avanti da 3 anni,
Guardiola subito dopo la finale di Istanbul ha detto: capisco l'Inter perché 2 anni fa c'eravamo noi nella posizione di chi aveva perso una finale e oggi siamo qui a festeggiare. L'Inter di Inzaghi ogni anno ha sempre messo un mattoncino in più, ha sempre continuato a portare avanti un progetto di gioco, di identità. Anche dal punto di vista comunicativo Inzaghi secondo me è migliorato tanto in questi anni all'Inter rispetto all'Inzaghi della Lazio, e quindi credo in un Inter che è molto matura e molto consapevole e padrona del suo destino, perché l'Inter è totalmente padrona del suo destino. Grazie, grazie Giulia, Giulia Bassi. Grazie a voi, è stato un piacere come sempre. Ciao Giulia. Buon proseguimento. Ciao, buonanotte. Alla prossima, ciao, 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 buona serata. Ciao, ciao. Grazie ancora, grazie ancora. Alessandro Scanziani, caro mister, siamo in un momento della stagione dove stanno per ricominciare le coppe. Tu sei del partito che dice che poi quando vinci la coppa ti può spingere oltre la stanchezza fisica, perché non lo so, arrivare a un quarto di Champions dopo che l'anno scorso hai fatto la finale, quindi tu capisci che ti stai confermando, ti può far andare a cercare energie nel fondo del barile anche quando non ne hai? Oppure secondo te la Juve ti fa Inter con l'Atletico, perché lì i punti poi l'Inter li perde inevitabilmente ad aprile e loro possono approfittarne? Qual è la verità? Perché i giocatori che ho sentito io mi dicono cose anche contrastanti su questo. Ma io credo che l'obiettivo sia quello di partita in partita. Dobbiamo preoccuparci per la partita di domenica, cerchiamo di fare in modo di vincerla, e lì sta un po', diciamo, al mister fare delle scelte in modo che ogni giocatore in ogni partita che fa riesca a dare magari non sempre il 100%, ma il 95%, perché magari ha diminuito un po' l'aspetto atletico, però è sempre uno bravo dal punto di vista tecnico e tattico, sa dove mettersi e quindi lo posso far giocare lo stesso. E non credo che penseranno alla Champions, e allora magari la domenica prima i 2 o 3 giocatori può darsi che non li facciano giocare in modo da averlo al 100% nella Champions. Però ha dimostrato in questi periodi che certi giocatori possono giocare con grande continuità, qualcun altro ogni tanto metto in panchina, accetta il fatto di andare in panchina e la domenica dopo è uno dei migliori. E quindi mi sembra che la rosa sia abbastanza competitiva un po' tutti. Contro la Fiorentina hanno dimostrato, senza 2 centrocampisti che fanno la differenza ogni partita, hanno dimostrato di avere una grande qualità. E quindi l'importante è riuscire a coinvolgere tutti, a fare capire che se faccio una scelta è per il bene della squadra e non per dimostrare a te stesso che hai sbagliato la partita o che sei scarso. E quindi io mi dà l'impressione che questo allenatore sia abbastanza bravo da questo punto di vista. Anche secondo me, Alessandro, e secondo me niente è un caso, cioè il fatto che Inzaghi abbia vinto le tante Coppe Italia, o ha fatto la finale di Champions League con l'Inter, o ha fatto gli ottavi di Champions con la Lazio, o ha fatto un quarto di Europa League, mi ricordo, ma anche cioè, la gestione delle forze, no? La gestione delle forze è un suo mantra, devo coinvolgere tutti, insieme, spesso dice. Non è l'unico metodo, no? Perché per esempio io mi ricordo Conte ragionava in modo diverso, dicendo che lui vedeva i giocatori dal collo in giù, cioè non guardava in faccia a nessuno, e chi in settimana meritava non me ne frega niente del domani, di ieri, di oggi, gioca quello. E anche nei cambi, se tu stai bene, rimani in campo, io non faccio 5 cambi, a volte 4, a volte 3, a volte anche 2-1-0. Poi però che succedeva nel curriculum di Conte? Che non andavi in tutte le competizioni avanti. Non voglio dire a sfavore di Conte, perché poi Conte ha vinto 3 campionati con la Juve, 1 con l'Inter e 1 col Chelsea. Ma nelle coppe spesso esce. Cioè, questo forse non è casuale. Non lo so, tu che ne pensi di questo? Cioè, il fatto di giostrare le forze, tu ti prendi un rischio, però puoi andare più avanti in tutto. No, non è facile dare un giudizio sia a un allenatore che ha certe condizioni o ad altri allenatori, perché l'importante qual è? È quella di vincere.
Ma il problema è, rispetto ai miei tempi, dove c'erano 30 partite a campionato, sì, dove c'era la prima partita di Champions andata e ritorno, se vincevi andavi avanti, se no eri già fuori. Adesso ci sono 38 partite di campionato, 6 di Champions, e quindi vai alla fine, se arrivi fino alla fine stagione con la Champions anche, vai a finire che fai 50 partite. E puoi l'anno scorso 56, 57, sì. E puoi pretendere il 100% in ogni partita? È impossibile, anche volendo, anche se uno fa una vita sana, si allena, va a dormire presto, quanti ha, ma ci sono delle condizioni che non ti portano a fare il 100% in ogni partita, e quindi bisogna che ci sia un bel rapporto tra calciatori e mister per le sue scelte, in modo che capiscono il perché non mi fai giocare in questa partita che vorrei giocare, perché magari è una squadra con cui ho giocato sempre o che cosa, un avversario particolare, però se non mi fai giocare perché preferisci che gioco mercoledì in Champions, è tutta un'altra cosa. Anche perché Alessandro, io in Coppa Italia posso anche capire il turnover, se mi gioco un primo o un secondo posto l'ultima partita di Champions, ma poi quando ci sarà il dentro fuori agli ottavi o agli eventuali quarti, come fai a dire più importante la seconda stella di una quarto di Champions? Cioè, impossibile, secondo me. Tu che dici? Sì, sono d'accordissimo. Cioè, il problema è, se il nostro obiettivo è quello di vincere il campionato, allora la società me lo impone, e allora va bene, vediamo un po' cosa fare per cercare di vincere, soprattutto qui. E quando c'è la Champions, metto chi gioca di meno, insomma. Però voglio dire, dipende un po' dagli obiettivi che impone anche la società, e se tu gli dai ragione alla società, come è giusto che sia, perché sono loro che comandano. Sì, ma non credo che gli chiederanno di mettere riserve con l'Atletico. Prima di salutarti, Alessandro, ti voglio chiedere un'ultima cosa. Siccome Acerbi a un certo punto ha fatto un intervento, mi sembrerà dopo Genoa-Inter 1-1, in cui quasi a far capire, dice: no, noi giocatori non siamo stupidi, cioè a certi giochini mediatici non ci stiamo, cioè l'Inter se vince ha fatto il suo perché la squadra è più forte, e quindi va bene, ci mancherebbe che non vinca, se arriva seconda però è un disastro, mentre gli altri hanno tutto da guadagnare e non hanno niente da perdere, per come viene raccontata, no? Perché all'inizio dell'anno c'erano quattro squadre: Inter, Napoli campione d'Italia, Milan che diceva con Pioli e tutti i giocatori e la società di voler vincere, addirittura Cardinale diceva voglio vincere campionato e Champions, e la stessa Juventus, a parte Giuntoli, Allegri, che continuano a vedere la quinta, magari avranno esultato anche al gol dell'Inter con la Fiorentina perché loro vedono la quinta, ma tutti i giocatori della Juventus parlano di scudetto. Allora giustamente Acerbi dice: noi quest'anno abbiamo cambiato 12 giocatori, 14 se contiamo Agumè e Sensi, non era scontato che chi è arrivato potesse entrare in un meccanismo e noi fare questo, che è quello che stiamo facendo. C'è il giocatore che rivendica un qualcosa che sta facendo. Tu la capisci? Cioè, quando raccontavano delle cose, magari era meno mediatico prima, negli anni anche 80, si parlava un po' diversamente, diciamo, di calcio, magari più nei bar che sui social, però anche le trasmissioni c'erano. E io non credo che si arrivava alla mistificazione come si arriva oggi, cioè veramente a voler cambiare le carte in tavola per portare l'acqua al mulino di uno contro l'altro o dell'uno a favore dell'altro. Perché se uno è amico di quell'allenatore o vicino a quella squadra, va sempre bene, la porta in alto. Se fa male devo trovare come salvarla. Cioè io vedo poca a volte obiettività, e a un certo punto un giocatore e dice io non sono d'accordo, cioè l'hanno criticato perché si è permesso di dire che Vlahovic più Chiesa più Bremer sono 200 milioni di euro pagati come cartellino, e l'Inter queste spese così non l'ha fatta, anzi in questi anni magari ha intascato 115 da Lukaku, 70 da Hakimi, poi qualche acquisto ovviamente non è che non l'ha fatto, non è che è una squadra scarsa o non ha dei costi, però cioè, tu hai avuto l'impressione insomma che ci sia un po', diciamo, questa pressione che vogliono per forza a tutti i costi mettere sul narrazione?
No, ma lo sai, lui è fortunato che vive in America e quindi i giornali italiani non li guarda. No, ma mister, fidati che qua con YouTube, internet è un massacro. Ci arrivano le notizie, purtroppo. Io invece saranno 15 anni che non compro la Gazzetta, che non compro un giornale, perché già ai miei tempi ogni tanto mi arrabbiavo perché mi è capitato una volta che, vabbè, dico nome e cognome, che un certo Brera ha scritto il libro Gli Arcimatti. Ed è venuto al mio paese a presentarlo e io giocavo nell'Inter. E alla fine della presentazione del libro c'era quello che aveva fatto questa serata, gli ha detto c'è qualcuno che deve fare domande. Allora gli hanno fatto delle domande sul libro e poi dopo sul calcio. E a un certo punto arrivano da me, mi danno in mano e mi dicono ma tu cosa hai da dire? Io non me lo aspettavo, gli ho detto ma oggi era lunedì. Ho letto il giornale dove lei ha scritto e ha detto che il mister ha sbagliato la formazione perché ha fatto giocare Bini e invece avrebbe dovuto far giocare Fontolan perché è più veloce, più rapido. Gli ho detto guardi che lei ha scritto questo, ma tra la differenza tra uno e l'altro di altezza saranno 2-3 centimetri e quindi non è che uno è svelto e invece l'altro è un pochettino più lento, sono più o meno simili dal punto di vista fisico. Se il problema è questo, e lui è rimasto lì, mi ha detto, ma sì, ma cosa vuoi che sia? Un giorno si dice una cosa, il giorno dopo se ne dice un'altra. E io ho detto, ma lo sa che mio papà ieri è venuto a vedermi e alla sera mi ha detto complimenti. Poi quando ha letto il suo giornale e quello che ha scritto su di me, mi dice, ma però hai sbagliato di qui, però hai sbagliato di là, mi metti tutti i colori. Allora gli ho detto, buonasera, me ne sono andato. Cioè, capisci la condizione di una volta? Adesso ancora peggio, perché oltre a questo ci sono i cellulari, c'è di tutto. E tante volte io vado, lo leggo e dico, ma porca, ma come fanno a dire queste cose certe persone? Vabbè, però Alessandro, tu hai ragione che bisogna essere comunque molto, diciamo, precisi. Uno quando può fare un errore si prende le sue responsabilità. Però io ti dico pure che dobbiamo pure dire che a volte uno fa la pagella col giornale che deve uscire, la partita finisce alle 11, vai ai supplementari, 11 e mezza, mezzanotte, devi aver già scritto, quindi la inizi a scrivere durante la partita, poi la correggi. Ma ferma. Allora, io... No, aspetta, con persone che sono... Lascio replicare, però dico, fammi vedere il concetto che tu stai parlando, stai scrivendo da uno, diciamo, che può essere spesso anche, non voglio parlare di cifre, ma che diciamo anche addirittura che non ha nemmeno un contratto fisso, di un giocatore che sì, può avere la pressione o può essere, gli puoi scrivere una cosa che non è vera, che non corrisponde, che non dico che sia giusto perché il giornalista deve scrivere la verità sempre, però uno può esserci un errore, però c'è quello che sta scrivendo dell'altro che è super pagato, che ha una vita, diciamo, di tutto un altro tenore, che alla fine quando finisce va a casa mentre tu rimani al gelo perché devi finire di fare il pezzo perché è troppo tardi, non fai in tempo, quelli te lo riportano. Ma cioè, voglio dire anche che sì, vorrei stare sempre io nella parte del giocatore che a volte gli fanno la pagella un po', diciamo, che non è proprio esatta perché magari non è o no? No, ma ci possono essere delle giornate in cui un giocatore che ha sempre fatto un'ottima partita fa fatica e non gioca bene. Perché non è adesso, poi ripeto il concetto, adesso ci sono 50 partite tra campionato, Champions e compagnia, Coppa Italia, e non puoi pretendere che uno riesca sempre ad essere al 100% della condizione fisica. Primo. Secondo, ci potrebbero essere anche dei problemi che ha fatto in settimana, in famiglia, magari qualche figlio che hai piccolo che di notte continua a piangere, non dorme e non ti fa dormire nemmeno te, per cui fa fatica a recuperare il lavoro fatto durante la settimana, oppure hai qualche problemino tu, appunto fisico,
o anche mentale, la testa, che ti metti sempre in mente, porca miseria, questo allenatore non mi fa giocare di qui, non mi fa giocare, pretende questo, che non sono capace, cioè sono delle condizioni che ci sono sempre state, ma che uno le supera, va sopra, e qualcun altro invece no, e quindi... Però dico, Alessandro, come sbaglia il giocatore, l'intervento, il gol, la marcatura, anche il giornalista gli devi concedere che può aver valutato male una prestazione velocemente a fine partita perché ha pochissimo tempo, cioè voglio dire, non è che se, poi, sì, ma, vedo, ma, no, ma infatti io non ho mai avuto problemi di questo genere, era mio padre che ce li aveva di più di me a te ti passavano sopra, no? perché dicevo, papà, ieri sei venuto a vedere, alla sera mi hai detto che ho fatto una buona partita, oggi perché hai letto quello che si fa influenzare, mi dice di no e non va bene, hai detto cambia libro, no, cambia giornale, no, su questa hai ragione dire, no, cioè, ci sono delle condizioni, però io credo che il giocatore di una certa qualità non si faccia condizionare da queste cose. Però Inzaghi, che non ha ancora vinto il suo primo campionato ma è un classe 76, e Allegri, che è più grande di lui, ha più esperienza e ha vinto 6 campionati, solo chi c'è, Trapattoni, che ne ha vinti 6 con la Juve, 1 con l'Inter, 7, può cambiare in una lotta punto a punto ad aprile-maggio, le ultime 9 giornate. Allegri ci ha provato con le battute, Sinner e Djokovic, guardie e ladri, cavalli con i paraocchi, le sta provando tutte. Adesso ha detto la mia livornesità forse tocca qualcuno, gli altri non sono abituati a Livorno, noi a Livorno facciamo così, facciamo le battute, chiedo scusa, non lo faccio più. Lo dice perché ha perso i punti con l'Empoli e gli è andata male, però Inzaghi non gli ha mai risposto, anzi ogni volta che gli hanno chiesto ha detto ma no, non c'è stata nessuna forma di maleducazione, ognuno dice quello che vuole, non ha... cioè, è stato bravo secondo me Inzaghi a incassare e anche a non scendere su, in questo caso, nelle risposte, no? È stato bravo, perché se a lui se lui è furbo, pur avendo letto, pur avendo sentito, dice che non c'è nessun problema, non gli dà neanche a quello che lui dice le cose la possibilità di vedere un po' cosa fare, come fare, e quindi però poi quando vai a fare l'allenamento prima di iniziare, che gli fai un po' un discorsino, dice: oh, ragazzi, mi raccomando, se vinciamo domenica vi do un premio io per dire, no? Perché come ha detto Lautaro, noi andiamo per la nostra strada, non ascoltiamo e non vediamo, perché poi la risposta, come ha detto anche Marotta, a un certo punto ha detto forse la risposta è quella che la migliore, è quella che si dà sul campo, no? E la daremo una volta. Da sempre, sì. Tu non stare a pensare a quello che ha detto, tu vinci e via. Alessandro, come sempre ti ringrazio, ti abbraccio e buon Inter Juventus. E speriamo di vedere una bella partita, la cosa principale. Mister, pronostico? Chi è più bravo vinca. Pronostico, mister? Io sbaglio sempre. Non lo so. Dimmi però, Alessandro, un giocatore da questa, dalla parte sinistra e dalla parte destra, diciamo che potrebbero essere... non dico decisivi, ma così a sensazione, un protagonista della Juve e uno dell'Inter. Io ho un po' di problemi su Vlahovic, perché è uno che può fare la differenza, soprattutto se giocano bene in difesa, fare delle ripartenze. Però credo che l'Inter abbia la possibilità di non farlo partire o di andare a prendergli la palla. Io credo che l'Inter sia più forte della Juve. Poi è chiaro che ogni partita bisogna dimostrarlo, questo. Però non so dare un giudizio su chi può far gol o chi lo può fare sia da una parte o dall'altra. Però dici che Vlahovic è quello più temibile, dall'altra parte la squadra, perché si fa apprezzare come gioco. Grazie Alessandro. Turam Rabiot. I due che possono. No, dico Turam da una parte e Rabiot dall'altra, la domanda di Michele, no? Turam fa la doppietta e finisce 2-1. Esatto. Ciao Alessandro, un abbraccio. Poi voi non avete colto la sorveglianza. Ciao Alessandro. Ciao Alessandro, un abbraccio. Ciao.
Alessandro ha detto sportivamente che vinca il migliore, che vinca il più forte, però prima ci aveva detto che l'Inter è più forte della Juve, quindi è sottile la cosa, è sottile, dovete cogliere, dovete cogliere. Un saluto al carissimo mister che ringraziamo, walkie talkie anche non aveva, diciamo, colto, e dice anche che la società ha sbagliato dichiarando l'obiettivo, dice walkie talkie man. Mario, come può un Inter nascondersi, come ha detto a un certo punto anche Ausilio? Noi pensiamo di avere costruito una buona squadra, come tra l'altro anche il Milan e il Napoli non hanno fatto, e i giocatori della Juve non fanno, cioè gli unici qua sono rimasti in due a nascondersi, che sono Allegri e Giuntoli. Addirittura anche Allegri, dopo aver vinto a Lecce, essere passato al primo posto, disse: vogliamo trasformare l'impossibile impossibile, non guardare all'obiettivo finale ma una partita alla volta. Che vuol dire l'obiettivo finale? Qual è lo scudetto? Cioè, possono dire quello che vogliono, ma sarebbe stata credibile l'Inter? Perché è successo anche quando l'Inter diceva partiamo per arrivare nelle prime quattro. Il primo anno di Inzaghi l'obiettivo era arrivare nelle prime quattro, poi è stata brava a diventare anche la favorita, addirittura a gennaio è stata massacrata lo stesso perché ha perso lo scudetto. Non è che siccome aveva detto arriviamo nelle prime quattro ci sono stati sconti nelle analisi. Mario, tu su questa narrazione che l'Inter ha tutto da perdere, la Juve tutto da guadagnare, come la pensi? No, la penso come la pensi tu, cioè è un po' troppo comodo, cioè l'allenatore della Juventus fa il furbetto quando dice noi puntiamo essere quarti, e quando gli chiedono loro come va la classifica dice beh abbiamo sul quinto x punti di vantaggio. È un modo, direi, anche se vogliamo, abbastanza puerile. Io volevo dire un'altra cosa anche a proposito: tu mi vedi prudente nelle valutazioni, qualche volta sono anche critico, però questa volta mi sento di dire una cosa. Facevo una riflessione con un amico: io l'Inter la seguo dalla fine degli anni 50, ahimè, ho visto l'Inter di Herrera, quindi del Moratti 1, poi ho visto tutte le altre Inter, compreso quella del triplete. Bene, io ti posso dire che non a livello assoluto di valore di giocatori, ma alla qualità del gioco e di certe trame che io ho visto con Inzaghi, io non le ho mai viste. Certamente. Con te, mi dispiace che non c'è più Alessandro, perché ero curioso di sapere il suo parere. Io sono d'accordo con te, io non ne ho viste come te, però dagli anni 80 in poi ne ho viste di Inter belle, di Trapattoni, di Mancini, di Mourinho, però a livello proprio di, come dici tu, di armonia, di sviluppo della mano, che secondo me non è, capisci, me li sono trovati, no, perché Pavard al posto di Skriniar, è vero che l'Inter voleva rinnovare Skriniar, però la ricerca di uno come Pavard quando non rinnova Skriniar, o Bastoni dall'altra parte, o Di Marco titolare, o Mkhitaryan mezzala, o Çalhanoğlu regista, o Thuram e non le due punte col fisico e basta. Faccio l'esempio: Conte ha vinto lo scudetto con 91 punti, ma avrebbe fatto tutte altre scelte. Di Marco non lo vedeva, Mkhitaryan mezzala non l'avrebbe mai messo, Çalhanoğlu non lo voleva, le due punte Lukaku a figurati e non uno che fa il trequartista, i difensori. Sì, difensore che gioca, sì, perché Bastoni l'ha voluto anche lui, l'ha lanciato lui, e comunque i difensori che partecipano alla difesa 3, sì, però più anche il giocatore muscolare, il Vidal di turno a centrocampo, cioè, non è vero che è scontato, perché anche qui c'è questa cosa che, vabbè, ma l'Inter è forte, l'ha costruita Marotta, e quindi è normale che giochi così. No, io ci vedo proprio il gioco di Inzaghi nell'Inter, e in questo terzo anno, siccome hanno potuto accontentarlo secondo dentro i paletti che c'erano, ma secondo le richieste di tipologia di giocatore, la squadra è diventata anno dopo anno sempre più inzaghiana, e adesso ci sta facendo vedere con quel tipo di gioco che si può avere 10 gol subiti in 21 giornate, si può avere l'attenzione alta e la grinta in tutte le partite, perché si diceva no, ma con questo gioco vinci le classiche, non puoi vincere la corsa a tappe, e qua siamo arrivati a 21 giornate con i record. Io sono d'accordo con te, Mario, non si è mai visto uno spettacolo in così tante partite. Poi si gioca così tanto che è impossibile proporre sempre quello spartito. Esatto. E quindi secondo me fanno benissimo a Firenze ad andare a fare difesa e contropiede. Contropiede organizzato, non contropiede. No, ha fatto la partita che doveva fare, Michi. Ha messo gli esterni difensivi. Mancavano due perni a centrocampo, non poteva fare altro.
Hai fatto la partita che devi fare, è stato apprezzabilissimo la... Poi, se io so che Italiano viene con tutti quei giocatori offensivi e mette la linea della difesa alta, lo ringrazio e gli gioco di conseguenza sopra. Ovvio. Se vogliamo, l'unico torto dell'Inter domenica è stato quello di non aver chiuso la partita nel primo tempo. Ecco, sì. Perché ogni ripartenza potenzialmente era un gol. Però non c'era Barella, non c'era Cianarolo e la loro qualità. Questo, perché altrimenti la partita durava poco. Ma tu, Mario, Thuram, noi ne abbiamo parlato da un po' che non ci vediamo su Interfan TV. Cioè, Thuram, che è arrivato come uno, addirittura c'erano i tifosi che dicevano come Gabigol, altri che dicevano Arnautovic sarà il titolare, Thuram abbiamo sbagliato perché gli abbiamo dato l'ingaggio troppo alto. Poi si è passati all'esaltazione massima nel dire che ha... velocità, tecnica, fisico, bravissimo professionista oltre che bravo ragazzo, eccetera. Io sono d'accordo con questa seconda parte, però dico anche che lui ha da mettere come obiettivo facilmente, ben presente, il fatto di avere più cattiveria in area di rigore e di cercare di essere più incisivo in area di rigore. Tu che ne hai visti 10.000 di attaccanti, ecco, Thuram... che margini ha secondo te? Che tipo di livello di attaccante può raggiungere? Per me Thuram è quasi un fenomeno potenziale, perché quando vedo giocare Lukaku, stazza fisica simile, in alcuni atteggiamenti simile, non vedo quella freschezza di tocco e quell'agilità che invece Thuram ha. Quindi quando tu metti potenza, classe, fisico, tocco di palla e anche visione, cioè Thuram non butta via un pallone. Apro una piccola parentesi: il Thuram delle ultime partite è un po' appassito, ha giocato troppo. Quello è, io ho notato che nelle ultime partite spesso lo togli al 70esimo. Oggi ho visto la media, è proprio 71 minuti, perché non vuole farla, visto che lui strappa molto, fa queste falcate, questi contropiedi, anche questi scatti dove magari ti possono sollecitare spesso i muscoli. Inzaghi è sempre molto attento, in tante partite l'abbiamo visto sostituito al 60esimo, al 70esimo, all'80esimo. Quindi su quello sono d'accordo con te, che probabilmente con Genoa, col Verona, probabilmente se avessimo due punte di riserva un pochettino più credibili cambierebbe di più. Avrebbe sostituito anche un momentino prima, certamente. Sì, ci può stare, anche se fai fatica a togliere Thuram quando ci sono gli spazi. Però su quella cosa che può diventare più cattivo in aria, che ne pensi? Beh, certamente, ma questo sarà anche l'esperienza. Ecco, poi, poi bisogna stare attenti a non confondere la cattiveria in aria e l'imprecisione. Quando due attaccanti come Lautaro e il nostro amico che abbiamo appena citato, Thuram, fanno i movimenti che fanno e sprecano le energie, poi devi anche perdonare qualche errore davanti. No, certo, cioè, come Lautaro a Firenze. Ci scrivono, non è una punta. È vero che diciamo non è una punta, prima punta, tanto che io dico spesso anche qui, diciamo nelle famose disposizioni tattiche, non solo con la Juventus ma anche in queste con la rosa dell'Inter, metto in una sorta di 3-5-1-1 come era Dzeko, però lui ha preso il 9, dice che vuole diventare l'erede di Giroud in nazionale, che gli è piaciuto quando Ausilio gli ha predetto un'evoluzione del suo ruolo, che era un'ala sinistra in prima punta, e inizia a riempire di più l'area. Però dopo, quando riempi l'area, devi tirare in un certo modo, lui ce l'ha poi il tiro, non è che non ce l'ha, però secondo me a volte si innamora di questi dribbling, fa troppi, cioè, io credo che ha margini di miglioramento, che sembra una cosa assurda. È giovane, è un ragazzo giovane, quindi, ma chi se lo aspettava con questa qualità? Direi che ha sorpreso al 100%, e devo dire che non fa rimpiangere. Tu non lo scambieresti più nemmeno con, diciamo, tornando indietro, anche se l'Inter voleva fare il quartetto Thuram, Lautaro, Lukaku e la quarta punta. No, tu oggi, se dovessi scegliere Thuram, io non lo scambierei con Lukaku, ma per due motivi. Perché Lukaku lo vedo in una parabola di discesa,
lui lo vedo in una parabola di salita, ma poi per un altro motivo. Se Lukaku non si comportava come si era comportato, noi non avremmo Pavard. L'investimento sarebbe stato fatto sull'attaccante e oggi noi avremmo un Pavard in meno. Voi l'avete visto Pavard a Firenze, la qualità del gioco di Pavard? Sì. Ha salvato il gol, eh? Se non salva quel gol lì è gol, perché poi non lasciano il gol. Il gol non l'ha salvato il portiere, non l'ha salvato Sommer sul rigore, l'ha salvato lui sulla linea, perché sennò dava il gol ed era 1-1. Esatto. Sì, no. Ma infatti Alessandro, io dico alla fine l'Inter, perché tutti mi dicono sta storia della punta, dobbiamo prendere la punta, ecco adesso leggo anche Icardi, dobbiamo... però ragazzi, ci sono dei costi per prendere i giocatori. Anch'io avrei voluto a gennaio, non lo so, Haaland al posto di Arnautovic, così si alterna come quando avevamo Crespo, Cruz. Oggi ho visto il primo febbraio del 2009, il primo scudetto di Mourinho, l'Inter giocava col Torino, faceva 1-1, fece il 4-4-2 ed entrarono Figo, Quaresma sugli esterni, entrò Cruz, no, giocava Cruz, entrò Crespo a fianco a Ibra. Voglio dire, cioè, sugli attaccanti parliamo di ingaggi alti. Cioè, l'eccezione è Lautaro, che probabilmente rinnoverà a 8, non lo so quanti saranno, 8 più bonus, ed è in Italia. L'eccezione è se Vlahovic non viene venduto e prenderà l'anno prossimo 12. Osimhen hanno già messo l'etichetta col costo e Osimhen andrà via dall'Italia. Leao, se rimane, perché quest'anno non sta facendo bene. Cioè, questo è purtroppo un campionato di passaggio per costi. Quindi, per le condizioni che ci sono, l'Inter, Taremi dice: io lo prendo l'anno prossimo a zero, non spendo i 25 che chiedeva il Porto all'epoca, poi magari sarebbero diventati 20 se è l'ultimo giorno di mercato, ma comunque 20-25 più l'ingaggio, ti sei tra virgolette accontentato, anche se non era così prevedibile. Allora, io avevo paura degli infortuni di Arnautovic, ma a livello di rendimento pensavo qualcosa in più, almeno quello che abbiamo visto col Bologna. Però alla fine della storia l'Inter, come aveva detto Marotta, ha avuto ragione su questo. Cioè, noi andiamo su Pavard, che è una certezza. In attacco non pensiamo che quelli che possiamo prendere con i soldi di Pavard siano certezze. C'è Scamacca, c'è Balogan, cioè ce n'erano tutti quelli, vi ricordate che quest'estate sono stati trattati? Lo stesso Taremi era apprezzato, ma non a quella cifra. E tanto è vero che adesso l'Inter lo prende a zero. Alla fine della storia, gli scudetti spesso si vincono con le difese. L'Inter con Inzaghi ha sempre segnato più di 100 gol, quest'anno 50 solo in campionato, in metà stagione, in poco più di metà stagione. Quindi adesso, nello sprint scudetto, sono 17 partite, 8 fino alla sosta col Napoli il 17 marzo e 9 da Inter-Empoli all'ultima giornata a Verona. Secondo me non è impossibile, certo, devi pure avere la sfiga che si faccia male questo, si faccia male quello, ma quello vale pure se hai quelli forti, però... Il fatto di avere una difesa così solida, non lo so Alessandro, tu una difesa così, Inzaghi il primo anno ha preso 32 gol. 32 sì. Gol era meglio dell'Inter che ha vinto lo scudetto. Conte fece 36 e 35 gol subiti, Inzaghi 32. L'anno scorso, prima del Mondiale, male, poi recuperò da gennaio in poi, ma chiuse a 42 gol subiti. Adesso 10. Secondo me, oltre alla crescita dell'Inter, che quest'anno si sa pure abbassare, sa proteggere di più... C'è però anche che tu, se non c'è, quando non c'è stato Pavard, non dico che non ce ne siamo accorti, però Bissek ha fatto il suo, Darmian ha fatto il suo, De Vrij è recuperato al 100% come era ai tempi belli, Bastoni sta migliorando anche a livello di, diciamo, difensivo. Cioè l'Inter ha un pacchetto di difesa che è veramente forte. Incredibile, uno dei più forti d'Europa, senza... Ecco, però io sono pienamente d'accordo, però con una considerazione in prospettiva. 2024-2025 noi dell'età dei due centrali, De Vrij e di Acerbi, dobbiamo tenere conto, eh. No, beh, De Vrij c'ha 32 anni, va per i 32, mi pare. Sì, cioè, no, Acerbi, 32, sì.
e Acerbi un po'. Scusa, è 92, che 72. È 92. Questo Acerbi qui, un altro paio d'anni. Ma Acerbi sta benissimo, ma cioè quello che non esce mai. Poi è vero che sta bene. De Vrij c'ha 32 anni, quindi è un difensore, non è una prima punta in movimento alla Turan, per dirti. Quindi va benissimo. Cos'è? Mi dispiace per Darmian, ecco, che magari va pari 34-35, perché un Darmian in squadra è sempre fantastico averlo, perché c'è un jolly clamoroso. Però Darmian nella programmazione, Alessandro, ha permesso di andare su Buchanan, perché l'Inter dietro era coperta. Poi Thiago Giallo ci ha provato anche l'Inter, però poi la Juve ha offerto di più, gli dava la maglia subito, mentre l'Inter poteva offrire il prestito. Però voglio dire, cioè, l'Inter l'anno prossimo in difesa non deve prendere nessuno, perché sono sei. Poi, come dice Mario, per la stagione 25-26 deve iniziare a ragionare su Acerbi e su Darmian. Ma 25-26, cioè qui la programmazione è addirittura non per l'anno prossimo, ma tra un anno e mezzo. E ovviamente ci sono sempre quelli che studiano i giocatori, che si stanno portando avanti. Ma credo che con la continuità dirigenziale, la struttura societaria e di conseguenza il progetto tecnico di Inzaghi, che si è allungato, ti permette di poter programmare a grande lungo termine. Ma vi ricordate i mercati di gennaio di prima? Quando a gennaio tu arrivavi la sera del 31 gennaio, che stavi lì col giocatore fuori rosa, quando è successo Perisic che voleva andare, o l'altra volta che dovevi prendere uno, Rafinha e Cancelo, il primo anno di Spalletti, che siamo ritornati in Champions, che erano vitali, ma uno arrivava mezzo rotto, no, Cancelo era arrivato già da prima e non l'aveva inserito, ma voglio dire, cioè, erano mercati difficili, perché a gennaio poi è difficile, mentre qui... Michi, novembre e dicembre hai già preso Zielinski e Taremi praticamente, a novembre e dicembre dell'anno scorso, era già quasi... Quindi stanno lavorando alla grandissima. Cioè, da oggi, che è febbraio, l'Inter può far firmare i contratti a Taremi e Zielinski, e per Taremi ormai è arrivata anche la comunicazione ufficiale al Porto, quindi siamo veramente alle formalità, alle visite mediche, eccetera. Mentre per Zielinski, diciamo, il profilo è più basso, perché comunque Napoli è una città con cui è molto legato, ma anche lì si è molto, 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 molto avanti. Sì. Ha messo anche De Laurentiis, l'ha messo anche De Laurentiis, praticamente. Vogliamo dire che tutto questo lo dobbiamo anche a Marotta? Voglio dire, è ovvio, cioè, in senso, è lui l'alto dirigente nostro. La garanzia dell'Inter, secondo me, per noi tutti, è proprio quel dirigente lì. Cioè, io guardo un po' le sciagure della Juventus da quando sono cominciate, da quando Marotta è andato via, che non hanno saputo evolversi, l'hanno mandato via, perché forse... Chiedo scusa a Giuseppe di non scrivere maiuscolo, perché qua vedi che tutti scrivono alto basso, perché maiuscolo è come urlare. Quindi hai capito? Non... Quindi io ti dico, ecco, di non urlare, diciamo, è il nostro top player. Questa cosa di Sanchez e Arnautovic, che non li vuole nemmeno la Salernitana, non è per niente vero, perché Arnautovic, prima di arrivare all'Inter, lo volevano il Milan, la Roma, anche il Manchester United ha fatto dei sondaggi, e Sanchez oggi è un giocatore che certe squadre non si possono permettere. L'anno scorso è andato al Marsiglia, ha fatto 18 gol, e Arnautovic stesso al Bologna ha fatto 14 più 10, quindi non, diciamo, non... Corcione non è Corcione. Il problema di Sanchez per noi è che non entra più in area di rigore. Ho capito, ma con Napoli nella Supercoppa, come ha detto Zanetti, con il tuo contributo, Nigno, l'abbiamo vinta con il tuo contributo, ha ragione, perché è entrato e ha iniziato ad andare quei palloni. Allora, l'anno scorso, ti ricordi, Mario, noi abbiamo parlato di Thuram, ma ti ricordi che cosa si diceva anche quando con Conte? C'è una squadra che non ha quelli che saltano l'uomo, non ha quelli tra le linee, e io dicevo, ci fossero stati Sensi e Sanchez in alcuni frangenti. Oggi con Thuram, che è molto più veloce, con Dzeko, che comunque era qualitativo ma non saltava l'uomo, erano determinate caratteristiche, una determinata età, con Thuram, ma anche Sanchez, è una carta che quando tu non vinci le partite, mi è piaciuto tantissimo col Verona e col Napoli a gennaio, per due volte Sanchez è entrato in modo decisivo, con un cambio modulo, che secondo me sempre di più può essere il piano B, con determinate squadre che si chiudono, 4-3-1-2 col trequartista e le due punte. Quindi a Sanchez dobbiamo chiedere quello che lui ha nelle corde, cioè lo devi esaltare per il suggerimento che deve fare. Poi il finalizzatore devono essere di più altri, secondo me. Poi ovviamente non è che Sanchez gioca per 10 anni nell'Inter, ma abbiamo detto di Acerbi, di Darmian,
secondo me Sanchez ti dà nello spogliatoio anche quella mentalità vincente, perché sono giocatori che hanno un certo tipo di passato, di curriculum, sanno come si fa, e non è un caso se ti trascinano anche il giovane a ragionare in un certo, in un certo modo. Vi ricordate quando l'Inter segna il 2-1 con il Lecce, che Arnautovic fa l'assist di tacco e sono tutti su Arnautovic perché era la liberazione, che si era mangiato i gol nel primo tempo? Mentre tutti festeggiano, Sanchez parla con un giovane, non so se era Aslani, e gli dice del movimento, gli spiega, gli dice, perché c'è sempre focalizzato sull'obiettivo. Sono giocatori che hanno una testa di un certo tipo. Poi vogliamo entrare nel luogo comune, quello è scarso, quell'altro è una bestemmia a dire che un giocatore della qualità di Sanchez è scarso, non può circolare. Comunque, vabbè. No, io spero che appunto Arnautovic possa rifarsi un po'. Adesso passa lo sfottò, non ha capito bene, allora lasciamo perdere, ma... Io spero che Arnautovic appunto riesca a dimostrare quello che comunque sa fare, perché comunque l'abbiamo visto tutti anche a Bologna, quindi i numeri li ha. E lui con il suo scudetto ha fatto perdere lo scudetto, quindi in parte, diciamo, per il gol che ha fatto su Di Marco, che anche a proposito dello scudetto perso a Bologna, con il contratto tra lui e Di Marco, quel gol di testa, sì. Se ben guardato con la Fiorentina, Inzaghi di mettere dentro Di Marco. Ma quello che ti ho detto, ha messo gli esterni, li ha bloccati un po', non ha messo Di Marco e non ha messo Dumfries, e ha messo i due esterni un po' più difensivi, no? Carlo Augusto, esatto. In difesa. Carlo Augusto in difesa di testa è stato prezioso nel finale, con Bissek. Sente molto meglio di Marco. Bene. Mario l'ha letta benissimo, te l'ho detto subito anche prima in backstage, l'ha letta benissimo la partita. Ecco, a proposito di Di Marco e di Arnautovic, lo scudetto perso a Bologna 2 anni fa, adesso se potevi mettere Carlos Augusto terzo di difesa, non lo prendi mai. Mancato... Avevi una, a parte che Perisic subì fallo, dice fallo clamoroso, cioè proprio sarà... è gostato, nessuno, zero, non ne parli, cioè proprio nessuno ne parla. Vabbè, ma ecco, lì. Su questo discorso quindi della programmazione, il futuro che dicevamo, vabbè, Marotta e Ausilio hanno rinnovato fino al 2027, Inzaghi ha un contratto fino al 2025, ovviamente se tutto va bene quest'anno, ha dato sempre disponibilità ad essere allenatore di progetto, allenatore che vorrebbe rimanere per un lungo ciclo all'Inter. Che ne pensate di queste prime mosse, Taremi, Zielinski, in ottica prossima stagione? Perché se abbiamo detto che in difesa ce ne sono 6 già col contratto, sugli esterni è stato anticipato la mossa Buchanan perché Cuadrado si è fatto male, Dumfries non ha rinnovato al momento. Il centrocampo con Zielinski sarebbe a posto, l'attacco con Taremi e la valutazione di Valentin Carboni anche lì sarebbe a posto, però poi ci sono questi che non capiscono come si fanno le squadre, pensano che si può andare a prendere un giocatore a gennaio buttando soldi e poi che fai a giugno? E poi che fai? Il giocatore dove lo metti? Lo parcheggi? Lo rivendi? Perché sei in una situazione economica che puoi fare quello che vuoi? Però loro giocano magari a, non so come si chiamano, FIFA, football, questi giochi così da ragazzi e non sono nella realtà, dove un dirigente deve programmare e pensare che Sanchez va in scadenza, Arnautovic ha un biennale, il 2+1, e Taremi lo puoi prendere a zero e quindi non impieghi 25 perché tu hai chiuso il bilancio a meno 85 e quello per te è un parametro fondamentale da tenere in considerazione, è un passivo che devi abbassare, se no non ti iscrivi proprio alle coppe. Però c'è chi, capito, ti dice no, Arnautovic e Sanchez no, e chi prendi, con quali soldi e perché, dove, come, no, questo non... capito, non te lo dicono, sono quelli del partito del no che ti sanno dire solo no, questo non mi piace, non mi piace, non mi piace, e cosa faresti, cosa proponi, cosa metti? No, adesso perché viene pure qualcuno qua che deve poi, ripeto, passiamo da dire la propria che non ha nemmeno un fondamento di razionalità per quelli che sono i parametri, e poi che viene pure a sfottere, ha sbagliato proprio posto.
Voi che ne pensate, ecco, di queste prime mosse, Mario? Chiedo prima a te, perché poi tra 5 minuti ti devo, sì, purtroppo già salutare. Allora, voglio chiederti anche altre 2 o 3 cose prima di salutare. Direi che, come al solito, Marotta e Ausilio si stanno muovendo bene e stanno anticipando a costo praticamente zero un rafforzamento della squadra mica da ridere, sia per quanto riguarda il centrocampista che viene dal Napoli, sia per quanto riguarda l'iraniano. Io devo dire che sto guardando con attenzione, anche con un pizzico di preoccupazione, non vorrei guastarvi però la nottata, il rinnovo del contratto di Lautaro, perché mi domando: ma siamo così convinti che il miglior attaccante d'Europa finirà la sua carriera all'Inter? E io sono arrivato a un mio pensiero. Quella è anche una scelta secondo di vita, me, però. Perché secondo me, in questo momento, di non ancora accordo, dice c'è la volontà, ma mancano alcuni punti. Secondo me non è la cifra dell'ingaggio, è la cifra del riscatto. È la cifra per la quale Lautaro potrebbe liberarsi. Se no, ma non c'è, clausola. No, non c'è clausola. Cioè, solo su Turan c'è la clausola, Mario. No, non si parla di clausola, Mario. No, io sto parlando nel rinnovo. No, però non è questo il motivo del contendere. Ovviamente la gente fa il suo gioco e cerca di strappare la cifra più alta. E siccome Lautaro oggi in Italia è nettamente quello che sta facendo meglio come numeri, uno dice andiamo a vedere cosa guadagnano i migliori, e c'è Vlahovic che l'anno prossimo, se resta alla Juve, ha già un contratto firmato che passa a 12 milioni all'anno, c'è Osimhen che è passato quest'anno anche se con una clausola per andare via, però intanto quest'anno arriva a superare Lautaro, e allora la gente dice è il migliore o non è il migliore, quindi ognuno fa il gioco delle parti. Lautaro in questo momento non sta, diciamo, trattando con quelle 3-4 società. Io ho fatto vedere più volte, diciamo, questa classifica, te la riprendo, dei club con i fatturati superiori all'Inter, ma soprattutto, diciamo, fino alla posizione numero 7. Qui sarebbe Real Madrid, City, Paris Saint-Germain, Barcellona, United, Bayern Monaco e Liverpool. Perché Lautaro al Tottenham ha già detto di no, all'Arsenal ha già detto di no in passato, il Chelsea non fa le coppe. Quindi le prime 7. Nelle prime 7 c'è il Liverpool, che se va a Klopp deve ancora scegliere allenatore, non è in questo momento, poi tra l'altro ha comunque attaccanti, al momento gli attaccanti mi sembra ce l'abbia abbastanza forti, il Bayern Monaco ha Kane, il Manchester United quasi sicuramente non farà la Champions, poi c'è il Barcellona che potrebbe sostituire Lewandowski, c'è il Paris Saint Germain e il Real Madrid con Mbappé che le lega, chi lo prende e chi lo tiene, e il City che ha Alvarez e lo stesso Haaland. Quindi diciamo una tra Real Madrid e Paris Saint Germain, forse il Barcellona, che però non ha quattrini. No, i quattrini ce l'ha, perché tu vedi, se qua consideri 800 milioni di fatturato, quelli contano, perché in base a quelli poi fa la squadra, e quindi se si libera, che ne so, di un ingaggio alto come Lewandowski, può andare a dare tanti soldi, cioè parliamo di 4 attaccanti che prendono molto di più di quello che offre l'Inter a Inzaghi, quindi a Lautaro. Quindi sono anche un po' scelte di vita, nel senso che uno vuole strappare il massimo, lui in questo momento si trova bene a Milano, però poi dobbiamo sempre stare con la consapevolezza che se arriva uno di questi 7 club, che poi ad oggi fattura il doppio di noi, esatto, però ad oggi si riducono a 2 al massimo 3, che possono avere quell'esigenza dell'attaccante, possono benissimo, volendo puntare tutto su Lautaro, offrirgli il doppio e lì può saltare il banco. Però ad oggi ripeto, non c'è questo tipo di problema, non c'è uno dietro che sta come l'anno del Barcellona di Messi che stava allettando Lautaro, c'è semplicemente un gioco del procuratore che, ricordiamo, a 2 anni e mezzo dalla scadenza sta facendo il suo gioco, che ad oggi ci sta, quindi questo. Però Mario, allora ti volevo chiedere anche però altre due o tre cose prima. Intanto, velocemente sullo stadio, tu che vivi anche, voglio dire, non è che sei lontano da Milano, quindi un po' la situazione la conosci bene, c'è un pericolo sviluppo progetto a Rozzano, San Donato, il Milan San Donato, per la viabilità? Pensi che la ristrutturazione del Meazza possa
alla fine in qualche modo essere uscita dalla porta e rientrare dalla finestra? Non lo so, che idea ti sei fatto? Intanto io non la penso come la mia amica Giulia, che prima faceva un po' il tifo per la resurrezione di San Siro. Sì. Intanto mi domando, in una fase di ristrutturazione seria, non di verniciatura degli spalti, ma di ristruttura seria, le due squadre di Milano che giocano due partite alla settimana, dove vanno a giocare per mantenere vivo il rapporto con i 40.000 abbonati, con i 70.000 presenze giornaliere? Questo mi rimane un... Però ieri hanno detto che si può fare. Si può fare. Di giocare, perché fanno degli interventi che devono ristrutturare un settore alla volta, facendo alla volta, con sei interventi prima e dopo le Olimpiadi, poco alla volta, togliendo solo 1.500 spettatori alla volta quando si fa il lavoro in quel settore. Sì, è tutto da dimostrare, però loro nel quest'ultimo progetto presentato ieri si potrebbe fare. Però ci sono dei costi che non sono proprio chiarissimi, nel senso che prima hanno detto 300 milioni, poi si parla di 2,35 che diventano di più con l'IVA, con le tasse, più i 100 all'esterno. Poi bisogna vedere come col Tottenham e Real Madrid, insomma, durante i lavori i soldi magari poi crescono. E poi bisogna vedere, anche valutare, oltre ai costi, i ricavi. Nel senso, si possono avere gli stessi ricavi di uno stadio fatto da zero con tutte le possibilità di un nuovo stadio. Però quel discorso del quartiere e del posto, della location, Mario, può influire? La domanda smuovere autostrade tangenziali, sì, secondo me il problema, sia per quanto riguarda il Milan, la scelta a San Donato, sia per quanto riguarda l'Inter, il problema più grosso è quello della viabilità. Non è un discorso semplice, e quando a San Donato vogliono scaricare, dice, sì, ma avete 40 vigili, 30 vigili, come pensate? Ma noi ce li facciamo imprestare da Milano. Cioè, mi sembra puerile e un po' demenziale questo tipo di discorso. Quindi non è un discorso semplice, secondo me la strada più corretta era quella del progetto iniziale, cioè abbattere San Siro. Nel frattempo giocavi a San Siro, continuavi a ospitare 70.000 spettatori, ti facevi il nuovo stadio. Però Mario, allora, l'abbattimento di San Siro quasi sicuramente col vincolo a marzo, c'è il ricorso del comune, non si può fare. Lo stadio ristrutturato ai club non piace. Andare via, ci sono questi problemi, anche se, diciamo, il Milan in questo momento sta accelerando sul discorso San Donato, l'Inter ha questa prelazione fino al 30 aprile. Non mi sembra molto convinta l'Inter della soluzione Rozzano. Ma io credo che una volta scavallato, perché adesso c'è questa scadenza che è più importante di quella dello stadio, c'è il discorso del rifinanziamento che Zhang vuole fare entro il 20 maggio, ma sono 6-8 settimane di tempi tecnici precedenti al 20 maggio, quindi diciamo che entro marzo bisognerà capire se questa soluzione viene trovata agevolmente. Se viene trovata questa soluzione, poi lato campo abbiamo visto che è già tutto molto ben programmato e definito, lato area sportiva. Lato commerciale, oltre agli sponsor, ma quello già adesso stanno andando, diciamo, avanti nel lavoro, lo stadio diventa la super prima priorità assoluta, totale. Cioè, io credo che come il Milan fa i suoi passi, anche l'Inter non può rimanere assolutamente indietro, e quindi dopo che sapremo il discorso del rifinanziamento, Zhang va avanti, in quel momento il discorso stadio diventa prioritario su ogni cosa. Quindi non... Sicuramente. Domanda, se restiamo a San Siro, la ristruttura... Alessandro, devo salutare Mario, quindi devo chiudere le domande con lui, e poi torno da te, così mi dici, a meno che non devi chiedere qualcosa a Mario. No, su San Siro pagano, cioè di chi è lo stadio poi? Paghiamo l'affitto al comune? O... La proposta è quella di dare, come sarebbe stato anche il nuovo San Siro, cioè sul suolo comunale, la gestione per 90 anni o 99 anni, quindi come se fosse uno stadio di proprietà, però in Italia c'è questa cosa ibrida del suolo che rimane al comune, ma tu hai tutti i ricavi come se fosse stadio di proprietà,
per 100 anni, non devi pagare l'affitto, non devi, e quindi diventa tuo in gestione. Quindi quella sarebbe la soluzione preferita dal comune, ma che se un club dovesse accettare, credo che è l'unica possibile, perché se no, se torniamo al discorso dell'affitto, ma soprattutto anche il sindaco ieri ha fatto capire che con un progetto che viene fatto solo dal comune, poi ci sono i tempi tecnici di una macchina burocratica che è molto più lenta di quella di un privato. Quindi no, tornando a questi invece, il famoso giochino, caro Mario, ti dico, così chiudiamo con te anche come abbiamo aperto, ovviamente con Inter-Juventus, torniamo al campo. Chi vai a prendere per fare un top 11 mista Inter-Juve dalla colonna di destra? Scegline quanti ne vuoi. Devo dire che lo so che è difficile perché siamo affezionati. A me non dispiace, a me non dispiace Cambiasso, che vedo in grande spolvero, e direi mi incuriosisce molto Ildiz. Ecco, sì. E dall'altra parte invece, dalla nostra, io mi aspetto grandi cose da Pavard. Secondo me Pavard non ha ancora fatto vedere quello che è capace di fare. Il golletto che ce l'ha. Dai che Pavard. C'è la calcio, grande, grande Mario, grazie. Dai, speriamo. Mi scrive Giuliano, è saltato Sensi, dice, citazione Sport Italia, non è che è saltato Sensi, lo dice Sport Italia, lo dice l'orologio, perché a mezzanotte non si poteva più fare, lo dice Sport Italia, ha dato la notizia Sport Italia. No, sta scrivendo adesso. Io Giuliano, so. Scrive, saltato, cioè, beh, al di là, se volete, di che volete che vi dica la mia, a me non dispiace affatto questa ultima notizia, perché con quei paio di milioni noi non eravamo più ricchi, ma tutto sommato non è escluso che possa venire buono entro quest'anno, giugno. Quest'anno, ma non lo vede Inzaghi, sì. Sai. Come? Non lo vede proprio Inzaghi. Ma lui l'ha messo nella posizione anche di regista in alcuni frangenti, è uno in più, però sì, è vero che quello che dice Mario, 2 milioni non sono niente, era un risparmio. Diciamo che quello che costava Buchanan in questi 5-6 mesi te lo eri ripagato già con il risparmio, perché Sensi comunque all'ordo erano quasi 2 milioni in mezza stagione, senza contare se erano 500 euro di prestito, se era 2 milioni e mezzo anche una piccola minusvalenza. Però insomma è un giocatore in più che non farà le coppe, e qua vi faccio vedere già in anteprima, ma l'abbiamo già vista perché chi segue Interfan TV la conosce, la grafica della lista UEFA con Buchanan che va a prendere il posto di Cuadrado, Agumè non c'è più e Sensi che non era in lista e resta fuori lista. Quindi però in campionato hai 7 centrocampisti, e questo può essere anche nel famoso discorso di tutti quelli che hanno paura delle punte. Le punte, diciamo, nei casi di necessità puoi giocare pure con un Mkhitaryan dietro la punta, con un Vlahovic dietro la punta, con un Sensi dietro la punta, e hai Lautaro Thuram, Arnautović e Sanchez, insomma un po'... Diciamola tutta, Sensi potrebbe non servire, ma se sfiga non vuole, dovessimo avere qualche infortunio pesante di troppo, Sensi potrebbe essere invece anche di aiuto a centrocampo. Sì, ma a livello numerico non ci piove, però a livello psicologico, che ormai è fuori da ogni certo. Quello è, a livello numerico sono d'accordo con te, psicologico ahimè, dopo che è stato messo sul mercato fino a pochi minuti fa, era quasi... Più che altro è andato anche in Inghilterra, però questo fa capire anche il discorso del fair play finanziario, che tutti dicevano che è una cosa... Vi ricordate, all'inizio c'era solo, riguarda solo l'Inter, adesso si riguarda tutti, riguarda PIF per il Newcastle, riguarda tutti i club inglesi, il Manchester City che l'anno prossimo subirà il processo, eccetera, eccetera. Mario, nel salutarti, sì. Hai detto i giocatori, hai detto chi... poi chi apprezzi anche della Juventus e chi dell'Inter, insomma, avevi detto adesso di Pavard che ti aspetti. Guardando però invece i duelli in campo, una parte di campo dove può essere qualcosa in più per l'Inter e una parte di campo che, dove dobbiamo stare attenti? Secondo me a sinistra
con il duo cambiato. Bastoni di Marco possiamo creare qualche problema. Quindi e dove vedo... possono farci male secondo te? I bastoni di Marco, il triangolo delle Bermuda. Dove ci possono fare male? Esatto, direi dove possiamo farci male noi se ci squilibriamo. Io credo che in termini individuali non c'è partita. Quando tu vedi la rosa dici ma noi siamo più forti. La qualità, ma soprattutto del centrocampo, è anni luce più grande. Il problema poi sarà quello che aveva ragione Alessandro Scanziani quando diceva basta un errore sotto porta, basta una svista, basta un gol sbagliato, basta un gol preso in contropiede e cambia tutta la partita. Quindi io sono ottimista. Tu dici l'episodio, la palla inattiva o l'episodio. Cioè. Ragazzi, l'importante è non fare la partita di 2 anni fa a Torino, dove il primo tempo doveva finire 2-0 per noi e abbiamo perso 2-0 la partita. Certo. Sì, poi gol presi in modo contropiede, cioè proprio scandalo. Mario, 50... grazie, buon Inter Juventus. Grazie a voi, un saluto da Alessandro Miami. Grandissimo. Ciao. Mario, piacere, ciao, ci vediamo presto. Mario, dimmi un tuo sì. Inter Juventus della storia, non so, i 4-0 del 79 dell'84, il primo Inter Juventus che ti viene in mente. Io vado al 60. 3-64 Inter Juve mese di dicembre, Inter Juve 1-0 rete di Jair, e ero sui popolari sulla prima transenna e ho dovuto fermare uno che si stava buttando giù per la gioia al grido di Jair sei meglio di Gesù Cristo, ecco, questo è la mia grande Jair. Grazie Mario anche per questo bellissimo ricordo finale. Un abbraccio. Ciao Mario. Ciao caro. Ciao. Tu Alessandro, un tuo Inter Juventus. L'hai vista a San Siro qualche Inter Juventus? Sì, l'ho vista. Quella di Toldone che ha fatto gol, Toldone di Carambolone, che abbiamo pareggiato, no? Che tutti incazzati, ti ricordi Buffon, tutti attorno a Collina. Cioè... Ci l'abbiamo riproposta dai social dell'Inter quella partita. Con il pareggio finale con Toldo che rivendica è stato il mio tra lui e Vieri, insomma, ecco. Allora sembra che sia saltata l'operazione Sensi, perché Leicester si è reso conto che con l'acquisto definitivo, quindi 2,5 milioni o quelli che erano, insomma, non con il prestito, poteva rischiare per il discorso fair play finanziario, entrate e uscite. Wow. Allora si doveva fare in prestito con obbligo di riscatto, quindi l'Inter doveva, ecco, arriva anche l'ufficialità su Sky, saltato il trasferimento di Sensi all'Leicester, il centrocampista resta all'Inter, l'Inter doveva anche poi prolungare il contratto per fare un prestito con il riscatto, e quindi ormai i tempi non c'erano più. Però l'hanno fatto andare lì, gli hanno fatto fare le visite. Non lo so, se tu sei fatalista Alessandro, cioè nel senso, se Sensi fosse decisivo in una partita che dobbiamo vincere, guarda, potrebbe essere sia sta roba qui che addirittura Jackie Jack era troppo bello per essere vero, la cessione di Sensi, perché è troppo bello? Alla fine del 30 giugno scade il contratto, oppure stavo dicendo il tuo discorso è carino, è romantico, oppure c'è da dire non ce lo riusciamo mai a togliere da dire, no per carità, cioè, a me è sempre piaciuto, cioè, nel senso, quello lì è un bel giocatore, fa calcio, quando vedevi Sensi giocare a quei livelli lì, a quel, me la ricorderò sempre quel Barcellona Inter che poi ci rubarono la partita in Champions League con Conte, che c'era anche un rigore su Sensi clamoroso non dato, lì aveva fatto una partita fantastica, cioè, e lì era il calcio, poi da lì in poi si è perso, non so se solo esclusivamente per problemi fisici. Ma quando Adriano segnò col Venezia il 2-1, allora Cooper diceva che quando tu sei destinato, devi vincere uno scudetto, che ne so, la tua quinta punta, in questo caso il tuo settimo centrocampista, ti deve far vincere una partita, la quarta punta ti deve far vincere due partite, ognuno deve mettere nella scatola dei punti dello scudetto quella partecipazione, cioè in quegli anni in cui ti va bene. E quindi secondo me, per esempio, l'Inter ha vinto una Coppa Italia
due anni fa con il 3-2 di Sensi, il giorno che aveva già firmato per dire per andare in prestito. Quindi sì, magari quello... queste 17 giornate che mancano in una partita deciderà Sensi, oppure hanno tutti paura che si fa male quello, si fa male quell'altro, hai uno in più. Esatto, buttalo, usalo per non far rompere gli altri. Fai esatto. Ecco, sono 2,5 milioni ci costano questa meno paura, però 2,5 milioni almeno avete meno paura tutti, no? Perché c'è un giocatore in più. Stavo pensando, non l'ha fatto giocare neanche con la Fiorentina, ma non vale perché era in cosa, non fai giocare un giocatore che deve trasferirsi, in effetti. Però no, non credo che sia stato tanto quello. E allora non ci credi, Michi? Cioè, io spero che... No, perché ha fatto 5 cambi lo stesso e li ha fatti tutti i reparti dove li voleva fare, capito? Per quello. Cioè, sì, sarebbe potuto entrare Sensi, però Mkhitaryan non lo toglie, ha tolto giustamente l'ammonito, ha tolto Pavara ammonito, ha tolto Bastoni ammonito, ha tolto... Arnautovic e Sanchez al posto delle due punte, Lautaro alla fine non ce la faceva più, e l'ultimo cambio qual è stato? Dumfries, che era pure giusto per Darmian, che ha giocato sempre, quindi è chiuso il mercato. Sì, adesso Michele è chiuso. Sì, è suo ufficiale, chiuso in Inghilterra, basta. Quindi ufficiale, Sensi resta all'Inter, l'Inter che quindi avrà 25 giocatori, due non in lista, che dovrebbero essere appunto in lista Champions, Sensi e Cuadrado. Sensi e Quadrado. Perché più pezzenti di noi a non prenderlo? Cosa vuol dire? No, c'è un messaggio un po'. Boh, vabbè, più pezzenti di noi. Pezzenti, abbiamo una squadra tra i più forti d'Europa. No, infatti, ma queste sono cose veramente, Mariano. Cioè, veramente, c'è gente che purtroppo, a furia di sentire cose strane, ci crede, no? E allora non è che dicono, per esempio, in questo caso, ah, quindi il fair play finanziario è ancora più stringente in Inghilterra, così come lo è in Spagna. No, chi non prende i giocatori è un pezzente, non perché tu paghi quello che sono ai costi in base ai ricavi. Purtroppo io su queste cose non è che possiamo ripetere ogni puntata. Ecco, per esempio, anche Simone Trovato rischia il ban con questo messaggio. Te lo dico, Simone, perché tu sei già un insopportabile pessimismo cosmico sempre. Però, ma non come hai definito tu, veramente mi viene il vomito a leggere questo messaggio che hai scritto tu. Cioè, no. Imparate un attimo a sapere. Sì, giusto, fare una battuta ci può stare, capito? Però qua denoti proprio un po' di, non dico cattiveria, ma insomma, incubo, no. Non è un incubo. Cioè, incubo no, magari incubo, il termine era un altro qua, no? Incubo non era niente. È 2-3 anni che ha toccato dagli infortuni, quello è un incubo, mi spiace per lui, che sta roba qui, non è un incubo che sia rimasto all'Inter, perché, insomma, giocatore... hanno tutti paura dell'infortunio, poi c'è un giocatore in più, l'unica, diciamo, cosa negativa per la permanenza di Sensi è a livello economico, siccome a tutti non è fregato mai niente della parte economica, adesso sono tutti lì, perché non è che Sensi, per quelli che non lo vogliono all'Inter, non è che Sensi ha un contratto di 10 anni, ha un contratto fino al 30 giugno. Quindi ecco, pure Principe Diego Benito dice: gli unici tirchi inglesi li becchiamo noi, non ho parole. Ma cosa? Ma voi non seguite il calcio? Ma nei giorni scorsi l'allenatore del Newcastle, con il fondo più ricco del pianeta, quello arabo, ha detto: noi qua i giocatori nostri non li prendono perché ci fanno concorrenza, i prestiti non li danno solo a noi, e hanno tutti l'esigenza di rispettare questo fair play finanziario interno, che ha fatto avere 10 punti di penalizzazione all'Everton, e adesso Everton e Nottingham hanno un'altra situazione aperta. Il Manchester City ha così tante falle nel rispetto del fair play finanziario che hanno stabilito che da ottobre ad aprile dell'anno prossimo subirà un processo che lo porterà quasi sicuramente nell'estate 2025 alla retrocessione. Però per loro c'è tutto una fantasia. Sì, diciamo che rispetto all'Italia, in Inghilterra sono un po' più sulle regole, sono un po' più straight, sono un po' più... No, ma certo, ma no, ma perché? Sì, ma perché c'è stata anche un'indicazione dall'alto, che hanno visto che iniziavano a fare il passo più lungo della gamba tante società, che hanno iniziato a dire, a imporre, insomma, una certa autoregolamentazione, insomma, perché... è anche giusto. Io credo che, io faccio sempre l'esempio per chi fa finta di non capire, ma voi
la spesa la fate con i soldi vostri o con quelli che immaginate di vincere al Super Enalotto nelle prossime lotterie? Io credo che la fate con i soldi vostri, con quello che siete sicuri di poter guadagnare in quel mese. No, poi pensano che il calcio si faccia con i soldi del Monopoli. No, il calcio si fa con i soldi dei ricavi del club. Però dai ragazzi, siamo in una settimana in cui ci stiamo giocando lo scudetto. Torniamo un po' a noi, perché allora abbiamo... a novembre dicembre abbiamo già preso, abbiamo preso Taremi e quella ma cosa volete di più ragazzi? Cioè, tra l'altro non è anche qui, poi non vorrei che qualcuno dicesse se non arriva, allora Taremi è più vicino di Zielinski, ma nessuno dei due ha firmato. Per Taremi c'è una comunicazione ufficiale al porto, quindi è in uno stato molto avanzato insomma la trattativa, lui vuol venire, l'accordo economico c'è, quindi veramente stiamo parlando di formalità. Però abbiamo visto Sensi è andato a fare pure le visite mediche, quindi a volte abbiamo visto con Sama, non è che vengono o salta uno dei due, venite qua, avete detto che, cioè, capita, il calciomercato è così, però comunque c'è la volontà dei giocatori di venire. Addirittura l'iraniano si è anche, ho letto, un po' tolto, cioè decurtato l'ingaggio pur di venire all'Inter, quindi no. Rispetto, non decurtato rispetto a quello che guadagna adesso, ma rispetto a quello che poteva essere con il debito crescita. Intanto stavo vedendo una bella classifica. Siamo diventati ambiti in Europa, ragazzi. I giocatori vogliono venire all'Inter, cioè questo dovrebbe essere un motivo di orgoglio. No, vedi queste due statistiche che vedo proprio adesso dal TG di Sky, interessanti. Allora, gol subiti dopo 21 partite, stagione per stagione. Senti un po', dal 16-17 alla 21esima giornata erano 23, 16, 15, quindi due anni di Spalletti, che tra l'altro eravamo messi bene nel giro d'andata, 16, 15, poi 18, parliamo del primo anno di Conte, l'anno dello scudetto 23, mamma mia, 16, 26, il peggiore l'anno scorso, perché prima del mondiale ti ricordi prendevamo 3 gol a partita in trasferta, 10, cioè chi è in Europa? Siamo i migliori in Europa o giù di lì? Sì, nei primi 5 campionati sì, poi c'è, mi sembra, in Olanda. Hai detto, queste sono tutti numeri che non mentono e che i detrattori potrebbero leggere per stare un po' più sereni, ecco tutto qua. Poi vedi questa seconda invece statistica nel nuovo secolo, quindi mai così pochi gol subiti, quando si diceva anche per questo che io la crescita migliore dell'Inter di Inzaghi è proprio una fase difensiva. I migliori per duelli vinti, le punte sono quelli che vincono più duelli nell'Inter, che anche questo è particolare, perché di solito uno si aspetta il difensore. Invece Thuram è il primo a 99 duelli vinti, secondo Lautaro a 82, poi ci sono Çalhanoğlu e Mkhitaryan a 79, anche qui sono cresciuti tantissimo, erano trequartisti Çalhanoğlu e Mkhitaryan, 79 duelli vinti. Acerbi 76, Bastoni 72. C'è l'Inter che ti aggredisce anche con gli attaccanti, con Lautaro, con Thuram e con i centrocampisti, fa in modo che il difensore non debba essere primo per duelli vinti, perché è tutta una squadra che va a duellare. Io credo che veramente ci stiamo godendo poco, secondo me, Alessandro. Sì, sì, no, infatti. Io ti dico... Tra una polemica e l'altra, tra un rigore e l'altro, che tutti gli altri che parlano... Sì, sì. Io ce l'ho cascato nell'ultimo periodo un po', guardando un po' in giro, ma adesso mi sono ridotto a guardare 2-3 situazioni e basta, perché è inaccettabile. Quindi mi ero perso un paio di settimane e non me l'ero goduta un po'. Davo più peso a quello che dicevano gli altri che più che a quello che stiamo facendo, che è straordinario. Quindi... Adesso proprio me ne frego, sorrido e basta. Cioè, guarda che ti faccio vedere, perché oggi cos'è? Ormai siamo entrati nel 2 di febbraio, giusto? Sì. Da 11 mesi, guarda che cosa è successo. L'Inter ha vinto un altro trofeo e senza subire gol, pure qua. Oggi vedevo il dato, perché io ho detto spesso 13 clean sheet in campionato e 18 in stagione su 30 partite. Due partite però le ha fatte a Udero, quindi se parlo di Sommer sono 18 su 28. Sì, 18 sì. Su 28. Cioè, ma ti ricordi quando è andato via Onana? Cioè, io stesso che dico, a me Sommer è sempre piaciuto come portiere. Avevo qualche dubbio dopo averlo visto al Bayern, dove però sono squadre magari come il Real Madrid. Ti ricordi quando c'è stato Samuel al Real Madrid? Sì. Dove la difesa faceva acqua. E anche quindi dico, com'è? Anche quando c'era Cannavaro faceva acqua per tutti. Perciò dico, avevo dei dubbi che potesse essere veramente Sommer o il Bayern Monaco, magari con una difesa più alta dove non,
non si era inserito tutto perfettamente. Però dico, anch'io che ero Sommer, estimatore di Sommer, di Onana stravedevo per Onana, e quindi dicevo, ma un portiere come Onana è difficile da sostituire. Quest'anno Sommer 18 clean sheet su 28, Onana nell'occhio del ciclone, ecco, Rabiot e Bremer vedevo i duelli vinti invece per la Juventus nelle prime due posizioni, quindi attenzione anche a Rabiot. Io ho detto, i giocatori della partita secondo me saranno non quelli che segnano, dicevo prima, Thuram potrà fare la differenza secondo me, e Rabiot, ecco, quelli sono i due che... Poi della Juve io mi prenderei, rispondendo a quello che hai chiesto prima a Mario. Ah sì, aspetta che te la prendo la grafica, sì. Perché io ho fatto di questa squadra, prima di farti dire quelli che tu prenderesti, io, siccome mi hanno anche un po' stuzzicato sul fatto che l'Inter è nettamente più forte perché sono tutti più forti, allora ho detto ti faccio un Inter-Juve mista, lì dove ero sul circuito Network, dove vi ritroverete per la cronaca domenica sera, ci sarà da battagliare la domenica. Allora, io ho messo 6 giocatori dell'Inter e 5 della Juventus. Anche se a me piacciono tantissimo gli Acerbi, Mkhitaryan, lo chiamo il professore, però per dirti anche un po' come età in alcuni casi, per esempio Bremer o lo stesso Cambiaso, giocatori che però secondo me ci sta che possano anche essere presi per fare un misto di squadra forte. E te li dico, Chesney in porta, difesa a 3 Pavard, Bremer, Bastoni. Sugli esterni Cambiaso, Di Marco, a centrocampo Barella, Çalhanoğlu, Rabiot. E davanti qua metto Lautaro Vlahovic, sfruttando il fatto che Lautaro con Lukaku ha dimostrato di poter giocare con una prima o con una seconda punta. Ci sta. Secondo me, con tutto il piacere, ripeto, Thuram fortissimo, Mkhitaryan il professore, Acerbi che ci ha portato in finale di Champions, Sommer sta facendo i record di clean sheet, così come Dumfries, secondo me Dumfries, io mi aspetto una crescita adesso di nuovo fisica come nei primi 3 mesi, quindi per me Dumfries poco alla volta diventerà di nuovo titolare lì, però se tu fai una squadra mista con Chesney, Bremer, Rabiot, Vlahovic, ma anche lo stesso Cambiaso, secondo me la Juventus quest'anno non ha una squadra di sprovveduti o scappati di casa come tanti ci vogliono far credere. No, no, io dico, posso criticarti, ti dico un po', che comunque sta giocando bene McKennie, Locatelli non è da Juventus, neanche anche i tifosi della Juve lo sanno che questa non è la loro Juve, insomma, migliore di sempre, certo. Ovvio. Lo stesso Kostic, magari è il gioco di Allegri. Però dopo, quando arrivano le 3 partite a settimana, o preparare la partita tutta la settimana... Secondo me, anche se è una squadra meno forte, ma tu devi vincere col Frosinone, col Verona, con l'Udinese, e preparandola tutta la settimana, secondo me la Juve è sempre più forte di queste squadre qua. Sì, sì, sono d'accordo. Io ti dico, come ti ricordi che qualche mese fa ti dicevo, comunque io avevo esagerato magari 60-30 per lo scudetto, poi ho alzato 60-40, ma per me non c'è partita anche con la Coppa Campioni. Che stavi scegliendo? Perché poi non l'hai detto tu. Io stavo scegliendo, vabbè, ti dico Chesney, anch'io, sì. Ti dico Bremer, perché comunque è un muro, bisogna parlare chiaro, è proprio un muro, e per età, giustamente, come hai detto tu, su Acerbi vince. E poi l'Inter l'aveva programmato l'acquisto di insomma, era nostro. Hai letto cosa ha scritto oggi, cosa ha dichiarato, vabbè, che è dalla parte giusta? Sì, hanno chiesto... che lui, Chiellini gli ha insegnato che bisogna far innervosire l'attaccante, no? Sì, no, ma gli hanno chiesto... dalla parte giusta, vabbè, ma giustamente la nostra... Sì, vabbè, però sai, avevi già trovato l'accordo con l'Inter, vabbè, dai, la parte giusta per i soldi, vabbè. Chesney, Bremer... Il cane bianconero, il cane bianconero. Sì, esatto. Chesney, Bremer, Locatelli, e mi prendo... Come Locatelli, no. Scusami, ho sbagliato, Rabiot, scusami. Chesney, Bremer, Rabiot... E io ti dico, Vlahovic è fortissimo, secondo me, ma mi prendo Chiesa. Chiesa tra Chiesa e Vlahovic. Sì, e lo metto tutto a fascia, però io, attenzione Chiesa. Tra l'altro, per come si parla... Chiesa tutta fascia come voleva fare Conte. Sì, lo metto al posto di Dumfries, of course, certo. Secondo me invece lui rende di più esterno di sinistra in un tridente. Con per rientrare... Per rientrare e tirare, dici? Cioè, sì, ma proprio come ruolo, cioè, gli piace un po' avere il riferimento esterno. Secondo me, infatti, all'Europeo giocherà lì con Spalletti, con dall'altra parte o Berardi o Politano, o Zaniolo, lì uno dei tre esce.
Poi sai cosa? Siamo in centrale, siamo corti. Bisogna adesso hanno pescato Ildiz, grande prospetto, ma la panchina rispetto alla nostra non è profonda, ecco, quello intendo dire anche. Però loro adesso hanno preso Gialò, che è un grande rinforzo, perché è veloce come Bremer, e quindi l'anno prossimo in difesa sono messi bene, perché Gatti, Bremer e Danilo, secondo me Gialò può giocare benissimo titolare al posto di Gatti. E Gialò, Bremer e Danilo, più in panchina Gatti, Lugani, insomma hanno anche Hausen che adesso è andato in prestito alla Roma. La difesa della Juve è competitiva l'anno prossimo. Sì, il centrocampo è il reparto loro peggiore, infatti stanno cercando Koopmeiners, che lì Rabiot deve rinnovare, però e quello è un punto interrogativo, il regista non ce l'hanno. Tu lo vorresti? Rabiot all'Inter? Come? Lo vorresti tu Rabiot all'Inter? Cioè 29, no, 29, ma è una bufala Rabiot. Ma tu lo vorresti? Facciamo finta che lo vorresti? No, perché a me piace tantissimo Zelischi. Anche a me. A me piace tantissimo Zelischi. Mi piaceva già l'Inter quando lo voleva prima di andare al Napoli. A me piaceva già all'epoca. L'ho apprezzato in questi anni. E poi io dico, attenzione a quelli che dicono che il giocatore l'ultimo anno di contratto è in fase calante. Vedi, se tu vedi le cifre di Taremi quest'anno, lo stesso Zelischi, che forse adesso non si sa la lista Champions, se rientra o non rientra. Quando tu già hai firmato con un'altra squadra o stai firmando con un'altra squadra, l'allenatore inizia a puntare su un altro perché tu non sei nel progetto, eccetera, si devono prendere con le molle gli ultimi anni, quando già sai che poi puoi andare. Quindi io Zelischi e Taremi ad averne, anzi aspetto ancora ufficialità per stappare lo champagne, perché sono due rinforzi. Loro davanti, e qua, allora, centrocampo devono fare almeno due operazioni importanti. Vabbè, gli torna Fagioli e potrebbero prendere un centrocampista di un certo tipo, bisogna vedere però chi vendono. E poi il regista, non lo so, sono d'accordo con te, Locatelli, se può crescere, non può crescere. In avanti, sia Vlahovic che Chiesa sono a rischio conferma, molto più di Lautaro e Thuram, che sono invece quasi sicuri di rimanere. Per due motivi: Chiesa ha il contratto fino al 2025, se non rinnova lo devono vendere per forza, a meno che non va a scadenza, ma la perdi il capitale, non è loro intenzione. Poi Ildiz è vero che è forte, può essere anche l'Inter, può avere il Valentin Carboni 2005 di turno, che comunque è forte. Quindi Chiesa, attenzione al mercato. E poi Vlahovic, che passerà 12 milioni netti all'anno dall'anno prossimo. Sono troppi, troppi. La Juventus, se avrà un'offerta decente, proverà anche lì a valutarla, per poi andare a reinvestire su giocatori che magari costano 40, 50. E non è detto che facciano bene, quindi bene così. Chissà che rivendano, cacchio. Capito? Quindi voglio dire, allora, nell'ottica l'anno prossimo, allora il Napoli, che ha vinto lo scudetto, non c'è più. Non c'è più il Napoli che ha vinto lo scudetto. Fra 29 tornano. E Osimhen se ne andrà. Quindi le avversarie potenziali dell'Inter, anche nella prossima stagione, sono sempre Milan e Juventus. La Juventus, l'abbiamo detto, bisogna vedere in attacco cosa succede con Vlahovic e Chiesa, se riesce a prendere due centrocampisti. Il Milan, anche lì bisogna capire chi sarà l'allenatore. Si parla molto di Thiago Motta, alcuni dicono Conte, ma vi posso assicurare che Conte aspetta sulle rive del fiume, perché vuole vedere prima la Juventus come va a finire. E secondo te, se la Juve conferma Allegri o prende un'altra... Credo che Allegri fa più di 85 punti, il gioco, diciamo, non dico che migliora, ma un pochino sì. I giovani sono sempre di più nel progetto, tipo... non so, Ildiz o qualcun altro, perché poi non è che ce ne sono mille, come vogliono dire, perché Sulè è sul mercato, Iling Junior è sul mercato, insomma Hausen può essere un altro che l'anno prossimo torna nella rosa, che è un difensore forte e giovane. Ildiz, se consideriamo Cambiaso, perché Gatti non è giovanissimo, quindi diciamo che Allegri, e sono curioso di capire se gli danno, se gli fanno il rinnovo, perché non so se Giuntoli la pensa come Marotta, che non si inizia a scadenza. Quindi da lì si decide. Quindi secondo me, allora, Conte, Juve è la sua priorità, ma secondo me sono basse le percentuali, perché secondo me la Juve alla fine farà bene come punti. E poi che fa, secondo te? Se non va alla Juve, cosa fa? Va al Milan, secondo te? Se non va alla Juve, ci sono Milan, Napoli e Roma. Lo vogliono tutti e
diciamo Napoli e Roma in modo più spudorato. Il Milan ci sono, diciamo, c'è più il filone Ibra che potrebbe spingere. Bisogna vedere se Cardinale rimane, perché anche lì è importante, se ha un'offerta, il discorso stadio, perché se restano Furlani, Moncada e compagni, da quella parte, diciamo, loro sono più per l'allenatore di progetto, i giovani che crescono, e quindi meno possibilità per Conte. Se invece prevale, non so, la linea di Ibrahimovic, che oggi però è consulente del proprietario, e quel proprietario dovesse rimanere, Mickey, potrebbe anche, diciamo, cambiare tutto al Milan. Ma non mi torna, perché Conte è quello che, quando gli dicono che probabilmente vendono Hakimi, punta i piedi e se ne va. Capito cos'è? Il Milan era quello che adesso ha chiuso il bilancio in positivo. No, però ti dico, il Milan con Conte... Che vuole la squadra già fatta, devono spendere 150 milioni sul mercato. Però aspetta, perché Conte potrebbe anche giocare con una difesa a tre al Milan, ce ne ha mille quando torneranno Calulu, Ciao, Tomori, poi Buongiorno, bisogna vedere, perché Cairo vuole l'asta e quindi sarà difficile prendere Buongiorno per il Milan. A sinistra potrebbe giocare benissimo Teo Hernandez a tutta fascia, anzi forse è proprio il ruolo suo. Giocando con due mediani le soluzioni le potrebbe avere. Poi attenzione, perché magari vende Leao non a 175 come la clausola. Prende Lukaku. Ha una cifra alta, Lukaku, per l'ingaggio che ha, senza decreto crescita, secondo me l'Arabia è la sua strada principale. Certo, sì. Se gli prendono Lukaku, Conte attenzione, non dice... attenzione che Conte sposta con Lukaku, Lukaku a Roma è depresso, non rimane a Roma, non è il suo ambiente. Gaetano, stavo proprio rispondendo su quello, su Conte, che ad oggi Conte aspetta. Col Napoli c'è un contatto continuo, con De Laurenti si sentono, ma lui l'ha messi, diciamo, in stand-by. La Roma vuole vedere prima se De Rossi arriva addirittura quarto, potrebbe anche guadagnarsi il rinnovo, ma c'è una mezza intenzione di andare su Conte. Il Milan invece, diciamo che la dirigenza attuale, se non consideriamo Ibrahimovic, che però ha un ruolo anche importante con la proprietà, la dirigenza attuale sarebbe più per altri profili. E alla Juventus oggi le quotazioni di Allegri sono in netto rialzo. Tipo Thiago Motta vorrebbero loro al Milan, vero? Thiago Motta bisogna stare attenti anche al Barcellona. Adesso, vabbè, il Liverpool non credo Thiago Motta. Però attenzione a Barcellona e Liverpool, che devono comunque cambiare allenatore. E poi il Paris Saint-Germain, se il Paris Saint-Germain fallisce gli ottavi di Champions, magari pure il progetto di Luis Enrique finisce prima di iniziare. C'è Mourinho che non vuole per il momento andare in Arabia, e il suo manager l'ha proposto al Barcellona, che però non credo come filosofia di gioco vada più su altri profili. Si è parlato di Arteta, che però ha smentito, vuol rimanere all'Arsenal, addirittura di un contatto con Rijkaard, che però non allena da 10 anni. Insomma, valzer di panchini in Europa ci sarà, quindi tra Juve e Milan. Ad oggi è più Juve-Milan che se lo giocano un po', no? In base a quello che vede. Allora, io ho detto che Allegri per me è più sì che no, quindi sarebbe la Juve più no che sì per Conte. E per il Milan sono molto scettico sul fatto che alla fine c'è la rivoluzione dirigenziale, che cambia tutto. Ma con Conte devi cambiare proprio modo di la struttura, che hai messo su fino adesso, devi cambiare tutto. A parte che secondo me venderebbero Leao, ti dico questo. Per Angelo dice, a Bologna soprattutto i dirigenti sono convinti che Thiago Motta andrà alla Juventus a giugno, Allegri non parte a scadenza, lui non sarà mai l'allenatore di Giuntoli, a parte che è l'allenatore di Giuntoli oggi. Per quanto riguarda Thiago Motta alla Juve, è sicuramente in pole position se non rimane Allegri. Però Allegri non è detto che non rimanga. E anche il discorso dice non parte a scadenza, possono pure rinnovargli di un anno, come hanno fatto con Inzaghi, che avrebbe 2 anni. E continuano su, anche domanda importante. Oltre a Giuntoli, alla Juventus c'è una proprietà che ha un rapporto di amicizia con Allegri, John Elkann, ma prima era Andrea Agnelli, ma anche John Elkann, cioè hanno grandissima fiducia in Allegri. Quindi se Allegri fa più di 85 punti, vince magari pure la Coppa Italia, secondo me non è per niente detto. Oggi addirittura la Gazzetta diceva che era praticamente fatta per il rinnovo, addirittura. Credo che adesso, tra l'altro, stanno arrivando le prime pagine, quindi adesso andiamo a vedere anche l'avvicinamento a... Gaetano mi ha rubato la domanda che volevo farti, ma secondo te se arriva quella cosa che non diciamo neanche, non si materializza, cioè lo scudetto, cioè Inzaghi è a rischio o viene confermato?
Ma io credo che è impossibile rispondere a questa domanda, perché dipende molto. Tua sensazione. È difficile dire, perché dipende dal come, poi dipende da chi è libero in quel momento, dipende, perché l'Inter oggi ha nella testa vittoria, Inzaghi, progetto Inzaghi. Perché devi fare il progetto se va male, quando tu hai tutto per farlo andare bene? Oggi non c'è proprio nessuna idea di fare una cosa diversa, però cioè, i risultati a volte ti ribaltano completamente l'ambiente, le sensazioni. Io sono convinto che vinca lo scudetto, che Inzaghi debba rimanere, però sai, nella vita... Come ragiono io andrei avanti, visto che quest'anno per me è evidente un'ulteriore crescita che non era scontata, la squadra è forte... Io andrei avanti a prescindere, però non mi sento di dire che è così per l'Inter, per i dirigenti dell'Inter, che però ad oggi, ripeto, non stanno proprio pensando a questo, stanno pensando solo a spingere al massimo la macchina, che sta facendo delle cose pazzesche. Cioè l'Inter solo una volta nella sua storia, l'anno dei record di Mancini, 97 punti, ha fatto meglio di oggi, che ha 54 in 21 partite, quell'anno erano 57. Mai fatto 10 gol subiti, cioè mai fatto più 40 differenza reti, ma poi vince 5 partite con 4 gol di scarto su 21, e agli ottavi di Champions, che ormai ci sembra una banalità, ma fino a prima di Inzaghi non si arrivava mai agli ottavi di Champions, al mondiale per club... Sai come giochi, hai un'identità forte. Hai rischiato di vincerla l'anno scorso la Coppa. E meritavi anche di andare quantomeno ai supplementari. Quindi bene. Ma la prima avevi detto due ore fa che c'era una. No, ha ragione Giova 84. Questa cosa che dice lui lo dice scherzando. Ecco perché Thiago Motta non ha risposto al studio della curva dell'Inter. Esatto. Sai che non è solo una battuta questa, nel senso che Thiago Motta sa che può andare alla Juventus, ma può andare pure al Milan. Sì, sì, anch'io l'ho pensato. Thiago Motta si parla di Juve, Milan, Paris Saint-Germain, Barcellona, cioè queste altezze qua viaggia. Cioè, non è che stiamo parlando di meno. Quindi... Qual è la trasferta più importante che... O Sensi è rimasto, Irene. Sensi abbiamo detto prima, forse si è collegata tardi, ma è rimasto. La domanda di prima di due ore fa, amici, che hai detto dopo rispondiamo. Qual era la trasferta più importante? Per me, tutte belle. Perché bella, la vittoria più bella. La più bella e importante, secondo me, è quella di Firenze. Per come è arrivata, senza Ciala, senza Barella, e ha messo anche a riposare Acerbi, tra l'altro. Non da sottovalutare anche questa cosa qui. È entrato 20 minuti, mi pare, dalla fine. Quindi quella per me è stata la più importante. E le altre bellissime, perché comunque vai a vincere a Bergamo, vai a vincere a Roma con la Lazio, vai a vincere a Napoli, e vai con chi? Col Torino, c'era la domanda. Consecutive. Cioè, quando ci davano quasi per... Quando dicevano, ecco, il calendario la Marotta League, vediamo quando... E l'abbiamo messa nel di dietro, a parte il pareggio con la Juventus. Cioè, voglio dire, stiamo andando contro ogni... gufamento e rosicamento, c'è da essere orgogliosi. Io sono contentissimo di questa cosa qua. Vedi, Angelo ci ricorda che per questo discorso del fair play finanziario, ma anche un po' di incompetenza dei dirigenti comiche, dice, sono saltate una marea di operazioni sia in entrata che in uscita, come Sar, Berramà, Lione, dal West Ham, insomma, ma sai, quando inizi a avere meno 10 come penalizzazione, iniziano a capire tutti che bisogna stare molto attenti, e quindi loro hanno questi limiti nel passivo nel triennio, autoregolamentati giustamente, ma credo che alla fine anche in Italia si arriverà a cose simili. Qual è il colpo secondo te delle italiane? Allora aspetta, perché vado a prendere la classifica e vediamo insieme chi di significativo si è mosso tra le prime. Allora l'Inter è prima e ha preso Buchanan. Di giocatori persi, no, vabbè, c'è l'infortunio di Cuadrado. La Juventus, che è seconda. Miki Alcaraz, secondo te che colpo è? Adesso arriviamo alla Juventus. Uh-huh. La Juventus ha preso Alcaraz, che secondo me, allora, nel centrocampo della Juventus numericamente qualcosa serviva, perché hai McKennie, Locatelli, Nicolussi, Caviglia, Rabiot, Miretti. Poi potevi adattare Cambiaso, perché torna poi De Sciglio, quindi a destra hai comunque due UEA, De Sciglio, a sinistra hai due Iling Junior, Kostic. Spesso lui metteva UEA, Cambiaso andava a fare la mezzala. Così non c'è più bisogno, Cambiaso fa l'esterno, hai cinque esterni, e come mezzala hai McKennie, Alcaraz,
Rabiot, Miretti e davanti alla difesa Locatelli, Nicolussi, Caviglia. Quindi sei coperto, tra l'altro hai solo la semifinale di Coppa Italia oltre al campionato, quindi non si può dire che la Juventus numericamente ha la coperta corta, né in attacco dove è rimasto Ken. Questo acquisto, secondo te, è né a centrocampo e né in difesa né sugli esterni. Poi hanno preso Thiago Giallo, hanno dato Hausen alla Roma e hanno preso Thiago Giallo, quindi la Juve ha fatto due acquisti, diciamo, tra i titolari o nella rosa titolare, quindi Alcaraz e Thiago Giallo, e ha perso Hausen, quindi un difensore che però aveva giocato pochissimo. Quindi la Juventus si è rinforzata, considerando che Thiago Giallo non sta ancora bene perché viene da un lungo stop, mentre Alcaraz, secondo me, comunque a tutti gli effetti uno in più, anche se McKennie sta facendo bene, però prima avevi la paura. Se McKennie non c'è, chi gioca? Devi scalare l'esterno. Adesso hai Alcaraz, che comunque è un bel giocatore, secondo me. Sì, ma sto colpo qui, sono curioso di sapere la tua opinione. È un colpo che lo riscattano mai a 50. Ma è un colpo per giocarsi lo scudetto, che a sto punto, se devo giocarmi questi 4 mesi, pagarlo 1 milione al mese, ok, per poi ridarlo indietro, a sto punto ne offro 2 alla Fiorentina, per Bonaventura, che è più pronto per il calcio italiano. Ma sembra che ci sia anche lo stipendio nei 3-7 più 200.000 di commissioni, cioè sono 3-9. Leggevo 55 totali probabilmente con bonus e tutto, cioè mi sembra. Ma il riscatto toglitelo dalla testa, cioè il riscatto è solo una cifra che il Southampton ha messo lì di precauzione, poi si parla, non so se gli danno su Le, bisogna vedere il Southampton se sale o no, che l'anno scorso è retrocesso, certo. Quindi ma 50 non li cacciano mai. Hanno tirato fuori adesso questo diciamo costo di 3,9 per escluso i bonus per questi 5 mesi, e ricordiamo che loro sono partiti con Fagioli e Pogba, cioè meno 2 numericamente, ne hanno preso uno. Io lo davo per scontato, il difensore del Milan e il centrocampista della Juve erano le due cose certe, più il difensore del Napoli. Ecco, quindi andando avanti chiudiamo un po', poi ti chiedo, anzi facciamo in ordine. Allora, Inter, Buchanan, senza perdite a parte l'infortunio di Quadrado, voto al mercato di gennaio, gli diamo, non so. Ma io ti dico, ha fatto quello che serviva, si è rotto Quadrado, ha preso Buchanan, voto per l'infortunio. Buchanan non è solo al posto di Quadrado rotto, ma è anche perché Dumfries non rinnova, quindi un'anticipazione del prossimo mercato, perché poi ce l'hai pronto eventualmente per l'anno prossimo, si è già ambientato, quindi per l'impegno e la tempestività io do un bel 6,5. Io considero anche Taremi, perché la comunicazione ufficiale ormai veramente sono solo le visite, Zielinski magari con sono Taremi ancora... diamo 8,5 e Zielinski, scusa, no, però se io dico Zielinski sono ancora un po' prudente, Taremi meno prudente, e allora io Taremi, con Taremi più Canan, io ti do un bel 7,5, diciamo. Ah, grazie, oh, cioè in prospettiva, anche se non è giovane, ma hai fatto un colpo importantissimo, quindi mi è piaciuto l'atteggiamento, si è infortunato Quadrado su quel settore lì, hai preso Buchanan, quindi sono proprio contento, quindi 6,5, 6,75, più se arriva con Taremi 8 anch'io, dai, no, 8,5. Per quanto riguarda invece la Juve con Thiago Giallo, Alcaraz, poi è vero che si stanno muovendo per Cop Menes, però non possiamo mettere il voto alle intenzioni, perché se arriva un inglese e si prende, gli dà 60 milioni all'Atalanta, Cop Menes va alla squadra inglese. Non crea la Juve fino a 50 con contropartite, 50 con bonus, magari potrebbe anche arrivare. Se c'è Giallo, Alcaraz, poi chi hanno preso questi due qua? Hanno dato Hausen alla Roma in prestito, hanno preso un paio di giovani interessanti, un difensore e un centrocampista, Azic se ne parla molto bene, insomma si vede la mano di Giuntoli, c'è, io do 6. Con costi pazzeschi, costi così senza senso come ingaggio, invece voglia di andare anche sulle competenze, quindi su giocatori che possono crescere e alimentare anche un sottobosco, diciamo, di gioventù che può poi sostituire. Quindi io lo vedo questo tipo di voglia, poi anche questa guerra all'Inter aperta, che è giusto anche perché tu devi combattere chi è davanti a te, e quindi su Thiago Giallo hanno messo tutte le fiche che avevano. E quindi secondo me è un bel 7 pure alla Juventus. 7 anch'io, sì. 7 per questi due qua, sì. Anche perché bisogna vedere Alcaraz com'è. Quello Alcaraz può giocare un po' dappertutto, è un bel jolly. Gioca sì. Credo più una mezzala che può fare più, che era quello che lo voleva Allegri, più la mezzala che il mediano. Poi il Milan. Il Milan secondo me è la delusione, perché mi aspettavo
una mossa in difesa, invece è arrivato Gabbia di ritorno e Terracciano. Terracciano che può fare un po' un jolly, un po' tutto. Poi è anche vero che però ha difensori giovani e voleva Buongiorno, dice io prendo quello forte o non prendo niente, anche perché... Ma l'anno prossimo Michi Buongiorno al Milan? Ma Cairo per meno di 40 non lo vende, poi spera nell'asta e dall'Inghilterra, se fa bene agli europei potrebbe pure arrivare a 50 milioni, perché Buongiorno potrebbe giocare titolare nell'Italia. Sì, adesso sì, fa sì, male per un mese, terapia conservativa alla spalla, quindi il Milan ha Kalulu, Ciao, Tomori, quindi non è che ha difensori vecchi, però sembra non esserci quella voglia di andare a alimentare, dice il campionato è quasi impossibile. La Champions siamo usciti, l'Europa League se la vinci con quelli che hai, se no niente, e poi in estate bisogna vedere che strada si prende, Thiago Motta, Conte, rimane Pioli, se vince Pioli credo che siano veramente poche le possibilità di permanenza, anche se lo stanno un po' cuocendo a fuoco lento secondo me, in una maniera insomma... Ma è vero che hanno fatto qualcuno ha sentito un coro a Thiago Motta, quelli del Milan, domenica? Qualcosa del genere? Beh, sarebbe veramente frustrante. Ah, contro Thiago Motta, perché loro non lo vogliono come curva, perché lo vedono come un interista. Capirai. Interista. Allora, mentre Gaetano ci scrive, ma Carboni può essere considerato una punta tipo al posto di Sanchez la prossima stagione? Proprio sì, proprio lì. Nella prossima stagione sarebbe al posto di Sanchez. Sarebbe il vice di Turam? Il vice di Turam, sì. Okay. Stefano, attenzione, è saltato senza lei, è saltato a mezzanotte, siamo a mezzanotte 49. Che stai facendo? Notizie hai dato, eh? Dicendo minuto per minuto. Allora, quindi il Milan io gli do 5,5 per questo mercato, non mi è piaciuto, anche perché continuo a vedere questa, forse con Conte cambierebbe la musica, questa voglia di andare per forza sul giovane bello. Per me no, devi prendere quello buono, non quello giovane. Quindi, ho dei dubbi. Ma cambiato tanto, un po' di tempo ci vuole. Poi, vabbè, secondo me lì Pioli ha perso un po' la fiducia dell'ambiente. Cioè, sì, però se hai in difesa Kier, Gabbia, con tutti gli altri rotti, e a centrocampo non c'è uno che fa l'interditore, sono tutti registi, trequartisti, mezziali, offensive... E chi difende? Prendono 25 gol, il doppio della Juve e dell'Inter, 2,5 in più dell'Inter, 10-25. Cioè non è una difesa che può vincere il campionato per me. Loro hanno un obiettivo grosso che è l'Europa League, se si mettono seriamente, perché lì c'è il Liverpool, c'è il Bayer Leverkusen, c'è l'Atalanta. Ma secondo me Michi non la vanno a vincere. Questi possono farti la partita della vita come hanno fatto col Paris Saint Germain e dopo andare a Lecce, vincere 2-0, prendere due gol e rischiare di perdere 3-2. Non è una squadra continua, non ti dà quella sicurezza, quella tranquillità che invece quest'anno noi abbiamo. Ti mette 5,5. Allora l'Atalanta, alla fine Atalanta ha preso Ian in difesa, ha tenuto, credo alla fine Muriel sia rimasto, non so, si parlava ancora, ma adesso torna il Bilal Touré, qualche movimento in uscita perché aveva tanti giocatori in alcuni reparti. Per me l'Atalanta oggi è veramente una squadra che può vincere la Coppa Italia, vincere l'Europa League, arrivare quarta in campionato. Ovviamente tutte e tre è molto difficile. Potrebbe anche arrivare, che ne so, nelle due finali delle coppe, quinta per un punto in campionato, perché quando lotti per tutto poi alla fine puoi pure rimanere con niente. Però è una squadra, forse è addirittura più credibile di Roma e Napoli oggi, per profondità di rosa, per identità di gioco. È una squadra veramente una bella squadra. Si parla anche di Gasperini, che potrebbe essere all'ultimo anno, ma a me l'Atalanta piace anche come proposta di gioco, tra l'altro più 16 differenza reti. Cos'è? C'è un rumors, io non voglio dare notizie, lo sai che non me ne frega, però a Napoli. Napoli, bravo, è qualcosa di fondato? Sì, c'è secondo me la possibilità. Gasperini già negli anni scorsi ha fatto capire, inizia a essere un classe 58, sono 66 anni, voglio dire, non è che ci sono più chissà quanti altri treni che passeranno. È stato 8 anni all'Atalanta, secondo me lui vuole coronare un trofeo che possa far bene fuori da Bergamo. De Laurentiis è un presidente difficile,
però è anche un presidente che alla fine sono gli allenatori che si scocciano più che lui a mandarli via. Quindi se Gasperini dovesse avere poi pazienza, secondo me può pure fare un ciclo a Napoli, perché no? Cioè il Napoli è una società comunque sana dal punto di vista dei bilanci, adesso venderà Osimhen con 130 milioni e voglia prendere giocatori. Ecco, il voto al Napoli, l'Atalanta magari 6+, 6.5, il Napoli voto 5, perché ha preso... Ha preso Ngonge, ha preso Traoré, che deve ancora però riprendersi dall'infortunio, ha preso Dendonker, ha preso Mazzocchi e non ha preso il centrale. Cioè il Napoli in estate un solo giocatore doveva prendere, è passato l'inverno, ha perso 50 punti e non ha preso il centrale nemmeno d'inverno. Michi, che questo è il rischio quando ha un presidente che vuole fare tutto, cioè il problema è quello, anche secondo me. Ma ragazzi, ma cioè, il Napoli doveva solo dire sostituisco Kim, ha chiuso 80 milioni di attivo il bilancio, 80 milioni di attivo, 79 per la precisione, campione 80 milioni di attivo, quando loro hanno detto no, ma per Kilman ci chiedono troppo, oppure l'altro Danzo ci chiedono troppo, ma tanto cosa, tu hai chiuso a più 80, ti chiedono 40, perché sanno che tutti sanno che tu hai in mano il malloppo di Kim e sai che tra l'altro Osimhen probabilmente all'ultimo anno, ma se uno guadagna 2-3 milioni, cioè sono ingaggi sostenibili per te, ma anche 40-50, se un difensore è giovane tu sai che vale, li devi spendere, se no ti ritrovi che i soldi li perdi perché non vai nemmeno in Champions. E tanto dopo 3 anni lo rivendi, cioè lo rivendi se devi fare quei calcoli là. Ma vabbè, ma secondo ma me poi lui... vai a prendere Nathan, vai a tenere Juan Jesus, Ostigard, ma che difesa è? Ma che difesa è? Imbarazzante, sì. Voto poi... 5. Il Bologna, Sartori è il numero 1, a prescindere, voto 8, a prescindere. Adesso ha preso Castro, che non conosco, ma secondo me è forte, perché l'ha preso Sartori. È veramente geniale, ha fatto lui tanti anni del miracolo Atalanta, adesso farà anche il miracolo Bologna, e ha preso Castro perché? Perché sa che Zirkzee se ne va, e quindi adesso vedremo. Se va Zirkzee, resta in Italia secondo te o va in Si parla che Thiago Motta se lo vuole portare dove andrà, quindi gli ha chiesto di aspettare, poi bisogna vedere, il Bayern Monaco 40 milioni lo può riprendere, ma non credo che alla fine lo prenderà con Kane, quindi vediamo dove va Thiago Motta. E loro hanno preso Kane, scusa, questo qua, questo è completamente diverso da Kane. Sì, è più, cioè questo è più punta, è meno punto, sembra quasi un 10 che porta via tre giocatori, ti crea spazi clamorosi, cioè, sembra quasi, diciamo, l'interpretazione del falso 9 alla Totti con Spalletti, diciamo. Fisico straripante, non lo tieni, ti va via dribbling, cioè scatto, ragazzi, poi ha avuto lo scatto quando se n'è andato Arnautovic, era quasi depresso perché lui si vedeva come un titolare ma non vedeva spazio, è andato via Arnautovic e finalmente è scattato qualcosa perché si ritrovava titolare. Poi attenzione perché è tornato Jens Odgaard, ve lo ricordate Odgaard, l'uomo dei derby primavera? A me piaceva tantissimo, lo vedevo un simile alto belli come caratteristiche, e quindi sono molto curioso di rivederlo in Italia dopo essere andato alla Z. Quindi Bologna sempre interessante. La Lazio doveva prendere un'ala stasera col Fenerbahce, è saltata all'ultimo momento perché anche lì avevano problemi di pagamenti arretrati, quindi niente. La Fiorentina, Belotti... Hanno preso un altro Beltran praticamente che non vede mai la porta, cioè, secondo me è meglio Beltran, cioè, è meglio Beltran, esatto. Secondo me loro sono specializzati a prendere punte che non segnano, esatto, la loro caratteristica è quella di non segnare, difendono palla, fanno salire la squadra, prendono i falli. L'anno scorso avevano Jovic che non segnava mai, Cabral che non segnava mai, poi ha iniziato a segnare in Coppa, poi hanno preso quest'anno Nzola, che non c'entra niente con una squadra che vuole giocare come gioca italiano, secondo me, e Beltran, che secondo me può diventare, però è ancora acerbo, un talentino, un po' acerbo. E poi adesso Belotti, che è un altro che la porta, veramente sono 2-3 anni che non la vede. Sì, più. Non la vede proprio, ce l'ha in cameretta. Manchester United ha vinto 4-3 al 99esimo. In Inghilterra si gioca il campionato, Liverpool in testa, Manchester United che vince al 97esimo con Mainu dopo che aveva subito il 3-3 al 95, mamma mia, pensa un po', allora 1-0 Rashford, 2-0 Højlund,
poi rigore al 71esimo, 2-1 in casa il Wolverhampton, poi 1-3 McTominay al 75esimo, tu dici è finita, al 75esimo 1-3, all'85esimo l'abbiamo nominato Kilman che doveva andare al Napoli, 85esimo 2-3, al 95esimo Neto 3-3, al 97esimo Mainu 3-4. Pazzesca partita tra Wolverhampton e Manchester United. Manchester United che ha ripreso Onana in porta, che è uscito col Camerun. Quindi altri tre gol presi dal povero Onana, che è stato pure ammonito. Mamma mia, che sciagura. Ha perso anche il posto in nazionale per il cugino. In nazionale ha litigato di nuovo con Eto'o. Allora, il Manchester United... Michi, ma Baldanzi, abbiamo dimenticato la Roma, Baldanzi? No, ma infatti ci sta arrivando, aspetta. Okay. Manchester United ha preso gol fatti e subiti, stavo cercando di andare. Allora, 35 punti, 11 vittorie, 9 sconfitte, 28 gol fatti, e 32 subiti, cioè c'ha più gol subiti che fatti il Manchester United. Incredibile. Onana, ma un po' che sfiga, poverino. Però come fai? Cioè, anche a me, ma andare veramente oggi come oggi, vai chi è che andrebbe mai a Manchester United? Vai solo per i soldi se ti vai. Ma che schifo. Adesso hanno preso questo nuovo proprietario al 25% che ha potere operativo nella parte sportiva, vediamo che cosa fa. Correa può tornare, mamma che mi ha rovinato la serata, mannaggia. Correa può tornare nel senso che se sì. Il Marsiglia che ha buttato via c'ha la miseria. Due partite, l'ultima 2-2 in 11 contro 9 col Monaco in casa, è entrato pure Correa che è tornato all'infortunio al 78esimo, niente da fare, 2-2, sono lì a 6 punti dal terzo posto. Dal famoso terzo posto che dà i gironi di Champions, il quarto da soli preliminari, quindi non c'è riscatto obbligatorio. Marsiglia settimo a 29, al terzo posto c'è il Brest di Satriano, che a Parigi perdevano 2-1, prima 2-0, poi 2-1, Satriano entra, fa un bellissimo assist, non l'avevo manco riconosciuto, con i capelli ossigenati, se ne va sulla sinistra, supera l'uomo, assist, gol di tacco al centro aria, 2-2 a Parigi, e il Brest sale a più 6 sul Marsiglia. Vediamo. Se lui ritorna a Milano, facciamo che non si qualifica al terzo posto, e non vuole andare via, cosa cambia sullo scenario nostro? No, non vuole andare via, non esiste. Come tu. Se tu vuoi, se tu non mi vuoi qua, io non ci sono. Hai capito? Se questo ha un contratto e dice io rimango a Milano, facciamo. Non lo dice perché lui a Milano aveva la fiducia di Inzaghi all'inizio. A un certo punto ha visto che anche lui si è arreso, nel senso che ha preferito Sanchez, giustamente, io sottolineo, giustamente, l'anno prima è stato fatto un errore. Perché l'anno prima, se l'Inter non avesse dato la buona uscita a Sanchez e dava Correa in prestito in Spagna, avrebbe risparmiato più soldi, perché l'ingaggio di Correa, pagato da una spagnola, che era disposta in prestito gratuito, dopo il primo anno di Inter, non dopo il secondo bruttissimo, dopo il primo, prestito gratuito in Spagna, dove lo conoscono, aveva giocato al Siviglia, eccetera, eccetera, la buonuscita di Sanchez era inferiore all'ingaggio di Correa. Cioè quello che l'Inter ha guadagnato al netto della buonuscita. Quindi, secondo me è stato un errore, perché Sanchez l'anno scorso ha fatto vedere che stava ancora bene. Correa l'anno scorso ha fatto di gol, Marsiglia, cos'è? Che ha fatto 18. Correa no, non può tornare, può tornare nel senso che non lo riscattano, ma poi torna per essere piazzato. Ok, ma facciamo, tu non vuoi giocare al mio gioco, nel senso che se questo decide di rimanere, cosa succede nello scenario ipotetico? Che c'entra, può decidere di rimanere quando può, ma non decide di rimanere, perché già quest'anno ha accettato il Marsiglia, non è che ha accettato il Real Madrid, quindi l'anno prossimo che avrà un ammortamento ancora più basso, parliamo di 8 milioni e mezzo, cioè se ti danno 9 milioni l'Inter fa la plusvalenza, quindi è un giocatore che non è che devi pagare tantissimo per prenderlo, e l'Inter lo darà, perché l'Inter... Poi aspetta, perché dipende da Valentin Carboni che cosa fa quest'anno, perché ci può essere pure lo scenario in cui tu vendi Arnautovic
Sanchez non rinnova, Valentin Carboni non cresce e sei ancora con Lautaro Turan, Taremi e ti manca un quarto, non voglio dire che il quarto è Correa, però aspettiamo per vedere anche la crescita di Valentin Carboni, che mi auguro possa continuare così. Allora, andiamo a vedere le prime pagine dei giornali. Speriamo che rimanga, va. Perché se quindi la Roma, no, aspetta, non abbiamo detto poi la Roma, sì. Con Angeligno, il terzino sinistro, sì. E Baldanzi come alternativa a Dybala. Non mi dispiace come si è mossa la Roma, anche se secondo me la cosa assurda che ha fatto la Roma è cambiare allenatore. Cambiare allenatore, tu hai un allenatore che puoi tranquillamente adesso, secondo me Mourinho non è che il gioco di De Rossi ha vinto le due partite, il gioco di De Rossi, abbiamo visto il Verona che ha sbagliato rigori, occasioni, alla Salernitana assedio negli ultimi 15 minuti poteva pareggiare. Tu avresti tenuto, se fossi stati i Freakings, avresti tenuto Mourinho? Allora, no, io avrei tenuto Mourinho, i Friedkin non l'hanno tenuto perché sono i Friedkin e perché hanno fatto fino all'ultimo, insomma non sopportavano più alcune uscite, alcune sparate, però io avrei, visto che loro non hanno parlato mai, sono 3 anni, nessuno sa la voce dei Friedkin, avrei continuato a fare buon viso a cattivo gioco perché Mourinho aveva una grande voglia di provare a fare di nuovo la finale di Europa League, di arrivare quarto, e poi certo è difficile andare avanti con un allenatore come Mourinho a scadenza, però rispetto a De Rossi non c'è paragone come esperienza, come gestione di una partita, se fa un quarto di Europa League, una semifinale. Mourinho, io non ho visto bene le partite di De Rossi, però... il primo tempo col Verona benino, capito, ma con Mourinho non facevano tiro in porta questi, ma non è vero, se vai a vedere le statistiche quest'anno la Roma è migliorata in tutte le cifre della fase offensiva, compresi i gol, era il terzo attacco, tiri, eccetera. Ma era strapeggiorata nel bunker difensivo. Ma perché? Perché Smalling non c'era più, perché Di Casa è andato in Coppa d'Africa, Mancini, poverino, doveva giocare tutte le partite, era rimasto solo lui, Hausen è stato costretto a farlo esordire. Cioè, secondo me adesso De Rossi ha giocato col Verona e la Salernitana, ma la difesa ovvio. Se devono cambiare, hanno scelto un momento migliore perché ha 3 partite facili, però bisogna vederlo dopo. Appunto, l'hanno fatto fuori perché non lo sopportavano più, perché se no gli avrebbero rinnovato il contratto e non glielo volevano rinnovare, però a loro non piaceva questo, loro non parlano mai, e invece Mourinho è uno che voleva altri che si lamentassero per lui quando gli arbitri non andavano bene, la gestione di alcune situazioni con l'esterno, quindi sei d'accordo che però in campionato hanno approfittato nel momento peggiore per mandarlo via. Sei d'accordo però che in campionato nell'arco di tutta la sua esperienza abbia un po' deluso, a parte le coppe, che comunque ha vinto una coppa. Sì, per carità, uno ha fatto una finale. Nel senso che le coppe incidono quando hai una rosa molto limitata come profondità e qualità. E Dybala che non sai mai se c'è o non c'è, Pellegrini ha avuto 1000 infortuni, che erano i 2 giocatori più qualitativi. Se vai avanti il giovedì fino a maggio, il Liverpool di Klopp arriva 8° quando fece la finale di Europa League, il Siviglia tante volte in campionato, è difficilissimo arrivare quarti in Italia con la rosa della Roma. L'Inter l'anno scorso ha fatto fatica in campionato, è arrivata in finale di Champions League, il ragionamento non fa una piega. Però diciamo che a Roma si aspettavano un po' di più, ecco, quello sì. Però vabbè. Sì, però hai visto che razza di ambiente è riuscito a creare? Tutto. Mamma mia! Fatti. Sì, quello sì. Quello sì, ho visto. Cioè proprio, si erano coesi proprio. Ma infatti fino all'ultimo sono stati tutti dalla sua parte. C'è stato anche gli striscioni che l'hanno criticato. Gli striscioni a Roma-Verona sono stati commoventi. Sì, sì. Vabbè, ma lui lo conosciamo meglio di tutti. Cioè, insomma, lo conosciamo prima di tutti quanti in Italia. Quindi io lo ricordo, il suo ricordo ce l'ho quegli anni là. Il Mourinho di adesso, ti dico la verità, a mio gusto non mi piace più come si espone più di tanto. Forse perché non è coperto mediaticamente come lui voleva dalla società, non lo so. Ma anche perché quando ti esponi per la squadra, diciamo che tua... E lo vedi come il condottiero, quando invece lui che utilizza tutti i giochini anche mediatici per portare l'acqua anche contro di te, perché Inter Roma è stato romanista, e lui, ripeto, ci sono tanti che ancora non hanno capito e dicono che paraculo, che è solo strategia.
lui l'ha detto, quando vai in un club ti devi mettere il pigiama di quel club, nel senso che cosa devi essere della squadra, sì, no, ma anche capire quel club com'è, le dinamiche del club, esatto. Capito? Mentre Conte, quando è venuto all'Inter, diceva il contrario, che si rifiutava, non gliene fregava niente di capire, quando dicevano ma sì, ma tu hai dato questo all'Inter, lui diceva sempre io ho dato all'Inter questo, dice l'Inter cosa ha dato a te, gli chiedemmo una volta, e lui non sapeva rispondere, cioè capito, non era proprio predisposto, cioè no, niente. Quando l'Inter è andata in finale col Siviglia, ha detto che il Siviglia aveva una storia, mentre l'Inter no, come finali europee, quando lui era la prima volta in vita sua che faceva la finale, e nel Siviglia c'erano solo due giocatori che avevano fatto la finale, sì, d'Europa League. È un allenatore che ha abbastanza contraddizioni, sono d'accordo. Sì, cioè, sì. Mourinho un errore mediatico del genere non lo farebbe mai, oppure quando mette i giocatori davanti nei festeggiamenti, quell'altro dice che dedica lo scudetto a se stesso. Vabbè, lasciamo perdere. Sì, sì. Allora, prima pagina della Gazzetta dello Sport. Zelischi dopo Taremi, l'Inter avvisa il Napoli, a luglio sarà suo. Vedi, quindi c'è il secondo avviso, visto che siamo entrati a febbraio. Quindi Klassen via, diciamo che si gioca il posto con Miki. È tanta roba, oh, ragazzi. Mkhitaryan e il bambino qua. Bene, direi. Barella, Frattesi. E tanti saluti a chi rosica, a chi parla di fallimenti. Guarda, ti faccio vedere quello che dice Acerbi. Non era scontato, perché sembra che l'Inter di quest'anno, no, dice, è sempre stata in finale di Champions. L'Inter ha perso Sommer, tre no. portieri. Ha preso. Sommer ha perso Onana, tre portieri. Uno era anche, diciamo, un leader dello spogliatoio come Handanovic. Skriniar, che l'anno scorso c'è stato o non c'è stato, ma comunque... Benji, abbiamo Benji, non l'interista. Avanti. Pronti via. D'Ambrosio, che era anche importantissimo pure lui. Bisteccone, avanti. Gossens, Brozovic, Dzeko, Lukaku. Ce ne ho nominati alcuni, ma pesantissimi. Se vedi a sinistra, a parte Quadrado, li hai indovinati tutti. No, Arnautovic non sta facendo bene. Ma a parte Arnautovic, Klassen che stiamo vedendo poco, Quadrado che si è infortunato, su 12, 8-9. 8-9, cioè sono tantissimi, ma Sommer record, Pavard che ormai è inserito, Bissek che ti fa sentire sicuro quando gioca, Carlos Augusto, Frattesi sempre più inserito, Thuram strepitoso. Ragazzi, ma c'è struttura, la dirigenza, c'è struttura. In più, in questa roba qua, metti al posto di Klassen Zelischi, al posto di Arnautovic Taremi, cioè i due che non tanto hanno funzionato li sostituì. E Sanchez, possiamo pure dire, Sanchez Valentin Carboni, perché ha ragione l'amico che scriveva prima, sì, Valentin Carboni andrebbe a prendere quella casella. Quindi io veramente vedo progettualità chiara. Non ti domando neanche, visto che vedi progettualità, cosa ne pensi, che adesso stiamo arrivando vicino a maggio. Quella è una domanda seria, perché cioè, non si può dare per scontato. Cioè, allora, l'intenzione, io qua sono stato sempre il primo quando tutti gli espertoni dicevano che l'Inter finiva ad Octree, ho sempre sostenuto che il rifinanziamento era l'obiettivo di Zhang, ma l'ha detto e fatto capire in lungo e largo, anche segnalando però che ha provato a capire se si poteva vendere il club a prezzi veri, però ha provato a vedere, a sondare, non c'è stata una vera offerta, a quel punto non ha rifinanziato perché i tassi erano alti e quindi ha atteso tempi migliori, adesso è il momento in cui la devi fare per forza perché sta arrivando la scadenza. Quindi secondo me ad oggi, poco alla volta, tutti lo stanno anche iniziando a scrivere, anzi lo iniziano a dare per scontato, e io qua ricambio, hai visto come quando si fa la Coppa America con le due barche che si... affiancano, dici? Affiancano e c'è la strambata, la virata, sì. La strambata, e c'è uno che va a cercare il vento da un'altra parte e quello che lo cerca dall'altra. A me non lo so se è un ingrato compito di avere un parere, diciamo, diverso dalla maggioranza, ma oggi che stanno tutti andando verso, no, ormai è scontato, di finanzia, l'ha detto, ma perché così? Io invece oggi dico che bisogna comunque stare molto attenti, perché è un'operazione abbastanza
diciamo, delicata per la cifra che si sposta, perché una cosa è rifinanziare con Oaktree, una cosa è con un nuovo fondo. Quindi l'intenzione è quella, sicuramente l'intenzione è quella, però per poter dire lasciamoci andare con l'entusiasmo di progetto Marotta Ausilio, progetto Stadio Rossano, la squadra che prosegue su una filosofia, perché tu di uno può dire ma perché se se ne va Zang cosa cambia, alla fine i ricavi sono quelli. No, abbiamo visto dai dirimpettai cosa cambia. Se ti arriva a gestire un fondo americano, può benissimo dire a me non me ne frega niente che tu devi trattenere Skriniar, che tu devi andare su Zelischi perché ti piace Zelischi che ti fa vincere il campionato, su Taremi. Tu mi vai a scovare un bel attaccante diciottenne, mi garantisci il quarto posto, perché io dopo l'attaccante diciottenne possibilmente mi deve diventare uno da 100 milioni con cui io posso fare plusvalenza e poi mi rifai il giochino l'anno dopo. Cioè, gli americani ad oggi, tante proprietà americane ragionano senza cultura calcistica. L'abbiamo visto in modi strani, diversi, a Roma, al Milan, squadre che sono andate in Serie B, Parma, Spezia, altre. Quindi io sono contento, per come dice Marotta, con questa proprietà, con tutti i problemi che ci sono stati post-pandemia, perché so che lasciano gestire al dirigente esperto la strategia dentro i paletti. Se arriva un'altra proprietà non si sa, a maggior ragione se è un fondo speculativo è peggio sicuro. Però stanno lavorando bene, cioè per il futuro è anche bene, capisci? Cioè, quindi ti fa ben presagire, loro sanno già tutto, cioè, per noi, almeno io non posso sapere niente, posso presumere e sperare. Loro sanno già tutto, loro stanno lavorando, Zielinski, Taremi, non ti vendono coso, come si chiama? Però dico, Alessandro, se arriva il fondo speculativo, il fondo speculativo può pure dire tu hai vinto lo scudetto, hai fatto il qua, facciamo lo scenario bello, che questa stagione finisce con lo scudetto un quarto di Champions. Hai vinto lo scudetto, hai vinto due trofei, hai fatto il quarto di Champions. Tu hai chiuso a meno 85. Chi te l'ha detto che devi fare il rientro graduale? Mi fai il pareggio di bilancio, per me il quarto posto è sufficiente, c'è la squadra scudetto, ti dico che mi basta il quarto posto, quindi inizi a fare pareggio di bilancio subito. Quindi va bene Zielinski, va bene Taremi che l'hai già presi, ma mi cedi, anche se non c'è la grande offerta, mi porti a casa 100 milioni dalle cessioni, senza reinvestirli, perché voglio fare il pareggio di bilancio subito. Mentre l'Inter, questa attuale proprietà, ha chiuso un settlement agreement per fare il pareggio di bilancio fino al 2026-27, in modo graduale, per avere come primo obiettivo la competitività. La competitività, sì. Cioè, a Redbird Cardinale dice che vuole vincere la Champions, ma la vuole vincere e prende il giovane, e ha smontellato la squadra. Tonali, che si, vabbè, lì c'era Elliot, ma Elliot sempre fondo, no, blu. Quello che batte i rigori, quello che sa battere i rigori. Il Milan poteva avere Çalhanoğlu, che si Bennacer, e Tonali, con l'attacco Leao, Giroud, Pulisic e la difesa un po' più giovane, e invece no. E se spendevano di più magari prendevano anche Thuram, Michi, perché comunque potevano fare altre scelte, non le hanno fatte. Quindi lunga vita ai fondi, agli altri, e lunga vita invece ai dirigenti che possono lavorare, perché non è un caso che la Juventus si sta rimettendo in piedi, perché hanno preso un dirigente. L'anno scorso ci avevano gli avvocati, i commercialisti, Paratici Show, dopo Marotta non si è capito più niente, che era un direttore sportivo alla... Un po' anche al Milan ci sono tutti questi bravi a scegliere i giocatori, ma scegli i giocatori. Ma non è che tu scegli i giocatori e giochi a mettere... A puzzle. Cioè, devi creare un tipo di ambiente. Se ci sono troppi infortuni devi capire la motivazione, cercare di aiutare l'allenatore, devi trovare la quadra, amici, il balance, cioè, oggi all'Inter c'è un gruppo granitico, perché anche il discorso di Lautaro, gli viene riconosciuto il suo ruolo, cioè l'Inter lo vuole accontentare, non è che sta dicendo, per esempio De Laurentiis dice che Kvaratskhelia guadagna 1,2, vuole 2,5 o vuole 3 o vuole 4, dice ma ha un contratto fino al 2050, perché gli devo fare l'aumento?
E ho capito, ma il giocatore dopo, se non gli viene riconosciuto mai quello che fa, non gioca più come prima. Sì, sì. Quindi voglio dire, cioè, l'Inter ha aumentato l'ingaggio a Bastoni, ha aumentato l'ingaggio a Çalhanoğlu, ha aumentato l'ingaggio adesso a Lautaro tra poco, Di Marco. Dumfries ha detto no perché riteneva che fosse troppo alta la richiesta. Quindi, comunque erano disposti ad aumentarglielo, a ritoccarglielo in su, però anche sì, troppo. All'altezza di Marco, sì, ad altezza di Marco. Poi attenzione sempre alle famose offerte di quei 7 club che abbiamo detto. Se arriva un'offerta di uno di quei 7 club per uno dei big dell'Inter, lì se convincono il giocatore e tu non puoi arrivare a quella controfferta sull'ingaggio, devi essere bravo con i contratti lunghi che hanno a fartelo pagare così tanto da sostituirlo e mettere a posto una parte di passivo con quel tipo di offerta che ti fanno. Quindi secondo me, per dire, Barella vale 100, Lautaro vale 150, Bastoni non so quanto può valere. Chi sei più preoccupato tu? Io per Lautaro. Çalhanoğlu sono preoccupato. Abbia, dici? Sì, perché gli arabi l'anno scorso a fine agosto lo volevano e sono, diciamo, di solito tornano con Lukaku, ci riproveranno, con Mourinho ci riproveranno e anche con Çalhanoğlu ci riproveranno. Non vorrei che l'Inter quest'anno, se dovesse Çalhanoğlu sentirsi appagato, gli offrono 40-50 milioni all'anno, dice sai che c'è, ho 30 anni, ho vinto, mi sono tolto lo sfizio che volevo con l'Inter, però lì bisogna essere bravi, attenzione, perché gli arabi poi fanno queste offerte irrinunciabili al giocatore e a volte offrono molto meno per il cartellino. Come hanno fatto con Brozo. Però a differenza di Brozovic, qui è una situazione molto diversa, cioè l'Inter ha un contratto lungo, un giocatore che è centrale nel progetto, quindi comunque vediamo se arrivano questi tipi di offerte. Ad oggi non ci sono queste offerte. Lì è mezzo prende Ciala all'Inter, sì, no? sei e qualcosa, sì. Ma ti rischi dopo Taremi, a luglio sarà tuo, sono... Laurenti. Attaccano la società per i pochi soldi che ha preso per Brozovic, 18 milioni, ma se nessun altro ha offerto quelle cifre lì e se il giocatore è stato ricoperto d'oro, come puoi fare? O non glielo dai e ti tieni un 31enne in casa? No, ma l'Inter voleva anche risparmiare sul monte ingaggi, aveva l'ingaggio più alto dell'Inter e oltre ad avere l'ingaggio più alto faceva da tappo ad Aslani, che volevi fargli fare il vice. Çalhanoğlu era diventato regista, l'abbiamo visto tutti che era regista, mentre l'anno prima non era regista Çalhanoğlu. È stata fatta un'operazione sontuosa, secondo me, cioè anziché vederla sempre. Laurentiis pensa di escludere Zielinski dalla lista Champions. Pensa a te. Attenzione a questa cosa qua, perché col Barcellona, insomma, è un po' ripicca, sarebbe, mi spiacerebbe per il giocatore. Verso la Supercoppa, la super sfida, chi fermerà Thuram, Rabiot, ago della bilancia, qui si decide lo scudetto, un po' quello che hai detto tu su Rabiot, che può essere. Ah sì. È quello, il giocatore da attenzionare maggiormente. Anzi, ho indovinati tutti e due, Thuram, Rabiot. Sì. Wow, non l'avevo letto, giuro. Lo metto anche in grafica, così da casa si studiano un po' i duelli. Poi vediamo il resto della prima pagina, perché ovviamente fa molto discutere Hamilton alla Ferrari dal 2025. Io non più di tanto non seguo, non mi piace la Ferrari. È stato ufficializzato, clamoroso, Hamilton alla Ferrari dal 2025. Ecco, a 40 anni, giusto? Arriverà la Ferrari che ha 40 anni, ha vinto 7 mondiali, mi pare, no? Sì, sì, 7 mondiali sì, ma non credo 40 anni. Allora, aspetta, però ti dico, l'età è un 85, ah sì, in effetti. 40 anni. È proprio 85, 7 gennaio, quindi precisamente 40 anni. Wow. Facevo più giovane Hamilton. Allora, nasce il team dei sogni, 80 milioni all'anno per due superpiloti, 7 volte ridato, chiuderà a Maranello. Il cavallino sia all'altezza di Lewis, il commento, poi perché con Leclerc è già derby, e poi torniamo però al calcio, diamo i voti al mercato, un po' come abbiamo fatto noi, Juve sbarcato Alcaraz, il Toro chiude col Tris, ovviamente sempre sulla Gazzetta dello Sport, editore Cairo, c'è sempre il Torino con un occhio particolare. Corsa al quarto posto, un Belotti in più a Firenze, scatto Roma con Baldanzi, l'anticipo di A
i viola a Lecce, e quindi già stasera riprende il campionato. Vediamo il Corriere dello Sport, a parte Lewis in rosso, cosa dice sul derby d'Italia. Lezione... Dopo il derby d'Italia, domanda, andiamo a Roma, con la Roma a giocare? Sì, sabato. Ok. Ti metto il un po' di calendario prima di tornare, eccolo qua, alle prime pagine, con questi punti che si stanno dipanando. 51, Supercoppa 54, l'Inter ha vinto a gennaio tutte e cinque le partite in calendario, le due di Supercoppa, Verona, Monza e Fiorentina. La Juventus, dopo aver vinto in Coppa Italia, poi Sassuolo, Lecce, l'Empoli, ha pareggiato, e quindi 49, 52, 53. Poi la Juventus avrà Udinese e Frosinone in casa, Verona fuori, l'Inter avrà Roma e Lecce fuori, Salernitana e Atalanta nel recupero in casa, oltre all'Atletico Madrid. A lezione da Max, la lunga vigilia di Inter-Juve, Allegri tiene il rapporto in bianconeri. Faccia a faccia di un'ora e mezza, siate forti, è l'occasione che aspettavamo, avrebbe detto Allegri alla squadra. Rientra Rabiot, Yıldız affiancherà Vlahovic, quindi per il Corriere dello Sport è più Yıldız. Anche secondo me. E intanto arriva Alcaraz. Arriva Alcaraz, Inzaghi con la squadra tipo, tornano Çalhanoğlu, Barella, Acerbi e Di Marco, quindi i quattro cambi che ci aspettiamo tutti e che abbiamo visto anche qua nel giochino dell'uno contro uno. Eccolo qua. No, anzi, mettiamo questo dove c'è anche il ballottaggio, con Chiesa, Yıldız da una parte e Darmian Dumfries. Che poi c'è il ballottaggio perché semplicemente Chiesa non sta benissimo, perché sennò era Chiesa. Esatto, esatto. Allora, i nostri voti al mercato d'inverno, secondo il Corriere dello Sport, Roma da 7,5, Juve un 6,5 e stay al Napoli. Ovviamente l'Inter se ne dimenticano come sempre. Anche Bologna, Frosinone e Monza tra i club più attivi. Verona, shock, ha cambiato pelle. Sì, il Verona ha preso 40 milioni dalle cessioni. Lazio sfuma anche Kent, Lotito a mani vuote, salta nei minuti finali l'arrivo dell'esterno inglese del Fenerbahce, poi Salernitana scatenata, Sabatini show, quattro colpi, Weisman, Gomis, Vignato e Pellegrino, i regali per Inzaghi, Pippo Inzaghi in questo caso. E poi rinforzo per il Cagliari, Ranieri, arriva anche Gaetano, e qua mi viene da riprendere la battuta dell'amico e collega Tancredi Palmeri che dice: se da Ranieri arriva Gaetano e prendono pure Mina, sono pronti per Sanremo. Non solo Gerry Mina, preso il talentuoso centrocampista del Napoli, quindi Mina e Gaetano da Ranieri. In effetti, come fai a non fare la battuta? Per farti viene spontaneo. Allora, chiudiamo con Tutto Sport, vediamo se gli danno 10 alla Juventus come al loro solito. 10 e mezzo. No, allora, il baronetto rosso per quanto riguarda clamoroso Sir Hamilton alla Ferrari dal 2025, poi a San Siro spallate da scudetto. Ecco qua, San Siro spallate da scudetto. Mamma, che partita domenica, ragazzi. Tu sei in trasmissione, Michi? Eh sì, come sempre. Adesso faccio le telecronache. Allora, Barzagli esclusivo a San Siro spallate da scudetto. Dice Barzagli: Inter Juve non deciderà nulla, ma sposterà gli equilibri. Chi vince decolla. Il vabbè. Pari meglio per Max, quindi Inzaghi vuol dire che decide, non decide nulla, decide come per la partita, dai, non diciamo che Inzaghi ha una rosa un po' più forte, bravo Allegri a stargli addosso, Yıldız è un gioiello, inventa cose geniali, Acerbi è al top, Bastoni può ancora crescere. Chi è questo che parla? Barzagli. Ah, okay. I nove scudetti o nostalgia del primo ha innescato il resto. Inter Juve dei bilanci, ecco chi sta meglio. Vabbè, l'ultimo bilancio, la Juve meno 123, l'Inter meno 85. E non abbiamo preso i soldi di Digital Beats. Di Digital Beats. Poi abbiamo detto del baronetto rosso, Lewis lascerà la Mercedes per affiancare Leclerc, 11 anni meravigliosi con 6 titoli mondiali, ma era il momento per questo pasto. Il Dream Team fa sognare i tifosi. Ah, sei tu oggi che Michi in trasmissione gli hai detto come Battistuta quando è arrivato all'Inter? È vero, è vero.
Sì, perché hanno scritto di Batistuta? No. No, no, no. Mi è venuto in mente oggi che ho visto un pezzo della live. Sì. Poi Sinner è la squadra che ha trionfato in Coppa Davis da Mattarella, campioni d'Italia, emozione e sorrisi al Quirinale. Yannick, il presidente, conosce la storia del tennis meglio di me. Quanto affetto per Berrettini. E poi il mercato si chiude con un arrivo a sorpresa al Torino. Kavic, l'ultima scommessa, Toro, il ventenne attaccante esterno in prestito dalla Stella Rossa. Già superata quota 22.000 per la Salernitana, pubblico boom, quindi il Torino insomma nelle ultime partite ha fatto dei risultati buoni e quindi magari c'è la risposta, la risposta. Allora, in Inghilterra intanto le prime pagine sono soprattutto su questo mercato, what a shot, Rash, tutto su battute, giochi di parole su Rashford, Rash back on the lash, qua, tutto scatenati, Rash back on the lash. Poi horsepower per quanto riguarda anche di Hamilton, ovviamente in Inghilterra, ecco qua, si parla del cavallino anche rampante oltre a Rashford. Andiamo a vedere, ecco, Hamilton anche biggest transfer in Formula 1 history, Formula history, trasferimento record, 40 milioni di pound a stagione con la Ferrari. E poi andiamo a vedere anche un po' in Spagna, perché Vitor Roque ha deciso la sua prima partita nell'1-0 nell'ultima partita e quindi vanno a elogiare l'acquisto del Tigrigno, come lo chiamano. Ah, a proposito del Tigrigno, lo sapevi che in Portogallo, aspetta, devo andare a recuperare perché il Tigrigno è Vitor Roque, mentre Taremi in Portogallo lo chiamano, allora, eccolo qua, Obichigno. Obichigno, il piccolo insetto, perché è spigoloso, tignoso e combattivo. Dai, avanti, avanti. Obichigno. Obichigno, madonna mia, Obichigno. Obichigno, no, che sta per arrivare. Non mi piace, però il piccolo insetto non mi entusiasma, dobbiamo trovare un nome più bello. E poi eccolo qua, Lewandowski. La zanzara, tipo... la zanzara è bello zoglu, perdi la cispa. Cos'è che ha perso? Ha perso la cispa, dammi sì, vediamo un po'. Vediamo la scintilla. No. In effetti Lewandowski si vede che sta iniziando un po' un calo. Sì, dammelo a me, però io lo vorrei tanto. Lo vorrei adesso, in questo momento. Anche qua, 36 anni. A voglia. E gli do. Il Real Madrid batte il Getafe e mette pressione al Girona. Chi vince la Liga quest'anno? Ma secondo me il Real Madrid. Anche se in effetti questi qua stanno facendo veramente miracoli con l'allenatore, con Mitchell, eccolo qua, Ostelu alla cabeza, alla cabeza. Primo posto di nuovo per il Real Madrid che mette pressione, Hamilton se ne va alla Ferrari e poi Bichigno. Marco Elzirota dice che Bichingo vuol dire animaletto. È piccolo insetto, animaletto è già più bello. Esatto, cioè per quello ti dico, speriamo sia così, piccolo insetto veramente. Eccolo qua, lui invece che fa riaprire le speranze, Vitor Roque. Vitor Roque, sapete che l'eredità di Xavi sarà pesante. Allora vediamo se io mi sono fidato della traduzione, ecco, animale domestico, scrivono qua su la traduzione di Google, Bichigno. Quindi non si sa, è un ibrido. Eh no, però vedi, se vai a vedere tutti i significati, animale, bestia, creatura, cucciolo, animaletti, dipende nel contesto dove lo metti, Michi. Insetto, tarlo, pollo, mamma, tarlo. Dio, oh, no. Pollo. Dipende no. In che contesto della frase lo metti, in che... No, ma scusa, ma... animaletto e cucciolo, mi spieghi che cosa c'entra? Invece lì era spiegato nell'articolo della Gazzetta, lo chiamano Bichigno perché... Infatti, tra i vari significati c'è insetto, perché come un insetto dice, ronza, devi andare fastidio. Sì. Tra l'altro,
ti dico la verità, non è la caratteristica che a me viene in mente se penso a Taremi, perché lo vedo uno che fa anche assist. Ma lui è un po' un Dzeko, no? Esatto, sì, può fare la prima e la seconda, sì, è più, è vero, è più un Dzeko, magari è ancora un po' più... Sì, è più un Dzeko, un Cruz, roba così, no? Che bello che era Cruz, il giardiniero adesso, eh? Sì, mamma mia, che bel giocatore che era, elegante. Allora, abbiamo visto la fede anche che hanno a Barcellona per l'ultimo acquisto brasiliano. Io continuo a dire la risposta dell'Inter è Valentin Carboni, ma attenzione perché l'Inter ha tanti giovani. Quando scrivono della Juventus che ha i giovani e l'Inter che ha l'instant team, l'Inter ha nell'Under 21 sono tutti interisti, o ex interisti o attuali interisti o interisti che sono in prestito, tipo Oristanio, Sebastiano Esposito, Francesco Pio Esposito, 18enne titolare, sia nello Spezia che nella Primavera, lo stesso Zanotti che è andato al San Gallo, potrebbe essere all'Inter l'anno prossimo, abbiamo visto Akin Zammiro, Aleksandar Stankovic, che sono spesso aggregati a prima squadra, Fabian che l'Inter può prendere nel 2025 a 12 milioni, lo stesso abbiamo detto di Stankovic, Akin Zammiro a centrocampo, o per esempio mi sta piacendo anche molto Kamate, mi sa che si legge Bicigno. Ancora avanti, ha colpito un po' tutti sto animaletto, Allora qua dobbiamo andare a vedere la pronuncia. Bicigno, può essere, perché Bicigno non... Allora, vediamo un po', Bicigno, vediamo pronuncia, vediamo se lo trovo. È meglio, Bicigno, non so. Magari dovremmo fare un in portoghese, attenzione però, forse l'ho trovato, vediamo un po'. Oh, c'è attesa, Anziché O. E in effetti nella fonetica, addirittura mi sembra un gamma questo, un Bicigno, allora vediamo. Bicingo. Aspetta che lo ripeto perché c'era il volume basso, sentiamo. Bicigno. Una biscia, no, dai. Dobbiamo chiedere a Mourinho, dobbiamo... Aspetta. Abbiamo provato qualcosa di nuovo, dai. Sentiamo di nuovo. Bicigno. Sentiamolo in una frase. Star como Bicigno d'Orara. Star como Bicigno d'Orara. Bicigno d'Orara. Bicigno. No, qua dobbiamo farci trovare pronti quando viene all'aeroporto quest'estate Taremi. Ciao, è Bicigno. Bicigno. Ma sentire più a casa, cioè. Magari si offende. Bicigno, Bicigno, benvenuto in Spagna, col portoghese, ma dai. Bicigno. Vabbè, comunque vedo, è veramente a colpire. Intanto abbiamo appurato la causa di Sensi che non è andato e per... il discorso per play finanziario, perché quindi va via a zero l'anno prossimo, no? Va via a zero, sì. Quest'anno, fine anno qua, no? Fine stagione qui? Alla fine di questa stagione, sì. Allora, diciamo che erano 2 milioni di risparmio ingaggio lordo, un po' meno perché era passato gennaio, però sarebbe stata promozione certa, quindi incasso certo. Dall'altra parte sarebbe stata anche una minusvalenza perché era bilancio ancora per 3 milioni e qualcosa, sì. Erano 2,5 il totale. Dall'altra, ecco, speriamo che possa anche far sentire tutti più sicuri se manca un centrocampista, magari qualche partita. Sai che ce l'hai. Ma io poi vi dico, da Inter-Napoli 17 marzo, ma ancora di più da Inter-Empoli del 30 di marzo, nel rush finale sono 9 giornate, più l'Inter potrebbe essere, speriamo, in Champions. Lui non è lista Champions, ma in campionato, quando ci sono quei campi asciutti, che arriva il caldo, Sensi là si salta. Sensi, adesso voi magari potete prendere in giro come Mazzarri, poi è venuto anche a piovere, però sui campi pesanti magari Sensi... Ma fai difficoltà, è più tecnico, Esatto, andando adesso nello sprint di aprile-maggio con la Champions che ci può ancora essere. Intanto Tullio Tinti dice a Sky che magari i presidenti non se ne sono ancora accorti del discorso decreto crescita, invece all'Inter se ne sono accorti perché per Dumfries, appunto. Questo è un mercato di riparazione, non ci sono tanti trasferimenti. Il test reale sarà la prossima estate. Come è cambiato il mercato nel corso degli anni, il mondo cambia e cambia anche il mercato. Quando ho iniziato io c'erano i gettoni del telefono.
non serve solo adeguarsi, le competenze cambiate nel nostro lavoro. Ora, per esempio, hai a che fare molto di più con i genitori, serve adeguarsi anche ai social. Michi, passiamo il turno. Bella domanda. Secondo te? Allora, secondo te, e tu cosa vorresti? Perché poi c'è tutti quanti la seconda stella, la seconda stella. Io penso che lo passiamo e lo voglio passare, perché non me ne frega niente. Le voglio giocare e vincere le partite, se ci sono. Io penso che sarà veramente una partita all'ultimo sangue. Sarà una specie di semifinale più che un ottavo. Che bello però vivere queste partite qua, dai. Anche per chi non le vive, diciamolo, no? Che si è... Hai capito? Sì. Quindi va bene così. Io penso che possiamo passare. 50-50 comunque, dai. Lì posso dare il 50-50. Campionato, ti dico la verità, sono 70-30. Te lo dico già ancora, non me ne frega niente. Campionato non c'è storia. No, ma se io ho visto l'Atletico col Real Madrid in Supercoppa e in Coppa del Re, è veramente forte. È veramente, secondo me l'Atletico Madrid, ti dirò di più, se passa con l'Inter è una mina vagante, anche con Bayern, Real Madrid e City... forse il City è un po' più problema, però con Real Madrid abbiamo visto che secondo me se la gioca con Real Madrid, eppure col Bayern Monaco se la gioca. Cioè, sono più forti di noi secondo te? Sono più forti di noi secondo te? Forse la difesa mi piace di più la nostra, anzi mi piace di più la nostra, Hermoso, Savic, Gimenez, Witzel che gioca centrale, mi piace più la nostra. Courtois, il portiere secondo me Oblak è il miglior portiere del mondo. Poi hanno questi esterni che non sono male, a centrocampo De Paul, Saul, Koke hanno esperienza, hanno qualità, hanno inserimento, in attacco adesso ha ricominciato a segnare Depay, Morata quest'anno è il suo miglior anno, c'è Griezmann che è un fuoriclasse, Simeone fantastico, Simeone è uno dei miei sogni per il post Inzaghi quando sarà tra 10 anni. È tutto diverso ovviamente da Inzaghi, però io Simeone proprio mi esalta. E Zanetti ieri ne ha parlato da Cattelan dicendo che lui non dormiva la notte, non Zanetti ma Simeone, che anche adesso quando arriverà a San Siro a sfidare l'Inter non dormirà sicuramente, perché uno così... Ma lui l'aveva detto che prima o poi andrà a allenare la Lazio e l'Inter. E quindi ecco, attenzione, Bicigno si pronuncia Bicigno, vuol dire animaletto. Ecco, Marco Elsi mi ha confermato, ma l'abbiamo sentito anche prima. Oggi che ti ho detto che il primo messaggio ti ho mandato che a Interfan TV, diciamo che eri ancora in TV, era nel 24 ottobre 2016, ed è qui. E io ti dico, all'epoca si parlava di Leonardo, che a me, al di là del Milan, a me come persona mi piace tantissimo. E c'era il vostro quesito, non mi ricordo chi c'era con te, chi vorreste come... Babà. Io, se ci sarà un traghettatore, l'unico e solo dovrà essere Leonardo, poi lo stesso dovrà essere messo categoricamente in società, perché a me piace tanto, con allenatore Ciolo Simeone. Cioè, fatta 17, se ti ricordi, per dire l'Inter che passi ha fatto, era stata appena acquistata da Suning l'Inter in estate, ma aveva lasciato a Toir la gestione. Mancini si rifiutava di parlare con Toir e Bolingbroke, che voleva parlare con la nuova proprietà, che però non aveva esperienza e quindi aveva lasciato la gestione a Toir. E se magari ci fosse anche un presidente presente, sarebbe ben accetto. Questo è il primo messaggio che ti ho mandato nel 2016. Allora, Simeone. Toir si ritrova a gestire, dice Mancini me l'avete fatto prendere, Mazzarri... alla fine diciamo non è che era stata la scelta di Toir, allora dice adesso gli voglio togliere lo sfizio, chi è che fa il calcio offensivo all'olandese De Boer, lui aveva questa passione per De Boer che frana perché alla fine non sapeva ancora la lingua, non si parlava in italiano, esatto, i giocatori che lo, tra l'altro il nostro mitico Claudio Spagni che abbiamo sempre nel cuore, che lavorò proprio a stretto contatto con De Boer in quel periodo in cui gli doveva insegnare praticamente il gergo calcistico italiano e tutto il resto. Alla fine allora cosa succede? Mi ricordo ancora l'assemblea dei soci in cui Ausilio si arrabbiò per una mia domanda che era sul fatto che c'era la percezione di CEO di un De Boer solo. Un De Boer solo. Io non ho detto che era solo, ho detto c'è la percezione all'esterno di un De Boer solo, e lui si incazzò un po'
e disse che non era assolutamente solo, salvo poi essere esonerato. Vinse la partita in casa, segnò Icardi alla fine, non so se era Inter Torino, poi perse fuori casa e venne esonerato, la proprietà se n'era andata in Cina, erano già partiti da una settimana dopo l'assemblea dei soci e tutto il resto. Tohir, ci fu il padre che si aggravò e partì per l'Indonesia. A Giacarta. Quel punto, come? Giacarta, no? Sì, non ti dico che cosa scrissero durante il volo di Tohir, che gli fecero dire di queste cose, che lui, insomma, tutti contro Mazzarri. C'era, allora ti sto prendendo proprio i risultati di quel fine ottobre. Allora l'Inter perse 2-1 con l'Atalanta, vinse 2-1 col Torino, ecco la vittoria che sembrava potesse tenerlo in vita. Poi perse con la Samp 1-0 il 30 ottobre. E lì che cosa successe? Tohir era al capezzale del padre. La situazione in Italia con De Boer era difficile. Erano appena partiti i rappresentanti del CDA dell'Inter cinesi, erano partiti da una settimana, prendono l'aereo e ritornano. Ritornano perché dice qua c'è un'emergenza, prendiamo in mano noi la situazione. E Tohir dice vabbè, fate quello che volete, e non se ne parla più. Loro che fanno? Iniziano i colloqui così trasparenti. Allora un giorno videro Pioli, l'altro giorno Marcelino fu, era il nuovo allenatore dell'Inter, mi ricordo ancora, si chiuse l'ascensore con ormai la certezza, andò a dormire Marcelino da nuovo allenatore dell'Inter. La parte italiana con ausilio spingeva per la soluzione Pioli, perché la situazione era già difficile. Dice, se prendiamo pure uno che deve entrare nel campionato italiano, che non conosce il campionato italiano, sì, la lingua, e poi vinse con la Juve, mi ricordo, era allo stadio, sì. E quindi alla fine, dopo che fece questa partita Vecchi, il traghettatore per una giornata, Inter Crotone, perché ci furono questi colloqui, arrivò Pioli, ci fu la sosta di novembre, quindi Pioli all'improvviso... Fece 10 partite di fila, vinse, no? La prima, Milan-Inter, 2-2, pareggio di Perisic all'ultimo minuto, e Pioli che entra in campo per esultare, lui, cuore nerazzurro... Interista, dillo Pioli, dillo! Cuore nerazzurro, e pareggiò. Dopo quel pareggio l'Inter vinse 4-2 con la Fiorentina, poi perse col Napoli 3-0, una partita... mi ricordo nei primi minuti già subì il gol, poi vinse 2-0 col Genoa e poi iniziò la serie di vittorie. Sì. A un certo punto perdemmo 2 partite, una con la Roma drammatica perché c'era un rigore netto che non fu dato, insomma un po' di errori arbitrali, ma soprattutto, a parte tutte le vittorie fino alla metà di marzo, la sconfitta con la Roma, ma la sconfitta con la Juventus a febbraio, ma te la ricordi quella sconfitta con la Juventus in cui c'erano 2 rigori netti non dati, dove Chiellini passò la palla arbitro Rizzoli al portiere, e venne fuori dalle telecamere di Inter Channel il martedì questo passaggio che all'inizio non si era capito. La palla andò a Icardi perché Chiellini non l'aveva visto, diede la palla al portiere, si inserì Icardi che stava segnando, l'arbitro interrompe il gioco e dice no, si ribatte. No, perché non avevo fischiato. Domenica scorsa a Porta Vuota che fischiano la fine della partita. Sì, è uguale a quello. Vabbè, insomma. Era il 5 di febbraio, credo. D'accordo che gli episodi capitano. Juve-Inter 1-0, poi l'Inter vince fino a metà marzo, poi pareggia a Torino. Perisic si mangia 4 gol nel finale. Insomma, l'Inter doveva arrivare terza per andare in Champions. Napoli e Roma mantengono 6-8 punti di vantaggio. L'Inter all'inizio di aprile perde una partita che ormai era spartiacque per questo quarto posto, che ormai stava diventando una chimera. Ecco, perde. No, fa 2-2 col Torino. 2-2, sì, quella a Torino a fine marzo. Pausa, inizio di aprile, Inter-Samp 1-2. Ecco, dopo quest'Inter-Samp 1-2... non si capisce più niente, perde a Crotone, Pioli perde lo spogliatoio non ci crede più, D'Ambrosio che fa quella dichiarazione poi
dopo il Torino abbiamo mollato, ma ovviamente ci sono tutte le polemiche, ma inconsciamente. C'è il derby di Pasqua che finisce 2-2 col gol di Zapata, con l'arbitro che fa vedere l'orologio che è entrata al 97esimo. Mamma mia, che schifo, mamma mia, non ci posso credere. E poi continuiamo a perdere 5-4 con la Fiorentina, con Icardi che fa 4 gol e Vandanara che fa il post del grande Maurizio che si è portato a casa la palla. 5-4 con la Fiorentina dopo che hai perso a Crotone, eh? Poi persa in casa col Napoli, cioè ad aprile tutte perse, perse col Genoa il 7 maggio e qua poi c'è l'esonero di Pioli che non sembrava possibile, ma alla fine arrivò anche l'esonero, traghettatore che diventa naufrago, e nel finale ritorna il povero Vecchi, che c'è Inter Sassuolo 1-2, ennesima sconfitta col Sassuolo, poi vince l'Inter con la Lazio 3-1 e vince con l'Udinese 5-2, ma arriva settima e per la sesta volta nella sua storia, terza negli anni tra il 2012 e il 2017, non va in Europa, non va nemmeno in Europa. E da lì Suning inizia a intervenire pesantemente, prende Sabatini, che prende Spalletti, che ci riporta in Champions, secondo anno arriva Sabatini, lascia, arriva Marotta, Marotta va per il progetto Conte, Conte ci riporta al secondo posto, per la prima volta di nuovo a lottare per lo scudetto, finale di Europa League, vittoria dello scudetto l'anno dopo, la rottura di Conte post pandemia, che dice che non c'è allenatore top, club top, si incarta lui, la scelta di Inzaghi e questi 5 trofei, finale di Champions League, scudetto perso, terzo posto e adesso la lotta per lo scudetto. Insomma, Kabian che dice che incubo gli anni 10, ma ogni tanto è bene ricordarli per capire dove eravamo quando è arrivata Suning. No, siamo Real Madrid adesso praticamente, comparando la adesso situazione. Abbiamo credo quelle tre squadre davanti, Real Madrid, basta, City, Bayern Monaco e City, Bayern Monaco. Il resto siamo nel gruppo delle grandi, le altre ce la giochiamo, sì, la giochiamo con tutte, quello che dico sempre anch'io, cioè anche i miei amici del fantacalcio, sempre le prime tre io dico fanno un altro sport, e poi c'è il gruppo delle grandi, come hai detto, se loro ci battono a noi, l'Atletico potrebbe essere una mina vagante come lo potremmo essere di nuovo noi, come noi. Attenzione, come noi. Come noi. Anzi l'Inter, visto che l'anno scorso ha fatto la finale, se vai ai quarti inizia a essere vista come un grande pericolo per tutti, no? Perché così come Lautaro oggi viene, inizia a essere considerato con Haaland, con Kane, diciamo questi sono gli attaccanti, anche la scarpa d'oro oggi c'è Kane primo e secondo a pari merito ci sono Lautaro e Mbappé. Cioè, questi sono i tre migliori attaccanti a livello realizzati, sono numeri, sono... Sì, sì, ma siamo lì, cioè, ragazzi, siamo l'Inter, comunque non è che dobbiamo stupirci di questa roba qua. E con questa forza, ecco, vi faccio rivedere un po' i duelli, ma soprattutto anche più che l'uno contro uno, i duelli in campo. Con questa forza e consapevolezza e crescita ci proiettiamo sul derby d'Italia. Spesso è stata la madre di tutte le partite, 4 febbraio, due anni fa arrivavamo a più 4 a Inter-Milan con un po' anche di puzza sotto al naso, perché io me la ricordo quella partita, andammo 1-0 e l'Inter faceva i tocchettini, Perisic sfidava Calabria. Quale partita? Quella dello scudetto? Perso? Quella dell'1-2, sì, perché poi Perisic aveva i crampi, c'è la sostituzione, poi tutti se la prendono con Inzaghi con i cambi, ma uno era ammonito, uno aveva i crampi, Sanchez subisce fallo, De Vrij e Andanovic combinano il macello nella marcatura, quindi tutti poi è rimasto nella storia i cambi sbagliati di Inzaghi, io dico che è stata una serie di cose, però dopo soprattutto, dopo il Liverpool, l'Inter calò fisicamente, quindi quest'anno stiamo parlando di tutt'altro. Beh, chissà, fortunati anche due giocatori, De Vrij e Brozo, quella partita là li abbiamo persi, eh? Non è proprio da sottolineare. Chissà che adesso invece anziché di andare da più 4 a più 1 fai il percorso inverso, vai da più 1 a più 4, e quello che successe nell'anno dello scudetto, sempre a febbraio l'Inter mise la freccia, inserì Perisic e Eriksen nella squadra titolare, batté la Lazio e il Milan e andò a più 1 più 4 sul Milan, sì. E perse con lo Spezia e perse con l'Inter. Quindi diciamo che siamo al momento clou del campionato.
Domenica c'è un disastro, Michi, te lo dico già, tanto lo sai meglio di me, ci saranno... A voi, a noi. Cos'è il disastro? Ci sarà il disastro domenica, polemiche, robe... Non mi interessa. Neanche a me, cioè, ripeto... Mi interessa giocare una grande partita e magari portarla a casa. No, bisogna portarla a casa, ce la portiamo a casa, secondo me abbiamo 80-20 domenica, io la vedo così. Cioè... 80-20... Michi, è più forte l'Inter, dai, anche tu questo 50-50... No, 80-20. Come 80-20 è troppo? A Milano, a San Siro, con sta Inter qua. Guarda che quello lì, il toscano, sta facendo il fenomeno, il Mourinho de no altri, perché sa che siamo nettamente più forti. Ci ha provato con le battutine, ma anche quelle funzionano. Dai, Michi, siamo più forti. Livornesità. Non volevo essere... Ma noi come rispondiamo alla livornesità? O bicigno. O bicigno. No, siamo più forti, dai, cioè... Mi ricordo quella partita lì con quel fallo lì della doppia espulsione. Cioè, l'Inter Juve è sempre così, quella lì di Pjanic lì. Con Zamorano. Tu ero in spiaggia in costume, l'abbiamo vista al mare. C'era Zamorano che abita qua vicino. Pensa a te, e anche lui fa i soliti. Quella lì Inter Juve, quella lì di Pjanic, la munizione non data. Cos'è, 4 anni fa, 5 anni fa? Non mi ricordo. Era l'ho vista qui, 2018. Lui abita qua, anche, ha una casa qua. Ci siamo beccati lì in spiaggia. Salutamelo se lo vedi, Ivan Bambam. Bambam, e ogni tanto vado giù. Nel mare. Che segna te, dai, salutiamo come abbiamo fatto con Mario, con un tuo Inter Juve a San Siro memorabile. Non so, il 4-0 dell'84, non so di che anno sei. Io sono 75. E allora, vabbè, avevi 9 anni, però vabbè, puoi andare pure qualcuno più recente. Oggi, per esempio, l'Inter ha rimesso in circolo sui social il gol di Maicon, l'anno del triplete, il 2-6. Quello lì sì, il colosso che fa quei tre, e Buffon, pum, che si tuffa, pum. Quello lì è eccezionale. Perché vogliamo parlare della finale di Coppa Italia, la finale di Supercoppa, però vabbè, quelli vicino quella, sono... sì. Sono campionato. E in effetti, ecco, visto che abbiamo parlato tanto del disastro di quell'anno di De Boer e Pioli, ricordiamo, ecco, voglio ricordare proprio quel settembre, fu effimera come vittoria, però i gol di Perisic e Icardi non furono per niente male. Ma comunque poi 2-1, sì, vero? Sì, 2-1 Icardi Perisic, sì, me lo ricordo. Quella lì è stata bella, sì. No, ma quella di Maicon è bella proprio. Quella di Maicon è proprio bella. Ho incontrato anche lui qua, era in vacanza anche lui qua. Io per essere ottimista come te vorrei sbloccarla per vedere loro poi che fanno, che non possono più fare la partita preparata. Vabbè, io 80-20, io sono un esagerato sbruffone. Tu? Probabilità. Percentuale. Percentuale. Io 80-20, siamo più forti a San Siro, 70.000, i ragazzi sono riposati. Io ti dico 40 Inter, 40 pareggio e 20 Juve. Dico 40-40-20. No, non mi piace. No, mi stai fottendo così. Non mi piace. Ti dico le mie percentuali. Il pareggio, no, devi essere più sfrontato. Dai, pareggio o vittoria. Cioè, vittoria, Inter o Juve. Mi piace o pareggio o vittoria. Mi piace o pareggio o vittoria. No. Dai, su. Ti ho dato il 20%. Tu sei da 60-40, hai la faccia da 60-40. Dai, hai la faccia da 60-40. No, ho detto 40-40-20, esistono tre risultati possibili. Ma no, vabbè, io sono ottimista, ma lo sono di brutto, perché so, cioè, l'Inter è nettamente più forte, perché proprio a profondità, giocatori, 11 titolari, non c'è partita al momento. A San Siro, con questo bar. Real Life Travel ci dice Messi, era soprannominato La Pulce. La Pulce, sì, La Pulga. Quindi ho bicigno. Salutiamo tutti gli amici del canale che sono stati in chat su Interfan TV. Salutiamo chi è stato con noi all'inizio della trasmissione, quindi Giulia Bassi, Alessandro Scanziani, Mario Piuri, il grande Alessandro Iovane da Miami, che adesso
A te che ore sono? A te? Le 8 di sera. Io adesso mangio qualcosa, c'ho mia moglie che sta domandando che cacchio di film hai fatto. Ti ho detto che Borrelli è così, Borrelli mi tiene in ostaggio. Anch'io ceno, ma io ceno alle 2 di notte. Tu esatto, no, qua sono le 8 di sera, in tranquillità. Dai, ricordo gli appuntamenti domani, anche con FC Inter 1908 su Twitch alle 2:30 domani sera su FC Inter News sempre alle 19 come ogni venerdì, poi qui sul canale tra domani e dopodomani, a questo punto più dopodomani, così vi potete recuperare con calma la puntata qui per intero, per chi non se l'è vista tutta, quindi le video news con le ultime di formazione e tutte le notizie, facciamo Inter Fan TG sabato, mentre domenica tutto il post partita di notte dopo Inter Juventus, mentre per la partita sul circuito network, quindi date sempre un'occhiata alla sezione community del canale perché lì trovate tutti i contributi anche esterni a Inter Fan TV. Grazie a tutti quelli che sostengono il canale, quelli che si iscrivono, è gratis, quelli che lasciano un like, quelli che commentano civilmente. Cobian dice 50 Inter, 30 Juve, 20 pareggio, quindi il pareggio lo vedo. Per me il pareggio è alto come probabilità, purtroppo. Quindi tu hai messo 40 Inter vittoria, 40 pareggio? Cosa 4-4-2 come 4-4-2 5-5-5 Ubicigno, un saluto da Ubicigno. Da tutti ragazzi, da Miami è tutto e Bicigno a tutti. C'è Ubicigno e anche Zilo, come lo chiamo? Devo chiedere ai miei amici napoletani, come Zelischi. Sì. Dobbiamo trovare il soprannome al polacco. Esatto. Qui abbiamo la Pulga a Miami, quindi lì avete Bicigno. Dalla Pulga e Bicigno è tutto. Dai, Benedetto che scrive come te dagli Stati Uniti, dal Delaware. Ciao a tutti, a me emozione 1-0 a San Siro di Yuri Djorkaeff, quello scudetto era nostro, quello era il 4 gennaio 1998, pallone d'oro di Ronaldo, quello era un 4, questo è 4 febbraio. Quello scudetto era nostro e non solo per il fallo di Giuliano, ma per i gol di Empoli, Udinese, non dati con palla dentro. Buonanotte dal Delaware, attenzione perché dalla Germania Daniele Gaudio, Pietro... Guarda schifone, 80-20 come me, schifone numero uno. È lei. Nell'89 nell'84, magari. Schifone, bravo, 80-20 sei anche tu, eccezionale. Poi veniamo la prossima in chat da Michele e glielo rinfacciamo, cacchio. E lui tutto contento. No. Sì. Bello quello 1-0 di Giorgetti, però lì fu uno di quegli scudetti veramente... con errori arbitrali 97-98, insomma, brutti ricordi da questo punto di vista. Caro Alessandro, ti saluto, ti abbraccio, a presto, sempre Forza Inter. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale e fatelo conoscere ai vostri amici interisti. Dai, mettete like anche a sta like, va, che così va in hype, così la possono vedere anche gli altri domani in differita. Anche sempre. A Miami, anche nel Delaware. Sempre, ovunque. Io l'ho messo anch'io il like, anche se sono in live qua. L'ho messo prima di cominciare, a prescindere sempre. Il canale di dobbiamo tornare a vivere quelle emozioni che dico sempre io. Intanto qua si spegne da solo, il televisore si spegne da solo perché dice tu non mi clicchi, ma io mi spengo. No, dicevo, vogliamo tornare a vivere quelle emozioni di vittoria che poi ci farebbero vivere una primavera, crescendo di emozioni, e questa Inter Juve, come ha scritto qualcuno, può essere veramente un trampolino importante. Buonanotte a tutti, buon derby d'Italia, forza Inter. Ciao ragazzi, ciao Michi, ciao a tutti, grazie a tutti. Ciao Alessandro. Ciao Michi.